Ma no, il problema è che non si è amministratore della macchina. Ascolta un attimo, piace, siccome adesso c'è il convegno, loro no, quelli del si hanno chiesto se è possibile togliere i suoni di sistema, non fare, non mi, ovviamente non lo puoi fare con il teatro. E adesso lo rida, lascio nel senso che... Sì esatto, momento, però ascolta, se non ti può fare dare mo perché io non tolgo adesso l'utente. è apposta, stop. Grazie a è a farlo qua? Chi lo fa qui? Ma è il momento di Asna. Chi è che la butta su? la metto io da piccina Esto. Io direi il che il tra un po' inizierei perché se sennò... no... penso che potremmo anche mm. iniziare. In... Ah, beh, certo, okay. direi che possiamo quasi iniziare. Diamo... Allora, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Io sono Massimo Cicognani, il presidente del campus di Cesena. Ed è mio compito e soprattutto mio piacere dare il benvenuto a tutti e a tutti i partecipanti qui oggi a questa giornata eh, locale del, eh, del convegno dedicato al 50 anni della firma della Convenzione UNESCO. Quando... Mi hanno chiamato Giuliana Benvenuti e Maria Letizia Guerra per spiegarmi questa iniziativa. Io l'ho subito ribattezzata il Multiconvegno, perché a mia, a mia memoria è il, il primo convegno dell'Alma Mater diffuso in tutte le sedi del, del Multicampus. Quindi, è un'iniziativa che è, rispetta il tratto distintivo che ha il nostro Ateneo. Che è l'unica università eh, multicampus, realmente multicampus a livello nazionale. Parlando, ho visto qui, qui di fronte a me l'amica la, la, Valentina, parlando di UNESCO al campus di Cesena, non posso non nominarti, visto che sei eh, diciamo, l'artefice del, del progetto Portici di Bologna come assessore. E colgo l'occasione, lo spunto per portarvi i saluti anche di un'altra un collega qui del campus che abbiamo prestato diciamo così, ad, ad altre istituzioni, a servire in altre istituzioni che è, è l'assessore regionale all'istruzione università e agenda digitale Paola Solomoni che è, non può essere qui perché è trattenuta per impegni istituzionali a Bologna. ma mi ha incaricato di porgere i saluti. Il, anche il tema di questa giornata è, diciamo, è in spirito multicampus, nel senso che è proprio, eh, ogni campus ha una vocazione territoriale, no? è proprio l'imprinting iniziale che, che si è dato 30 anni fa l'Alma Mater. E, e cosa di meglio per ricordare il territorio del tema di oggi, che è proprio il patrimonio eh, nat naturale, il paesaggio, che è patrimonio naturale ma anche patrimonio di valori, eh, di valori identitari del, de del nostro territorio. E concludo brevemente augurando una buona giornata di studio, lavoro e di fruttuoso confronto e parlando di, di comunità eh, e di territorio, eh, delle comunità che, che abita in questo territorio invito eh, la rappresentante del comune, eh, l'assessore la, Francesca Lucchi il comune che da, da 600 anni custodisce, <ride> custodisce un altro eh, tesoro unesco che è la nostra biblioteca malatestiana. Prego Francesca. Grazie Massimo, buongiorno a tutti. Eh, sì, al nostro Memoria del Mondo dal 2005 la, biblioteca, eh, la nostra biblioteca malatestiana fa parte di, di questo eh, prezioso riconoscimento che credo crei un collegamento eh, importante, i beni, le opere, i paesaggi non sono proprietà di qualcuno ma sono un bene collettivo e un bene comune, quindi partendo da questo mh, mi interessa molto, vi ringrazio per aver organizzato questo, questo convegno perché credo che parlare di paesaggi eh, in una sede universitaria, di paesaggi, di cultura, mettendo insieme la sostenibilità, eh, il valore collettivo, la natura, è un, un tema importante ed è un tema di, di grande interesse quindi eh, vi ringrazio, penso che sia anche bellissimo che l'università organizzi un con, convegno in parallelo su, sui vari campus, da Bologna a eh, quelli della Romagna quindi credo che sia un segnale importante di come vogliamo provare a rendere la cultura, il paesaggio i beni UNESCO che sono patrimonio dell'umanità a servizio della collettività e a servizio dei nostri territori, quindi vi ringrazio e vi porto i saluti dell'amministrazione assieme a me eh, il collega Carlo Verona, vi portiamo i saluti del sindaco che purtroppo non è potuto essere presente e vi auguriamo davvero un buon lavoro perché questo lavoro abbia eh, poi un risalto concreto e pratico sulle nostre città e sui nostri territori. Grazie. Okay, scusa. Buongiorno, buongiorno a tutti, sono il professor Andrea Ugolini del Dipartimento di Architettura che appunto lavora in questa sede e quindi per me è un particolare onore essere qui e aprire questa sessione di lavoro. E quando, questa mattina, cioè scusate, quando i giorni scorsi sono arrivati gli abstract che abbiamo selezionato per questo primo... Slot di, di comunicazioni è stato molto interessante vedere il panorama che si è configurato. Perché? Perché eh, per parlare di paesaggio, per parlare della sua eh, qualità, per parlare anche della sua tutto sommato eh, molteplici, dei molteplici aspetti che lo, che lo caratterizzano, sono stati selezionati appunto tre gruppi di relatori che consentono di dare un quadro abbastanza ampio proprio di come il mondo della ricerca e della tutela affronta il problema. È interessante infatti perché durante questo primo slot di, di, di comunicazioni avremo eh, rappresentanti del Ministero della Cultura che, eh, in particolare il dottor Sericola e la dottoressa Mangoni, che ci parleranno proprio di quella che è la vena del gesso e quindi di, quelle che sono, di quella che è una delle realtà del nostro territorio. Ma al tempo stesso avremo anche eh, una, eh, un intervento della, de, dei dottori Cirino e Marchesi, proprio della direzione dei musei, che consentono ancora una volta di raccontare questa attenzione che il Ministero ha per, quest, per la tutela che, consentitemi eh, una citazione, eh, appare davvero attiva. Se noi ricordiamo la carta del restauro, del 64, la Carta di Venezia, ci accorgiamo proprio che una delle definizioni è proprio quella di tutela attiva, una tutela che non è ferma, che, è, che tutto sommato cerca di governare la complessità, cerca di, di governare il mutamento. E, e questo secondo me è abbastanza, è abbastanza importante e innovativo, perché tutto sommato è uno dei portati della cultura tipicamente italiana della protezione del nostro patrimonio. L'università invece è ehm, presentata e rappresentata a diverse, secondo diverse, eh, diverse sfaccettature, da quello che è la ricerca europea del gruppo della professoressa Tondelli di Luca Haberg, eh, che presenterà appunto le, le, le risoluzioni del progetto Ruritage a quello del Centro Internazionale di Didattica. Della, della nostra università, di cui parlerà appunto la professoressa Beatrice Porchi a quello che è invece più la ricerca vera e propria, lo studio vero e proprio, e quello cioè del professor Casadei, che parlando delle aree rurali, parlando appunto anche di un aspetto di carattere storico, comunque racconta quella che è la vocazione dell'università. L'università fa ricerca, l'università fa ricerca e collabora con gli enti per la tutela. All'interno di questa mattina poi ci saranno altri due interventi e che è interessante perché completano un po' il quadro di cui vi racconto, cioè l'intervento della professor Cipriani e della, profess e della collega Martina D'Alessandro, che sono due eh, liberi professionisti ma che collaborano all'interno dell'università e quindi loro riescono a portarci a dare uno sguardo di quello che è la professione, nei, diciamo, eh, nei confronti appunto, da, lo sguardo di un professionista nei confronti appunto del paesaggio. Un paesaggio che, ripetiamo, è eh, tutto sommato una entità davvero eh, complessa da gestire, ma tutto sommato, proprio per questo, è anche interessante. Io chiamerei fin da subito il, il primo relatore, il, il dottor Sericola. Eh, in questa mattinata noi ci siamo dati dei tempi eh, abbastanza condicentati, quindi... Tutto, oh, eh, quindi mh, chiedo ai relatori di stare nei 10 minuti, 12 minuti, poi mi, mh, sarò obbligato a, a, a richiamarvi all'ordine, cosa che non vorrei fare. Bene, vi ringrazio, passo loro la parola. Vieni qua. E per PowerPoint. Chiedo un attimo una cortesia al servizio se ci possono indicare dove hanno caricato i PowerPoint, per favore. Sì, se, se marangoni sericola. Dunque vediamo un attimo se ci sono marangoni sericola. F5. E poi per mandarlo avanti se mi allunghi il mouse lo uh, faccio io. Ah no, quello è il PDF però, eh. volevi, volevi il PowerPoint? No, è uguale, è indifferente. Perché col PowerPoint fa F5. Ah vai giù, ci sono i mapole poi. No, questo va giù, giù. giù nella cartella. Ecco, la maragone si sì, ma Scusa, ma io quando c'è la cosa... No, 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 Siamo i primi, giornalizziamo. F5. ha premuto. Andiamo indietro? Okay. Okay, Bene, buongiorno a tutti. Allora io sono Massimo Sericola e, e insieme alla collega Barbara Marangoni innanzitutto vi portiamo il saluto della sovrintendenza ringraziandovi anche per avere la possibilità di esporre questo breve intervento in questo convegno. Ora, visto il tempo a disposizione, comunque entrerei subito un po' eh, in quello che è il cuore del nostro intervento, perché come vedete, insomma, dalla slide di presentazione, noi concentreremo eh, la nostra relazione sulla eh, vena del gesso romagnola e in particolare per mettere molto brevemente in risalto gli aspetti e le peculiarità di questo, di questo territorio eh, che, insomma, proprio per le sue caratteristiche orografiche, geomorfologiche, geologiche eh, hanno consentito eh, un rapporto tra l'uomo, tra l'aspetto antropico e l'aspetto naturale quindi tra l'uomo e la natura di lunghissima durata, quindi con una presenza antropica attestata anche per le epoche più antiche, sempre in forma integrata e unitaria con quelle che poi sono le caratteristiche specifiche di questo territorio. Questo insieme di, di aspetti, di caratteristiche appunto peculiari della, della vena del gesso romagnola ha fatto sì che si sia costituito un contesto eh, paesaggistico di fatto con eh, delle particolarità che poi hanno condotto, diciamo recentemente, come tutti saprete, eh, alla candidatura anche della vena del gesso romagnola, perché la vena del gesso romagnola è una parte dell'intera candidatura che ora. Eh, è in corso di valutazione proprio in questi giorni. C'è cioè la, eh, la visita, la visita ispettiva del, del commissario UNESCO proprio per la valutazione della, della candidatura delle evaporiti dell'Appennino eh, settentrionale, tra cui diciamo, parte importante ha appunto il territorio della vena del gesso romagnola. Andando subito avanti. Con la presentazione io farò adesso una breve carrellata su quelle che sono le caratteristiche principali dell'insediamento eh, storico all'interno della vena quindi partendo un po' dalle caratteristiche dell'insediamento pre-protostorico che si eh, evidenzia soprattutto all'interno eh, delle cavità ipogee, quindi grotte ripari sotto roccia che hanno spesso e volentieri la dimensione di siti pluristratificati, cioè occupati in varie epoche, con scopi e funzioni anche in forme differenti. Eh, vediamo una mappa dove sono eh, segnate le grotte dove fino a questo momento sono state rilevate le principali attestazioni archeologiche. È da notare, adesso io ho portato anche due immagini del sito di Cacastellina che... Sostanzialmente sulle pendici di Monte Mauro, che sostanzialmente è uno dei siti in cui è rilevabile la presenza in età preprotostorica anche in un'area aperta, quindi non necessariamente solo all'interno degli ipogei. Solo un paio di esempi fondamentali di quelle che sono le grotte maggiormente indagate dal punto di vista archeologico. Qui abbiamo la grotta della Tanaccia a Brisichella, un'immagine della, eh, della sala iniziale dove sono state eh, compiute nel corso, in particolare tra gli anni 50 e 60, le indagini archeologiche che hanno portato al rinvenimento di appunto un sito pluristratificato, quindi occupato in varie epoche, in particolare dall'età del rame, con tracce di occupazione del Neolitico, ma in particolare dall'età del rame all'età del ferro, con scopi differenti, insediativo, funerario, cultuale, in particolare dell'età del ferro, testimoniato ad esempio, vediamo in basso uno dei bronzetti votivi che sono stati rinvenuti all'interno della grotta. Situazione simile, anche particolarmente nota, è quella della grotta del Retiberio. La Grotta Retiberio Riberio sostanzialmente è poi la principale di un sistema carsico molto articolato che è presente eh, all'interno di Monte Tondo. Il primo tratto della grotta è quello di, diciamo, di, anche di interesse archeologico, oggetto di numerosissime campagne di scavo: ne vediamo una planimetria in basso che sono iniziate addirittura alla metà eh, del XIX secolo e poi sono proseguite anche fino a tempi recentissimi, la più recente indagine archeologica del 2020, anche qui sono stati individuati è stato individuato un rilevantissimo sito pluristratificato con occupazioni eh, in epoche e forme differenti. L'aspetto fondamentale è quello, diciamo, rituale testimoniato dalle famosissime vaschette e intagliate nel banco roccioso all'ingresso e vediamo anche il rinvenimento di eh, tantissimi vasetti miniaturistici che testimoniano appunto questo uso culturale. Andando avanti, altro aspetto fondamentale della Vena del Gesso che poi va un attimo a concentrarsi sulle caratteristiche specifiche anche del materiale che compone di fatto questo territorio, è tutto il discorso legato all'individuazione delle cave dell'apis pecularis, quindi questo gesto secondario usato come alternativa al vetro, tracce che adesso, soprattutto grazie all'attività che è stata compiuta negli ultimi anni, sono evidentissime nel territorio perché sono state individuate molte cave, tendenzialmente, anzi quasi sempre, aperte e sfruttate in età romana sia mh, proprio aperture artificiali legate all'individuazione delle vene di lapis che eh, attività eseguite all'interno di grotte naturali che poi sono state modificate con l'attività di cava. Non solo chiaramente, anche per l'età romana è eh, un discorso legato agli Ipogei, vediamo questo è un esempio del, della struttura. Agricola, di fatto una fattoria che è stata individuata all'interno del parco del Carnè, nei pressi del rifugio, che testimonia quindi un'occupazione anche sulla vena del gesso, non necessariamente legata poi soltanto allo sfruttamento delle risorse eh, legate al materiale compositivo del, del territorio, ma eh, anche uno sfruttamento del territorio di, di altro tipo eh, per le sue caratteristiche diciamo, agricole e silvopastorali. Anche se poi un'interpretazione su questo edificio è che sia comunque connesso all'attività di cava come eh, possibile rifugio di chi temporaneamente sovrintendeva a quel tipo di attività. Passando rapidamente, poi con, un con una carrellata molto rapida, a quelle che sono le caratteristiche dell'insediamento nell'età medievale, vediamo che la Vena è caratterizzata dalla presenza di numerosissimi siti sorti in età medievale, in particolare. Ho portato due planimetrie dove sono individuate le pievi e i castelli all'interno della vena del gesso. Vediamo come sono distribuiti uniformemente lungo eh, le emergenze gestose. E, e localizzati spesso in punti che sono molto significativi dal punto di vista eh, topografico per il controllo del territorio. Solo alcuni esempi eh, provenienti dai castelli di Rontana e Monte Mauro, dove c'è un rapporto molto stretto tra. L'insediamento ecclesiastico sorto in genere, almeno dalle fonti scritte, prima dell'insediamento fortificato e, e um, il castello eh, che poi si localizza nello stesso luogo della pieve o negli immediati pressi. Qui vi faccio semplicemente altri esempi dei siti fortificati presenti sulla vena del gesso, oltre a Montemauro e Rontana vediamo un paio di immagini di, di Sassatello, Castrum Sassatelli e di Tossignano. Tutto questo per eh, introdurre il fatto che questo, tutto questo insieme di aree di siti e di edifici costituiscono tutta una serie di beni culturali tutelati eh, dalla normativa appunto legata alla, per, per la gestione e l'utilizzo del patrimonio culturale e mh, quello che vi ho mostrato in maniera estremamente sintetica costituisce una sorta di eh, anche tessuto connettivo che poi viene eh, diciamo ampliato all'interno di un sistema di tutele eh, che riguardano anche altri aspetti, in particolare l'aspetto di tutela paesaggistica, di cui adesso vi parla brevemente la collega Barbara Marangoni. Infatti, in questa immagine possiamo ben vedere come eh, questa parte della porzione della collina emiliana romagnola. In questa parte siano presenti numerose tutele, da quelle che il codice identifica come le tutele per legge, che sono quelle diciamo di derivazione dalla legge Galasso. Che in questa immagine possiamo vedere costituite dall'insieme eh, da, dall dei boschi, alle fasce che stanno eh, su alcuni dei corsi d'acqua, e infine allo stesso perimetro del del parco che vediamo individuato e disegnato con un colore verde più chiaro, ma la cosa interessante da mettere in evidenza è che la parte di questo territorio che ricade nella provincia di Ravenna è anche interessata da areali di beni paesaggistici, che sono quelli individuati con un verde più chiaro. Che sono soggetti a delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, quindi che sono stati tutelati per effetto di un provvedimento esplicito, tutte nel periodo che va è intorno alla metà degli anni 70, quasi con una, costruendo una sorta di, di sistema pressoché continuo, ecco, che a partire da Brisighella va verso, verso ovest. E, e, in questi provvedimenti vediamo che la motivazione che è assunta, diciamo, che determina il, il, il vincolo, quindi che determina la motivazione di valore del bene paesaggistico, sempre di più si allargano a comprendere caratteri che sono di tipo naturalistico e di tipo legati alla geomorfologia di questo territorio. Vai pure avanti. Vediamo uno zoom dove abbiamo ripulito diciamo, la carta da eh, tutte le altre tutele eh, per legge. Dove... Possiamo vedere che si sovrappongono anche altri di tipi di tutela di tipo storico-culturale che hanno anche altri provvedimenti, sul limitare ci sono anche tutele di tipo archeologico ma la motivazione va eh, particolarmente, si concentra non solo sugli aspetti che erano tipici di quel periodo legati diciamo alla visione estetico-percettiva ma cerca di mh, costruire una motivazione del vincolo che Integra diversi aspetti tra loro, da quello vegetazionale, appunto a quello eh, geologico, a quello invece più legato ai punti di vista e alla panoramicità di, questi, di queste zone. Vai pure avanti. Infatti, si potrebbe considerare quasi una sorta di ante litterum su alcuni concetti che la Convenzione europea del paesaggio ha introdotto poi successivamente, perché la vena del gesso viene quasi con questo anche alto valore panoramico, viene, eh, si configura, vediamo anche le foto storiche che sono state eh, reperite nel nostro archivio, si configura come una sorta appunto già eh, aborigine della, della tutela, come una sorta di landmark è Una sorta di, identi... di segno identitario del paesaggio che attualmente potrebbe essere anche identitario anche per le popolazioni locali. Vai pure avanti. E ancora il vincolo mette in, in luce, cioè la motivazione dei beni paesaggistici, mettono in luce la forte relazione tra la geologia del territorio e la morfologia del suolo e l'assetto vegetazionale. Per esempio per esempio vediamo nelle immagini più sotto degli esempi di doline dove la configurazione, diciamo, geomorfologica si vede anche negli aspetti, diciamo, il sopra e il sottosuolo sono fortemente integrate e collegate tra loro, oppure situazioni in cui gli inghiottitoi, gli ingressi delle cave creano dei microhabitat tali da eh, far crescere, e sviluppare una vegetazione che eh, è rara ed è presente solo in questi contesti. Ancora le motivazioni del vincolo mettono in evidenza la particolarità legata, che, che lega, stiamo sempre parlando di relazioni, la formazione rocciosa al patrimonio culturale inteso come eccellenze che sono state costruite hanno preso origine dalla stessa morfologia del suolo ma nel patrimonio diffuso anche eh, proprio perché il materiale gesso era stato anche eh, utilizzato come materiale da costruzione lo vediamo in forma diffusa in tutto il patrimonio dell'edilizia rurale vai pur avanti infine mi piace cioè, mi, mi, mi intrigava ecco, concludere con una sorta di suggestione e riflessione che vale per questo contesto, ma vale per tutti i contesti che sono, diciamo, candidati all'UNESCO. La vera sfida, che è anche un'opportunità, è quella del piano di gestione del sito UNESCO. Perché? Eh, è chiamato a diciamo, costruire una sorta di divisione strategica in cui tutti i soggetti interessati, dalle comunità locali agli enti come noi stessi preposti alla tutela dei beni culturali, eh, devono. Mh, far convergere gli obiettivi verso un unico obiettivo che è quello della conservazione e valorizzazione dei valori che sono già riconosciuti, confermati poi dalla candidatura che speriamo vada a buon fine come un patrimonio dell'umanità per l'unicità. E la rarità, ma soprattutto che devono andare devono essere, diciamo, gestite anche nelle trasformazioni eh, del paesaggio stesso verso una eh, patrimonializzazione, quindi verso la, eh, conducendo una sorta di heritage per, da trasmettere alle generazioni future, insomma. Grazie. Grazie mille. Dunque, io ehm, magari farei le domande alla fine della giornata, volevo solo però sottolineare un paio di punti. Intanto vorrei che il secondo gruppo fosse già presente così magari eh, andiamo avanti. Però volevo sottolineare alla vostra attenzione due aspetti che secondo me sono strategici. Ora, innanzitutto eh, hanno ripetuto molte volte i colleghi la parola vincolo e la parola vincolo eh, vuol dire legarsi e dà sempre un senso di fatica. In realtà, in realtà il, la grande fatica è quello di capire che siamo tutti proprietari di questa cosa. Nel momento stesso in cui ognuno di noi capisce l'importanza di essere prima persona nella tutela del patrimonio, il vincolo in quanto tale a mio avviso scompare. Perché tutto sommato quando un oggetto è tuo, quando tu riconosci che quell'oggetto è tuo, tutto sommato non fai fatica a proteggerlo. Noi proteggiamo i nostri figli, proteggiamo i nostri studenti, proteggiamo le nostre cose. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, l'ultima slide, strategica, il piano di gestione. È fondamentalmente lo strumento di cui... Eh, si avvalgono le candidature proprio per mantenere in vita queste realtà. La presentazione di Massimo, del, del collega Sericola, scusa, noi siamo amici quindi ogni tanto, di, di, di Sericola, tutto sommato ci ha fatto vedere come la parola paesaggio non sia solo no, una bella cartolina, ma sia una realtà com, che porta in sé i segni dell'uomo, delle trasformazioni dell'uomo e la gestione diventa uno strumento che è necessariamente uno strumento dinamico. Non si può pensare che un piano di gestione una volta finito si possa, essere, possa essere concluso. L'UNESCO chiede ogni quattro anni. In realtà la settimana scorsa ero a Firenze, ho parlato con alcuni colleghi dell'ICROM, stanno mettendo a punto già ed è già pronto un sistema per consentire ai gestori in maniera facile e agevole di verificare le potenzialità e le criticità del piano. Il piano deve continuare a essere uno strumento dinamico, come dinamica è la realtà che ci circonda. Bene, io adesso vorrei invitare il gruppo della professoressa Tondelli, che non vedo e non sento, a presentarsi. Benissimo. Allora. Non lo so, sto eh, volevo sapere perché so che collegati da remoto sono sono i... una adesso e una pomeriggio. Una adesso e un pomeriggio, ma adesso chi è? Uh, hi, sorry, it's uh, it's not is not Simona. Ah, allora, scusate, chiedo scusa chiedo scusa, oh. chiedo scusa. chiedo scusa, E eh, perché non grazie. Hello. Just sono legato. Ok. Si può anche dire... Ah ok. Ok Anna. <ride> ok. Bene, allora... Lascio la parola quindi alla collega della professoressa Tondelli che ci darà uno sguardo su quello che è il progetto Ruritege. Come dicevo, questa mattinata ci saranno delle, delle alternanze: nel senso, abbiamo sentito la tutela, adesso parleremo appunto invece di ricerca. E il progetto Ruritege è un progetto che è, stato, è un, finanziato con un Horizon 2020. Quindi, lascio la parola alla collega. Prego. Thank you so much and thank you for having me here today. My name is Hanna Elisabeth Ober and I worked on Rootage together with uh, Professor Simona Tondelli for the last uh, four years. And today I'm going to present you uh, some of the major outputs from the project. Uh, so Rootage is, as said before, a Horizon 2020 funded project that was initiated in 2018 and that ended now uh, in august this year and i'm going to be speaking about um, a bit about how the, the approaches that we used in rootage and how we've used cultural and natural heritage for regenerating rural communities so heritage in the sense of heritage is, is not really something in the past but it's something active uh, that you can use to regenerate a territory, as my colleague uh, Irina Pavlova from UNESCO uh, said about the project. Um, so, Rootage was um, was a rather large project. We were 38 partners uh, from oh, how many? 19 different countries uh, across Europe and one in South America. And out of these uh, partners, we were 15 knowledge facilitator partners coming from research institutes or uh, uh, universities and so on. And then we were six uh, replicator areas that were supposed to implement strategies uh, on heritage led regeneration for the project, and 13 role models, so good examples uh, of how territories have. Uh, regenerated through their heritage uh, in the past and besides that we were also seven uh, additional role models and 12 additional replicators and 38 digital replicators so these were partners that weren't funded in the end um, so, what we did was that we aimed at demonstrating how cultural and natural heritage can emerge as a driver of sustainable development and compet competitiveness uh, by recognition of rural areas as poles of excellence in heritage cap capitalization. Uh, we did this by um, recognizing six uh, systemic innovation areas. So, areas that rural areas can develop through and regenerate, basically. And we said that was pilgrimage, rural food, uh, migration, arts and festivals, uh, resilience, so social resilience against hazards and so on, and um, sustainable landscape management. So, these were like the six innovation pillars that we foresaw in the project and we had three major steps uh, or phases for the project the first one was the kind of knowledge building phase where we extracted good practices from role models so we would um, detect what were the challenges that these role models were facing on beforehand what were their drivers uh, for regeneration and could there have been any potential barriers before they successfully uh, regenerated their territory um, so we really saw that they these areas that were good examples they had had a high level of community participation and they've really taken advantage of any opportunities that they had been given so in the second phase we wanted to use what we learned from the role models to support the replicator territories. So, this was kind of the evidence building phase. Um, we had this contained several different steps. Uh, so, we were really keen, or we thought it was very important that replicators um, in the project would learn. Uh, it would be like a knowledge transfer between the replicators and role models but also in the end to be honest we also saw that the replicators started teaching the role models quite some stuff but we had um, several training workshops uh, where we focused on uh, a knowledge exchange between partners but we also had a knowledge exchange where replicators or role models would go to each other's territories and talk about how they had regenerated and this step also or this phase contained also several steps so we had developed uh, four different uh, workshops uh, sorry before that each replicator and each role model actually established a physical meeting place in their territory called the rural heritage hub where their stakeholders could meet and their, to discuss, and there was a big opening of this rural heritage hub in each territory. So it would be like an event, and from there they had set up four different workshops that we had developed. So focusing on recognizing their heritage, uh, who, what stakeholders would be interested in taking part in this uh, development process. And um, a business model canva, and then um, how and exactly how will we implement these actions. And then there was a launch. And this, um, so Replicators together with their stakeholders basically developed regeneration plans on how to develop their heritage in the best possible way. And um, the same actually happened in the role model territories at a later stage, uh, but at a much smaller scale. So, we, in the end, we actually had 19 of these. And then there was a pretty big uh, part of the project, about one and a half years, that was the implementation of these plans um, for the project. Let me see. And then during the first phase, uh, we had the kind of upscaling phase. Um, and I really invite you to take part in our outcomes because, uh, in the upscaling phase, we have a lot of material that is still uh, open for everyone. And one of the first steps of the upscaling phase was a call for additional replicators. I mentioned them um, in the first slide. We had actually 87 uh, applications from 37 countries, so quite many in the end. And nine of these in the end. Even completed their own regeneration plans and are still within the community um, that we are developing, returning the project into the network. And these additional replicators are still active there, even though they did this without any funding, just pure interest. And then we have a resource ecosystem. And this is what I would really recommend all of you to explore whenever you have the time. Here we have a monitoring platform. That was very uh, much developed for um, for monitoring the, the the development in the replicator and role model territories. And we also have uh, different uh, a decision support system for other territories uh, to explore how what sort of heritage they have and how they can further enhance this for regeneration. So those are some of the tools that you can explore um, on the heritage resource ecosystem that is online and open for everyone. And we've also had some summer schools uh, and some we worked uh, quite a lot of international cooperation. We've had some. Uh, workshops arranged with UNESCO, and we collaborated um, to establish um, closer connections with the EMP countries, so European neighborhood partnership countries. And uh, we also have some um, educational workshops together with UNESCO coming up even in the future together with the project. And here's you can see some of the results we Supported communities developing or um, restoring 39 uh, buildings. We had more than uh, 3,400 citizens involved in our activities. Um, and there were 66 festivals and art exhibitions that were arranged during this project. So you can see that the outcomes were pretty big. e questo è tutto da mio lato penso che ho riuscito a mantenere più o meno nel tempo grazie per l'ascolto grazie, grazie molto bene, m, davvero uh, sembra, abbiamo fatto in modo appunto che questa relazione seguisse la precedente proprio per questo motivo proprio perché nella prima abbiamo visto un patrimonio abbiamo, abbiamo visto le, sue le varie declinazioni e in questa abbiamo visto un modo con cui l'università può contribuire appunto con la ricerca, alla, 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 come posso dire, alla consapevolezza, a diffondere la consapevolezza nelle comunità proprio dell'importanza di queste realtà. Eh, All'interno della. Presentazione, si è parlato di patrimoni tangibili, intangibili, si è, parlato, si è accennato anche alla Convenzione di Faro, quindi tutti elementi che tutto sommato, ripeto, concorrono a questa trattazione, a questo racconto di che stiamo cercando di fare questa mattina. E proprio per questo motivo riprendiamo ancora con il discorso legato a un contributo, eh, vorrei invitare i, i, i relatori successivi, e, e cioè la, 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 la dottoressa. Eh, la dottoressa Maria Laura Cirino e Cinzia Marchesi, proprio della direzione regionale dei musei, perché appunto eh, racconteranno proprio ancora una volta l'importanza de, di questo binomio fra natura e cultura e quindi di questa importanza, ancora una volta, dell'importanza eh, consapevo con dell della consapevolezza nei processi di, di tutela, di salvaguardia, di cura, fondamentalmente di cura dei nostri contesti. Devo chiudere. Anche la slide, non tempo, e ci Grazie Prego. Grazie. Allora dicevo, intanto che partono le slide, non spreco tempo e ci presentiamo immediatamente. Io sono Cinzia Marchesini della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio eh, del Ministero della Cultura. Eh, lavoro a Roma all'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale e, e quindi ci occupiamo di quello che il professore evocava come di patrimonio intangibile. Eh, con mh, questo contributo lo presento assieme alla collega Patrizia Cirino della Direzione Regionale eh, Musei Emilia Romagna. Quello che ci ha eh, unito in questo lavoro eh, è un laboratorio sul paesaggio, sul tema importante per noi antropologi culturali del paesaggio nella sua relazione con il patrimonio culturale. Quindi, abbiamo sondato gli aspetti sociali eh, del paesaggio. L'abbiamo fatto attraverso una modalità operativa, che è eh, quella del laboratorio. Mm, ci ha unito un. Um, Fatto eh, che ha istituito il laboratorio e la nostra collaborazione, eh, che ha visto il Ministero della Cultura dialogare in queste due sue posizioni, l'istituzione centrale e l'istituzione regionale con eh, l'accademia, con l'università, per noi con la scuola di specializzazioni in beni demo-etno-antropologici lo Stato italiano ha due scuole di specializzazione in questa disciplina e sono la scuola di Perugia che è convenzionata con eh, le università della Basilicata, Torino, Firenze e Siena e la scuola di Roma. Nella collaborazione che abbiamo sviluppato a tre eh, il paesaggio è il tema che, che ci ha unito, proprio nei suoi aspetti materiali e immateriali di, e eh, nel ruolo sociale che, che ricopre. Eh, il framework dal quale siamo partiti eh, e che mh, mh, ci permette eh, di guardare alla legislazione nazionale e internazionale è, eh, trova, eh, il suo, avvia il suo perimetro eh, nel codice dei beni culturali, l'articolo 131 come sapete. Parla del paesaggio e ne descrive eh, la sua definizione e, mh, e poi eh, le convenzioni internazionali, la prima del paesaggio, quella del 2000, la convenzione europea, la, eh, le due convenzioni eh, UNESCO, quella sul patrimonio immateriale e quella sul patrimonio eh, mondiale dell'umanità del 72, che ha dato l'avvio. Eh, e ha sancito ehm, la posizione dei paesaggi all'interno di questo grande perimetro del patrimonio culturale e non ultima, che ho visto richiamata anche nelle slide precedenti, che per noi è fondamentale, per noi antropologi culturali, la convenzione di Faro eh, del Consiglio d'Europa. Eh, il processo, le slide che scorrono, raccontano il percorso che noi stiamo, che stiamo portando avanti. Eh, è un percorso eh, dialogico eh, che sonda e indaga i valori del mh, paesaggio come patrimonio culturale e eh, che ha un ampio eh, raggio di azione che eh, si è sviluppato già nei primi mesi del 2022 e che andrà avanti ne, in tutto il prossimo anno. Eh, Fatta questa introduzione lascio la parola alla collega Patrizia Cirino, se vuoi poi vuoi passarmi faccio scorrere io, vuoi passarmi il micro del, sì. così, vai. buongiorno a tutti e a tutte, grazie eh, diciamo alla, ringraziamo l'organizzazione di questa commemorazione, che in realtà non è una commemorazione funebre, ma è un pretesto per poter discutere attori che normalmente fanno fatica magari a incontrarsi e a dialogare, quindi grazie per aver costruito questo contesto facilitante di incontro e speriamo anche di confronto e chissà. Anche di progettazione. Come state vedendo da questo scorrere un po' artigianale delle slide che vi abbiamo preparato, abbiamo deciso di lavorare più su delle suggestioni per farvi un po' capire di che cosa si occupa un funzionario Demoetto, un antropologo all'interno del Ministero e anche quando è, diciamo, lavora in missioni internazionali. In, eh, in territori come avrete immaginato, eh, state vedendo, in territori non proprio di pace, in territori di conflitto. Le immagini che vedete scorrere, eh, in questo caso una è legata proprio all'architettura vernacolare, ma anche all'antropocene, sono state eh, realizzate durante una eh, campagna UNESCO eh, in medio, diciamo, eh, nei territori occupati della Palestina e sono tutte immagini tratte da Hebron che è un territorio abbastanza di conflitto, come altre immagini che invece vedete che sono della dolce Umbria con eh, questo rassicurante eh, territorio lacustre. Eh, di che cosa vogliamo parlare oggi nel breve tempo che abbiamo, che è tiranno, ma che speriamo di riuscire ad essere densi e nello stesso tempo efficaci? Eh, perché una direzione regionale musei, una, un istituto centrale, una scuola di specializzazione si uniscono per riflettere su nodi problematici connessi al tema dei paesaggi culturali e dei musei. Eh, prima la mia collega Cinzia vi ha un po' eh, parlato di tutti quelli sono gli strumenti leg legislativi che in questi ultimi anni ci hanno eh, dato una mano per poter eh, costruire un, una, un nuovo paradigma sul paesaggio culturale. Dall'altro lato ehm, c'è la famosa carta di Siena del 2014 che ehm, ricontestualizza i musei che non sono più avulsi dal territorio e ci ricorda che. Eh, I beni che sono, stati, che sono custoditi e messi in valore nei, nei luoghi di culto, nei luoghi eh, di custodia, di valorizzazione e di salvaguardia che sono i nostri luoghi della cultura hanno a che fare con dei contesti territoriali e soprattutto hanno a che fare, sono immersi in un paesaggio. Eh, non è oggi il giorno di fare una carrellata su che cosa intendiamo per paesaggio, però brevemente eh, quando, quando parliamo di paesaggi culturali parliamo di paesaggi co intesi come spazi di vita e all'interno di quello che è la concezione di uno spazio di vita. Eh, si introduce un tema fondamentale che è il tema del diritto da una parte al patrimonio e al paesaggio. E eh, prima ho visto i colleghi che parlavano di comunità eh, locali, quindi di, com di comunità d'eredità, di comunità patrimoniali, eh, esistono all'interno delle comunità di pratiche e di patrimonio esistono le comunità di paesaggio, con le quali dobbiamo necessariamente entrare in contatto, perché siamo tutti immersi in questo scape, eh, siamo tutti dentro un paesaggio e dobbiamo trovare delle forme di gestione, non soltanto dei piani di gestione eh, all'interno di processi di candidatura, ma piani di gestione, di valorizzazione e di salvaguardia attiva. È per noi molto importante riuscire a eh, poter costruire delle alleanze e degli accordi con le comunità, che appunto Faro ci viene incontro, ma prima di Faro ci viene incontro diciamo, eh, il buonsenso, che le abitano e che hanno diritto di parola e che sono eh, i nostri testimoni, non soltanto viventi, ma sono i testimoni a cui noi passeremo diciamo, il ruolo, il senso di responsabilità civile. E dentro al nostro concetto di salvaguardia attiva del patrimonio è chiaro che uno dei temi più eh, fondamentali è quello connesso all'educazione, all'educazione al paesaggio, al patrimonio come diritto alla cittadinanza, è il paesaggio, abbiamo detto prima e concludo, che è uno spazio di vita ma in realtà è anche uno spazio di democrazia, è uno spazio in cui si può... Esercitare la democrazia. Il paesaggio deve diventare un luogo ideale ma anche concreto di inclusività e deve essere anche accessibile. Se tu vuoi aggiungere qualcos'altro, poi se ci sono delle domande spero che vi abbiamo. <ride> abbiamo lo... cercato di restare nei tempi Ma voi avete altri 5 minuti vi lascio volentieri okay. perché l'argomento credo che sia strategico in questa mattinata okay. allora, grazie professore Allora, eh, mh, volevo soltanto sottolineare come quello che eh, lo vedete da, dalle slide che abbiamo mandato la, I concetti che maggiormente ci hanno interessato soprattutto a livello di interazione con la pianificazione, che è un elemento fondamentale per il nostro Ministero della Cultura rispetto al paesaggio, eh, sancito dal Codice dei Beni Culturali, sancito dalla Convenzione europea sul paesaggio, per noi è stato importante cercare di indagare la semantica che per noi è mobile e plurale, tornando al tema del vincolo a cui facevate riferimento prima. Eh, leggere il paesaggio in una maniera mobile e plurale significa riuscire ad entrare all'interno di quella interrelazione che è il tema eh, del, eh, del panel di oggi. Fra eh, esseri, umani, ess esseri umani e varie nature, come in questa relazione, in questo spazio di interrelazione, si costruisce il paesaggio, che è un paesaggio soggettivo, ma è un paesaggio anche collettivo. E nella collettività della rappresentazione di questo paesaggio entra la pianificazione, come unico strumento che il Ministero della Cultura ha. Eh, per ehm, gestire, proteggere, tutelare eh, e interpretare le esigenze costanti, eh, continue di un paesaggio che è in mutamento, essendo un concetto ehm, non naturale ma culturale, eh, definito da eh, coloro che abitano quello spazio e coloro che quello spazio lo gestiscono. Eh, pertanto i temi sui quali ci siamo concentrati sono stati la questione dell'eredità immateriale, come l'immateriale riesce, il concetto di patrimonio immateriale riesce a... Uh, un minuto, <ride> riesce a portare il suo contributo rispetto alla pianificazione, come i musei possono essere custodi e luoghi di dialogo all'interno della pianificazione e suscitare anche nella pianificazione momenti ehm, di dialogo, di discussione e, e essere contenitori di questo processo coevolutivo come ci ha insegnato Magnaghi e interpretare all'interno del paesaggio, oltre ai processi coevolutivi e ai suoi valori, anche una responsabilità etica rispetto a questo spazio eh, culturale che è l'interrelazione fra gli esseri umani e gli ambienti naturali. Eh, per questo, dico solo l'ultima parola, abbiamo potuto eh, svolgere un'attività di educazione al patrimonio che continuerà anche nel 2023. Eh, adesso aggrediremo il tema dei paesaggi paesaggi sonori, un tema molto caro all'antropologia culturale, lavoreremo su, e questo ci interessa molto, il nuovo articolo 9 della Costituzione che cambia un po' la prospettiva del paesaggio basta. Grazie professore niente, ho concluso riferendomi al nuovo articolo 9 della Costituzione che rispetto al paesaggio eh, ci dà delle sollecitazioni nuove. Okay, perdonatemi perché io sono un po in, sempre un po' indisciplinato nel senso che <ride> Ecco, quindi ma mi fa, sono contento. Infatti, so che non, non sempre il fatto che io sia indisciplinato, però io insomma, sono un po' così. No, eh, per due motivi: uno perché vivo con gente che lavora nei musei. Mia moglie lavora al MIC. Quindi so esattamente che cosa, qual è la realtà di un museo e, soprattutto, quella che è la visione nuova che, che ci deve essere dei musei sono socio di Comperato quindi, eh, vero, sì. quindi siamo, siamo, giochiamo in casa cioè in questo fatto che comunque il museo non è quell'oggetto solo dove ci sono dei, delle, dei manufatti da andare a visitare ma è una realtà dinamica che si muove e questo fondamentalmente ritorna sul, ancora una volta sul concetto che dobbiamo cambiare il paradigma cioè dobbiamo incominciare ad educare le persone e questo fond, secondo me è fondamentale è il put, una volta il ministero dei beni culturali, eccetera. Era, il Ministero era assieme al Ministero dell'Educazione e non era un caso, non, non, non c'è nessuna forma di nostalgia in tutto questo, però mi sembrava tutto sommato che aver unito l'educazione a quello che era la gestione della tutela e anche del paesaggio, perché comunque i, i primi diciamo, atti di tutela, Escono, da, uscivano da, da un luogo in cui si educavano le persone. Ecco, io ricredo, credo che si debba ritornare a questo, far, come ho detto prima, fare in modo che proprio i cittadini sentano e soprattutto noi si impari a capire, eh, che è la, forse la cosa più difficile, che davvero siamo in una realtà di coevoluzione. Mi è piaciuto il fatto di tirar fuori questa parola coevolutivo, perché anche da noi, che mi occupo di restauro, anzi di conservazione, ehm, Ecco, la usiamo molto, nel senso che il concetto di coevoluzione ha veramente spaginato tutti i nostri vecchi sistemi e modi di fare eh, e di avvicinarsi al patrimonio. Ed è difficile anche comunicarlo agli studenti perché comunque l'immagine che la gente ha, intanto voi siete l'intendenza alle belle arti, che non ho ancora mai capito <ride> come si va Quindi c'è un inter... Però insomma ritorna un po' in tutto questo, cioè è davvero l'educazione. Grazie, Grazie comunque. E quindi rimanendo all'interno di queste logiche della didattica, chiamerei la, la dottoressa Borghi, Beatrice Borghi, del Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio, che quindi tutto sommato ritorna ancora su questo, su questo argomento. Quindi mi va benissimo questa, questa narrazione che continuiamo a fare. Eh, il patrimonio appartiene a tutti e dobbiamo insegnare alle persone che appartiene a tutti.

Ah, bellissimo Bene. Eh, grazie professore, buongiorno a tutte e a tutti, io sono Beatrice Borghi, sono una medievista, una storica del Medioevo e mi occupo di eh, didattica della storia e didattica del eh, patrimonio. Quindi grazie per questa occasione di confronto e eh, avevo piacere di condividere con voi alcune delle esperienze che da circa 25 anni si svolgono all'interno del mio dipartimento che è il Dipartimento di Scienze dell'Educazione in merito ai temi dell'educazione a patrimonio per una educazione alla cittadinanza attiva. Il centro di cui attualmente sono referente scientifico è il Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio eh, che nasce e eh, ha anche una storia abbastanza diciamo, consolidata nel senso che nasce eh, all'interno del Dipartimento di Storia come un'associazione volontaria in dialogo tra docenti e studenti che poi si è andata a istituzionalizzare attraverso una serie di iniziative nel 2008. E... Il, diciamo un po' la visione, la filosofia di quello che potrebbe essere l'educazione al patrimonio, l'educazione a cittadinanza attiva, secondo noi parte diciamo, dalla necessità che in questi anni si è maggiormente consolidata, direi rinsaldata, di creare una rete, di un'alleanza con tutto il territorio, che parta diciamo, dalla, dall'Ateneo, dall'università, ma che coinvolga in primis come attori protagonisti ed attivi le scuole e tutto il territorio come potete vedere è una slide che un po' ripercorre il percorso la traiettoria, la via insomma il viaggio che parte dal, dal dipartimento ma che vede connessi le agenzie dalla, dagli archivi alle biblioteche ehm, a tutte le realtà del, del patrimonio fino a arrivare ovviamente a progettualità che coinvolgono e mettono insieme nella costruzione della conoscenza storica eh, e di quello che mh, intendiamo come patrimonio, cioè quanto la storia, quando la storia incontra il presente, genera il suo patrimonio. Patrimonio culturale indubbiamente identificato come l'eterogeneo e multiforme insieme di lascite e risorse che si sono sedimentate, che continuamente si ridefiniscono nel, nel tempo e che appunto hanno sedimentato quei beni, quei valori e quei aspetti che le comunità poi hanno condiviso e di fatto poi hanno rigenerato nel tempo educare al patrimonio significa inserirsi anche pienamente all'interno del grande eh, diciamo, eh, quadro concettuale, organizzatore concettuale che sono le indicazioni nazionali e, ed è parte integrante proprio di quel curriculum che vede pregnante le competenze chiave di educazione alla cittadinanza ma ancor più lavorando con le scuole e promuovendo attività di conoscenza del territorio, ma per noi fondamentale per poter sviluppare l'aspetto dell'acquisizione della responsabilità, il patrimonio diventa, diciamo appunto, quel quadro fondamentale, quella casa comune sotto il quale costruire una nuova identità. Noi conosciamo molto bene, ovviamente, quali sono le, gli elementi che lo contraddistinguono. Mi piace sottolineare quanto, in una parte e in un aspetto fortemente ancorato all'educazione, esso sia interdisciplinare, globale, plurisemico, dinamico. Può essere accettato, rifiutato. Molte sono le ricerche che stiamo conducendo attualmente sul patrimonio dissonante. Può essere rivissuto da ogni generazione. Quindi, un po' la domanda che è trainante di oltre vent'anni di esperienze riguarda chi sono io e chi siamo noi e come attraverso la conoscenza del patrimonio noi possiamo in qualche modo andare a scrivere, ad incrementare quella biografia culturale che è l'interpretazione personale dell'eredità del passato attraverso quell'osservazione di quelle tracce, di quelle fonti che ci sono appunto lasciate, del quale abbiamo doverosamente, ovviamente eh, la necessità e l'obbligo doverosamente di lasciarne il testimone alle generazioni future. In tale proposito, diciamo, il primo progetto che è nato vent'anni fa sono proprio le radici per volare, che riprende un antico detto canadese che si dice come appunto i genitori devono lasciare quelle radici, quei semi che un giorno diventeranno tronchi, ma che permetteranno appunto di dare quei fondamenti per poter eh, per poter volare. E a ogni scuola proponiamo ogni anno del, del, dei volti del nostro territorio, dei volti del patrimonio. Che possono essere indagati, conosciuti certamente attraverso questo legame, questa rete continua tra l'università e il territorio, il mettere insieme le realtà museali, insieme agli archivi, come dicevo precedentemente, insieme alle biblioteche per creare questa rete che poi si sostanzia in una delle, delle, diciamo, delle attività per noi fondamentali, cioè in realtà durante l'anno scolastico, creare occasioni perché eh, si possa esercitare la politica cioè nel vero senso più alto di prendersi cura del bene comune. Qui siamo nella sala consigliare del Comune di Bologna, ma le abbiamo svolte per tantissimi anni anche presso le sale consigliari della città metropolitana dove i ragazzi di ogni ordine e grado, anche i nostri studenti universitari che hanno indagato quel bene, eh, avanzano proposte di miglioramento rispetto al bene che hanno studiato, quindi anche una prospettiva di una città e di un territorio vissuto dai ragazzi che è sicuramente diverso rispetto agli adulti e dopo quella conoscenza propongono e presentano le loro ricerche ma avanzano proposte di miglioramento rispetto al bene che hanno studiato. In quel caso c'è appunto l'assunzione di responsabilità e, in quanto università, andiamo a, eh, in qualche modo a valutare come di fronte agli amministratori questa loro visione, questo diciamo, loro punto di vista possa essere poi eh, preso e ripreso e portato avanti. Dunque, al termine di ogni Parlamento degli Studenti, eh, gli studenti stessi ricevono un attestato, che non è soltanto un attestato di partecipazione, ma è un momento nel quale vengono investiti in qualità di tutori del bene che hanno studiato e dunque se ne eh, conoscono, diventano se ne appropriano, ovviamente lo sentono loro perché fanno parte della loro storia ma anche la necessità della cura e della stessa valorizzazione forse in un auspicio che quei beni che hanno studiato probabilmente non li andranno a imbrattare e quindi proprio perché faranno parte diciamo della loro storia ma della loro oh, quotidianità questo è un momento, siamo nell'aula ma Grazie. Del... Del, del, no, dell'Alma Mater, siamo nell'Aula Santa Lucia e questo è un altro momento di condivisione con, tutta, con tutte, non solo la realtà scolastica, ma eh, in questi momenti vengono coinvolte anche la cittadinanza. Quindi è un momento in cui eh, si condividono le esperienze degli studenti che spesso sappiamo, per chi insegna, rimangono quei progetti all'interno del contesto scolastico, ma la necessità di diffonderli, di creare quella conoscenza e di condividerla in un Appunto di Public History el, con tutta la cittadinanza. E tra le varie attività, per noi, risulta anche molto importante rievocare. Eh, dei gesti che la storia ci ha lasciato. In fondo lo sappiamo che dietro ogni patrimonio tangibile, intangibile, eh, materiali, materiali, c'è sempre un gesto che ha prodotto quel, quel patrimonio. Dunque lì si, e si inserisce quell'intelligenza emozionale, quella capacità di entrare, di immedesimarsi in quel lontano passato che così facendo, riprendendo quei gesti diventa estremamente attuale e può appunto orientarci nelle scelte future. Questa è una rievocazione di antico gesto che si risale al 1677 quando una comunità quel noi, qualsiasi persona, uomini, donne, bambini di qualsiasi condizione sociale, si misero insieme una fianco all'altro e si passarono quel materiale da costruzione che negli anni portò alla costruzione del portico di San Luca. Da vent'anni, quest'anno sono appunto vent'anni, rievochiamo, proprio riprendendo quel gesto, ancora oggi rievochiamo con oltre 3.500 bambini e cittadini quell'antico gesto. E questi sono alcuni momenti che... Eh, eh, che vedono, ecco, questo era diciamo, il passaggio eh, quest'anno, eh, molte volte sono, sono quelle pietre, molte volte sono le bandiere del mondo, ogni anno cambiamo diciamo, quel materiale che peraltro viene esposto e rimane a memoria all'interno del refettorio della Basilica di San Luca. Come vedete sono, è tutta la cittadinanza che è coinvolta, ma tanto quanto posso fare una rievocazione storica pensando al passamano per San Luca, posso fare anche tanti altri passamani, cioè gesti di solidarietà per rievocare o per supportare anche momenti particolari che la città vive. In questo caso siamo sotto il portico di Santo Stefano e in questo caso è stata un'attività di educazione al patrimonio che ha coinvolto tutte le scuole di ogni ordine e grado nel momento stesso in cui quel complesso monumentale, che è il complesso meglio conosciuto come le sette chiese, stava attraversando un momento particolare. Diciamo, Particolarmente delicato da parte della sua stessa salvaguardia. Quindi anche in questo caso sono stati passati, come potete vedere, delle riproduzioni di alcune eh, parti del patrimonio all'interno del complesso di Santo Stefano e poi i ragazzi per quel due weekend complessivi eh, dell'iniziativa sono state guide per la città. Rientrando anche questa iniziativa all'interno del cartellone delle iniziative culturali eh, di. Eh del comune di Bologna. Questo diciamo, progetto di rievocazione storica, del progetto delle radici per volare confluisce nel progetto culturale della festa internazionale della storia, cioè un grande cappello che raccoglie e vuole mettere insieme in dialogo studenti, istituti, istituzioni dai comuni, archivi come ricordavo precedentemente, relatori rispetto diciamo, ad alcune tematiche. Quest'anno era un può ripensare la storia, cose come apprenderne tra lasciti, moniti e strumentalizzazioni, cioè il fatto di creare momenti in cui eh, le scuole, lavorando durante l'anno, possono esibire i luoghi della cultura straordinari che vengono anche aperti e condivisi dalla cittadinanza in un particolare momento, sto parlando di ottobre, ma in qualche modo ci sono passi indietro perché le iniziative partono a settembre e si concluderanno per l'appunto il 9 di dicembre di creare un momento Appunto di quella biografia culturale di quell'intelligenza emozionale e di condivisione col pubblico, dove eh, in qualche modo non si è passivamente spettatori, ma si lavora durante l'anno per poter essere veramente protagonisti del sapere della conoscenza storica. Quindi, è una costruzione del patrimonio dal basso attraverso un percorso assolutamente democratico: un luogo eh, e tutti i luoghi del patrimonio come luoghi di conoscenza. Eh, questi sono alcuni momenti che mi permettono solo a immagine che voi vedete di sottolineare come ogni aspetto del patrimonio venga indagato anche con discipline e linguaggi diversi perché tutto intorno a noi è un patrimonio che fa musica, che fa sport, che fa storia, che fa letteratura ovviamente, che fa teatro e dunque all'interno del centro infatti la caratteristica è proprio il dialogo anche con altri dipartimenti tra cui architettura, tra cui il dipartimento di ingegneria, il dipartimento di storia e anche tanti altri. Questi sono alcuni dati e alcuni numeri che, ma che fanno vedere, credo, possono dare un po' una sintesi di un lavoro, di una costruzione, di una rete eh, di soggetti e davvero, davvero straordinari di coinvolgimento. A noi piace sempre ricordare, poi vado verso le conclusioni, che non è un festival, cioè non è una rassegna di eventi spesso organizzati dall'esterno, un tocco e fuggi di una spot, di una didattica spot, ma è un lavoro che si costruisce ed è una festa, che significa che ovviamente non dipende da un finanziamento, ma perché la festa ci sarà sempre, perché nasce già in una progettazione condivisa con tutti. Il territorio. Quindi drammatizzazioni, momenti appunto importanti. Per noi diventa anche molto importante: dei momenti che vanno a richiamare come la storia può essere, ahimè, fortemente strumentalizzata. E lo sappiamo molto bene: quanto è importante riconsiderarla come un faro dell'umanità. E quindi un legame che ci ha tenuto molto stretta fino alla sua scomparsa, ma un lascito enorme con lo storico medievista eh, Jacques Le In quel concetto che prima è stato anche ricordato dell'accessibilità della conoscenza storica e della diffusione della conoscenza storica. È un modello, se posso utilizzare questo termine, che poi è stato esportato e diventato tante realtà del territorio. Quindi a Castel San Pietro Terme c'è una festa della storia, c'è un lavoro continuo e costante con gli istituti, in particolare con l'istituto alberghiero, ma ce n'è ovviamente coniugata con il contesto culturale e storico delle varie città, fino ad arrivare da Parma, Castel San Pietro Tema, Civite Vecchia, ma oltre Alpe, fino ad arrivare in Spagna, fino ad arrivare a Siviglia, Caor, Perigò, in Francia, ma anche da due anni un'edizione interessantissima a Buenos Aires, in Argentina. E questi sono solo alcuni dei progetti europei che ci vedono coinvolti, quindi anche costruzione di grandi repositori di fonti digitali, quindi strumenti per l'insegnamento della didattica e della storia, ma come appunto, Potete vedere anche esperienze legate fortemente eh, con l'intelligenza eh, territoriale ed, ed, ed emozionale. E poi, anche una collana in cui eh, tentiamo, appunto, di, e qui appunto termino, di eh, raccogliere e eh, promuovere la diffusione. Quindi, al centro, l'università con la sua straordinaria rete, e poi, ovviamente, il territorio in un'ottica di educazione alla cittadinanza attiva. Eh, questa è la nostra città, è un po' un, come dire quello che posso vedere rispetto a un territorio e a quei beni patrimoni dell'umanità ma è un po' come prendere una lente di ingrandimento e entrare dentro a quel, a quel tessuto, entrare dentro diciamo, a, quel, a quel cuore, a quei sentimenti dietro al quale quel patrimonio si è costruito attraverso la Comunità e in fondo penso che, dal punto di vista dell'educazione al patrimonio, il patrimonio culturale è una pietra, potremmo dire, filosofale dell'educazione perché qualsiasi cosa che tocca è ovviamente una linea di lavoro tanto intensa quanto affascinante, molto bella. E quindi, l'educazione al patrimonio è un po' quell'alchimia transdisciplinare che lo rende possibile. E quindi, insomma, ehm, credo e spero che queste occasioni di confronto possano essere anche. Diciamo, momenti per poter arricchire i cantieri di cittadinanza. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Ringrazio tantissimo finora tutti i relatori che sono stati nei tempi, in particolare la dottoressa. Anche perché mentre lei parlava mi è venuto in mente di una esperienza che risale al 1948, quando Margherita Zebeli. Eh, questa figura particolare che arriva a Rimini e in una città diciamo, distrutta dalla guerra con delle baracche dell'esercito costruisce un luogo per i bambini, un luogo dei bambini sui ruderi dell'anfiteatro romano. E la cosa incredibile di quegli anni era proprio che Margherita, io ho lavorato moltissimo con loro, pur non avendo mandato i figli all'asilo svizzero, Margherita aveva ehm, educato, i ragazzi a presentare l'anfiteatro, a raccontare l'anfiteatro. Quindi questi bambini che già negli anni 50, eh, ho parlato appunto con persone che avevano fatto il CES in quegli anni, raccontavano no, la storia di un, di un luogo antico che però era diventato, e questa è la cosa incredibile, parte integrante di un, ehm, di un luogo di educazione. Cioè, a volte c'è stata una grande polemica ultimamente no, in cui si voleva tirare fuori l'anfiteatro romano. Io mi occupo fondamentalmente di restauro archeologico, mi sono assolutamente schierato invece nel confronto tra coloro che dicono: no, questo luogo è diventato così complesso perché racconta di storie diverse, di momenti diversi, di educazione, che è un unicum. Che è un unicum. Quindi mi ha fatto particolarmente piacere questa, questa sua comunicazione, che insomma. Poi dopo ci parliamo anche dopo. Chiedo scusa per il telefono, ma avevo, avevo acceso per accendere la, tele, la, la telecamera. Quindi, vabbè. E, e, inviterei adesso eh, la, la, la collega da Alessandro. Mi sembra che sia... Tolgo solo la

Antonio Buscarini, unesco, via Vianello. Convegno Cesena, Biosfera, Giardini Ledda. Luigi, ce l'hai per caso nella tua presentazione? Paolo Muscaroli, presentazione di Carlione, unesco. Se... Io ho mandato... Ce l'hai? Ho mandato tutto, però, sì. Tu ce l'hai adesso una chiavetta. Se no faccio a lui, se Sennò... no... Chiedo scusa, scusa ma non troviamo la, la relazione. Martina l'ha trovata? Sì. E come vi dicevo ci sarà un'alternanza, un abbiamo sentito appunto il mondo della tutela, il mondo della ricerca, adesso ci saranno un paio di relazioni proprio invece di persone che pur collaborando, collaborano come docenti, da tanto tempo si sono formati nella nostra facoltà e ora scuola, ma che sono usciti nel mondo della professione e quindi racconteranno alcune loro esperienze proprio che vedono il lavoro sul paesaggio e per il paesaggio come uno degli elementi fondamentali del proprio lavoro. Martina, a te. Buongiorno a tutti, mi unisco ai ringraziamenti per l'ideazione e l'organizzazione di questa giornata. E sono Martina D'Alessandro, professora a contratto in composizione architettonica presso il Dipartimento di Architettura e Architetto. E condivido oggi un'esperienza di natura operativa sul paesaggio presentando un caso studio cioè un progetto per la riqualificazione paesaggistica e architettonica di un sistema rurale eh, e storico in Puglia e attraverso questa appunto, condivisione di questa esperienza il contributo eh, testimonia l'importanza dell'attività di conoscenza, di, di cura, di conservazione e valorizzazione come azioni fondamentali per custodire, tramandare alle... Uh, generazioni future lo straordinario patrimonio uh, del paese. Un patrimonio fatto non solo di siti di eccezionale valore e singolarità, ma anche di un sistema di segni, sistemi diffusi che contribuiscono in modo capillare al riconoscimento e all'evoluzione di tutti quei processi naturali e antropici che caratterizzano il nostro uh, patrimonio naturale e culturale. Secondo infatti quanto è stato definito dalla Convenzione europea del paesaggio, il paesaggio è un patrimonio diffuso che comprende aree urbane, agricole, eh, siti di eccezionale singolarità, ma anche territori della vita quotidiana. E in questo contesto il paesaggio naturale, eh, rurale, è eh, paradigmatico eh, dell'intreccio di tutte quelle relazioni che nutre il paesaggio quotidiano, in cui il rapporto tra la natura, l'uomo e la cultura costituiscono una sintesi significativa. Il paesaggio mediterraneo, e in particolare quello pugliese, disegnato dall'uomo ai fini produttivi della terra, esprime in modo chiaro, in modo esemplificativo, il concetto di ehm, palinsesto e il legame tra il luogo, la storia e l'uomo. Il, il, il paesaggio, infatti, non è costituito soltanto da eh, suoli coltivati o una sommatoria di fabbricati rurali ad esso annessi, ma è intriso di significati arcaici molto profondi e radicati che costruiscono appunto l'identità del paesaggio. Spesso il paesaggio pugliese, così come in generale quello mediterraneo, è stato definito il paesaggio del lavoro. Quindi il, il paesaggio nato dalla trasformazione della terra eh, da parte dell'uomo per scopi produttivi. Eh, il concetto implicito di questa definizione, che quindi ben sancisce l'unione e il legame tra eh, paesaggio uomo e segno, si invera negli elementi costitutivi del paesaggio. E il paesaggio rurale infatti è un caleidoscopio eh, costituito di vigneti, di oliveti che ricamano. Il paesaggio attraverso una, un sistema di segni, di punti, di linee, in un disegno unitario, diffuso sulla gran parte del territorio rurale pugliese e sempre cangiante. E il rapporto intercorso tra uomo, agricoltura e allevamento ha delineato un aspetto mm, molto preciso di organizzazione dell'ambiente e della costruzione del paesaggio. L'ipotesi fondamentale di, di questo contributo e di, del progetto che presento è che il paesaggio sia una struttura complessa, articolata, una superficie attiva e viva che sia in grado di conservare ma allo stesso tempo di promuovere tutti i processi di trasformazione. E l'idea di paesaggio come palinsesto pone al centro della questione il tema della modificazione, quindi del progetto, dell'azione sul, sul, sul contesto, sul paesaggio, inteso come un processo di continua scrittura e di continua narrazione. Disegnare il paesaggio significa quindi progettare il sistema di relazioni che unisce segni esistenti e nuovi segni. E il caso studio che vi presento racconta proprio il progetto della riqualificazione paesaggistica e architettonica di un grande insediamento rurale che è mh, inserito e ubicato sulla costa ionica pugliese nel comune di Maruggio, nella provincia di Taranto. Il sistema insediativo è costituito da un manufatto principale, posto al centro diciamo, di, questo, di questo grande sistema e da una rete di otto piccole costruzioni in pietra secco. Il progetto, di cui queste immagini che scorrono rappresentano una selezione di, di viste aeree generali che danno l'immagine complessiva del, dell'intervento, interpreta il paesaggio come un sistema in fieri in costruzione, in cui l'azione progettuale ha il compito di eh, conoscere il luogo inter interpretandolo attraverso il progetto di architettura. Grazie ad una pianta geometrica eh, risalente al 1742 è stato possibile individuare tutti gli elementi costruttivi costitutivi storici ancora presenti e anche altri appena percepibili ad oggi. E, e si nota appunto come questo sistema eh, sia costituito da una, una serie di elementi e di spazialità diverse. Ad esempio vediamo il palmetto ora scomparso, le, case, le piccole case per i contadini che lavoravano e vivevano in questo insediamento, un terzo edificio nel limite ovest eh, del, dell'insediamento, forse un forno, altri giardini che appunto costituiscono il limite occidentale dell'area e eh, un'aia di pietra dove veniva appunto battuto il grano durante la raccolta e una piccola cappella votiva che come vedremo sono ancora esistenti. Attraverso le parole di Brani possiamo dire che il paesaggio rurale mediterraneo, in particolare quello pugliese, è un paesaggio di pietra. La pietra affiora dal suolo, disegna il territorio agricolo eh, con una geometria molto fitta e, e, e capillarmente distribuita di, di muri e costruisce anche i ripari per l'uomo. L'architettura vernacolare, costruita quindi in pietra secco, vede nelle architetture spontanee... Il paradigma più emblematico e identitario di questo paesaggio rurale. Sono infatti sistemi insediativi puntiformi che, ora nascosti all'ombra di un uliveto, o ora, invece, imbrigliati nelle geometrie lineari dei vigneti, costellano il paesaggio attraverso quindi una successione, anche una stratificazione di pietre che emerge dalla terra. Come fossero dei cumuli che modellano artificialmente l'orografia e l'architettura del paesaggio. E lo spazio agricolo, soprattutto quando di piccole dimensioni, ha il carattere di un giardino, eh, non proiettato quindi unicamente alla produzione dei viveri per la sussistenza del nucleo familiare, ma anche e soprattutto eh, alla definizione di un luogo naturale di bellezza. La storia di questo edificio è dinamica, eh, cangiante, proprio come l'edificio stesso, ed è una storia di utilizzo, di, di abbandono e di nuovo utilizzo. L'architettura in pietra è un patrimonio che è diventato collettivo ed è parte ormai della memoria del luogo. E pur costituendo allo stato attuale uno dei richiami fondamentali, più importanti, più celebri del, del turismo regionale, questo patrimonio versa oggi in uno stato in molti casi di eh, obsolescenza, di degrado eh, a causa dell'abbandono e in altri casi eh, in virtù di interventi diciamo, di, di recuperi e di usi impropri di queste strutture, con una conseguente distruzione o comunque compromissione dei caratteri dell'architettura del paesaggio. Il progetto che è stato elaborato eh, riqualifica appunto tutto questo sistema e fonda il proprio significato, le proprie matrici eh, fondanti nella relazione tra architettura, paesaggio e agricoltura. L'obiettivo del progetto, finanziato eh, attraverso iniziativa privata, è stato quello di raccontare il paesaggio salentino come sintesi di cultura, eh, storia e luogo. Il progetto quindi definisce una serie di, di livelli, un sistema di livelli di racconto di questo, di questo paesaggio. Innanzitutto il racconto della storia del luogo. Eh, questo è un luogo antico che si inserisce in una storia più ampia che è quella dell'agricoltura e della tradizione delle masserie pugliesi. Ovviamente il racconto della storia di, della viticoltura del, di questo territorio celebre appunto per la produzione del primitivo e il racconto del paesaggio in generale fatto di una ricca biodiversità riconosciuta, conservata e valorizzata attraverso il progetto. L'intervento eh, propone un progetto complessivo che definisce una sintesi inedita tra un giardino mediterraneo naturale, un parco agricolo e produttivo e un progetto architettonico per la, 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 la riqualificazione di tutti i nuclei. Eh, rurali che eh, si diffondono all'interno di questo insediamento. L'intero sistema paesaggistico sottolinea la doppia anima del territorio che è quindi agricoltura a sistema di un paesaggio naturale e a questo scopo è stato definito un sistema integrato nel progetto che è stato concepito secondo una rete di aree e percorsi di interesse paesaggistico e una serie di aree agricole con vigneti. Il paesaggio è stato definito da due elementi, quindi da un lato il vigneto che si estende a perdita d'occhio eh, con un disegno geometrico molto rigido e ben riconoscibile, definito da un orientamento rigidamente nord-sud che asseconda sostanzialmente i venti prevalenti dell'area. E dall'altro un giardino naturale, o meglio, un sistema, una rete di giardini naturali che eh, caratterizza, eh, diciamo, le, la spazialità esterna eh, e una scala differente nel lavoro sul, sul paesaggio attraverso un, una rete appunto di, di luoghi dello stare eh, attorno agli elementi principali di, questi, di questo insediamento. Il riferimento visivo. È un manufatto, il manufatto architettonico principale che è posizionato su un belvedere naturale e da cui è possibile eh, diciamo godere del, del paesaggio circostante in tutta la sua interezza e complessità. E il progetto, quindi, prevede, da un punto di vista architettonico, il riuso e il recupero di tutti i manufatti presenti nel sito, che sintetizzano quindi l'identità architettonica e paesaggistica locale, a partire dalla piccola chiesa votiva restaurata così come l'edificio dedicato al, al, all'allevamento degli ovini concludo se parte il video non parte forse è in una cartella tu l'hai trovato in una cartella concludo con un video molto rapido che sintetizza attraverso delle immagini ecco quello lì Eh, sì, sì, ma va benissimo tanto sono proprio alcune immagini generali che danno l'idea della, della complessità dell'intervento di questo doppio registro di doppio layer tra un'architettura un del paesaggio agricola e una, di questo giardino mediterraneo che appunto ehm, riprendendo appunto le parole della, della convenzione sul paesaggio che appunto valorizza anche i siti capillarmente diffusi nel territorio che esprimono appunto le opere dell'uomo coniugate all'uomo e alla natura, il, pro il progetto di questo paesaggio individua un, un modo di abitare lo spazio, il paesaggio e nuove modalità di interpretazione e di lettura degli elementi che lo caratterizzano. Penso che sia praticamente finito. Eh. Sostanzialmente finito. Sì. Grazie grazie professoressa D'Alessandra, grazie Martina. Sì, eh, sono bellissime queste immagini perché ci raccontano di una terra splendida, la Puglia, dove io non avrei voluto più tornare perché ci ha fatto il militare, quindi avevo detto che non ci sarei più voluto tornare. Poi ho sposato una pugliese e quindi ovviamente tutti gli anni ci torno ben volentieri. E anche questa visione, anche in questo modo, un po' devo dire con un po' di nostalgia, perché io Martina l'ho vista che era ancora studentessa, quindi tutto sommato dimostra che sono, non sono così giovane, un po' age. Però secondo me è interessante anche questo sguardo in una giornata come questa, cioè che fa vedere appunto come tutto sommato anche le nostre azioni, i nostri segni necessariamente tocchino le nostre realtà. Non possiamo sottrarci al mutamento, non possiamo sottrarci alla modifica. L'uomo ha sempre modificato, fondamentalmente rimane la consapevolezza. Ognuno di noi deve avere consapevolezza di quello che sta facendo. Invito adesso la collega Cipriani, eh, Maria Luisa Cipriani, che anch'essa lavora come paesaggista, ma insegna anche nel nostra, nella nostra scuola. Applausi adesso bloccarlo, però Martina sarei contento... Perché... Purtroppo questo qui non si blocca, quindi lo mettiamo di qua. chiudi l'occhio Ah, non si riesce a chiudere. Allora, adesso dobbiamo tornare alle cartelle. Io. capire come si andano avanti. Cioè È pazzesca questa roba, non si chiude. Non eh? <ride> si chiude mica. Adesso andiamo cioè, mettendoci Con, sopra. Quei il puntini? Eh? Quei puntini lì? Quei puntini lì? Allì. Guarda se si dice chiude fine presentazione, guarda. No, grazie, grazie Luigi. Questo aiuto alle persone anziane, Dio te ne renderà merito. Allora, adesso cerchiamo qua. Non è questo, ovviamente, io odio quest non è questa situazione. Se qua c'è anche la situazione, perché non mi sono trovato... Tu eh? Mentre tu cerchi? Tu parla, Posso nel sta attento. Sì, sì. Intrattengo mentre il professor Rogelini va a caccia del mio, della mia presentazione. Buongiorno, eh, eh, mi fa molto piacere di essere qui. A... Non si sente, però non, si. non si sente. anzi la voce. Come, Come si sente? È. Sì, è un Questo questo, così va? Sì. Ecco, eh, buongiorno, eh, sono molto contenta di essere qui a fare questa breve presentazione. Che in realtà non parla né di me né del mio lavoro, ma parla invece di un po' alcune considerazioni che sono nate quando sono stata quando ho visto questa colla e ho deciso di candidarmi. E mi ha molto suggestionato quando ho visto questa giornata dedicata a questo asset culturale di rappresentazione di valore. Tra quello che è valori naturali e valori culturali. Eh, mi, ha, mi ha sollecitato perché arrivavo da una lettura che mi era piaciuta molto, che era Il Paesaggio è un mostro di Annalisa Metta, e che in realtà ehm, ho molto apprezzato, perché in realtà eh, è una narrazione eh, che eh, mette in evidenza un po' quello che è ehm, la modalità con cui i nostri, nel, nei luoghi contemporanei in realtà natura e, e cultura non sono più espressioni in qualche modo presenti nella loro purezza. Soprattutto il paesaggio naturale inteso come entità effettivamente presente, rappresentante, una, eh, una costruzione fisica di quello che si può chiamare solo espressione della natura, nella, nella nostra, eh, nel nostro territorio contemporaneo eh, di eh, un mondo popolato da 8 miliardi di persone che esistono e insistono sulla Terra ormai da, da, da svariati secoli, probabilmente... Io Andrea ho un problema, non so andare avanti con questa cosa. Okay. Ehm, vado qua. Ehm, probabilmente non è più così vero. Eh, è vero che esiste, eh, esistono dei luoghi che sono luoghi ibridi, luoghi contaminati, luoghi, luoghi che sono in realtà frutto di uno scambio recente o antico dell'interazione tra natura e eh, cultura. Ed è vero che esiste... Eh, la natura non tanto come manifestazione di un oggetto che possiamo definire naturale, ma piuttosto come processo. Quello che esiste ora è la natura che si manifesta nel suo rientrare ad appropriarsi di luoghi che l'uomo ha. Le lascia come spazio disponibile. E, e quindi è molto il, il punto di vista: è molto differente perché noi non possiamo parlare di paesaggi naturali, ma possiamo parlare di paesaggi rinaturalizzati. E non possiamo eh, parlare di paesaggi che sono espressione della natura in quanto tale in purezza, ma possiamo parlare di paesaggi rinaturalizzati e in questo senso e adesso io brevemente vi volevo far vedere come questa mh, consapevolezza in realtà intride profondamente l'azione di quelle che sono le persone che lavorano e operano nel paesaggio e, mh, salto perché io mi ero tarata su un tempo maggiore, ho saputo, ho saputo solo due giorni fa che era dieci minuti, allora no, no, vado più veloce vado più veloce ehm Appunto, quelli che noi, anche per esempio i paesaggi della nostra rete Natura 2000, in realtà sono luoghi che spesso ripresentano caratteri naturali ma riconquistati dalla natura e non perché la natura ci è sempre stata dentro. Quindi che cosa significa questo come eh, elemento distintivo, cioè questa consapevolezza che la natura è un valore nella sua azione di capacità di risarcire? Eh, spesso quello che l'uomo ha in, in, su cui l'uomo ha interferito, come interferisce no? nell'operato di quel, chi lavora come paesaggista nel mondo contemporaneo. Eh, parto mh, diciamo, da, da Gilles Clement, di Gilles Clemand che ha mh, una, ha avuto una grande capacità mediatica e quindi è riuscito, in qualche modo, con le produzioni testuali, eccetera. A eh, attraversare un po' quel sapere, un po' di nicchia, e diventare molto popolare e far diventare le sue teorie molto popolari. Ma Gilles Clement di fatto, che cosa ha messo in evidenza con il suo terzo paesaggio? Con ehm, eh, l'elogio delle vagabonde, con tutta la sua produzione di testo, ha messo in evidenza appunto questo processo rigenerativo che la, la natura porta a, a fare, e ha messo in evidenza le dinamiche ehm, che la natura instaura in, nel rigenerare i luoghi. Ma appunto stiamo parlando di elogio di vagabonde, quindi in realtà di processi di rinaturalizzazione che non sono ehm, una ricostituzione di habitat naturali. Ma sono spesso anche questi molto perturbati e ehm, interferiti dalla presenza dell'uomo, perché, per esempio, le sue, le sue vagabonde. Sono il prodotto della ehm, eh, rimissione di vegetali che trasmigrano attraverso l'agrobicalizzazione da un continente all'altro. Quindi capite che ehm, possiamo parlare di natura, ma di una natura molto, molto ibridata e molto interferita dalla presenza dell'uomo. Ehm, Gilles Clement non è stato, certo, il primo, per esempio, questo. <coughs> Artista olandese ha messo praticamente in forma questo concetto, che lui ha teorizzato con la teoria dell'ecocattedrale di opere in cui il paesaggio viene costruito dalla interazione dell'uomo usando scarti che provenivano eh, dalle lavorazioni, scarti delle mh, opere pubbliche, di smantella, mh, pavimentazioni smantellate, lui costruiva delle nicchie all'interno di luoghi deputati e che diventavano i luoghi per accogliere appunto processi di naturalizzazione. Ma ancora Gabriele Kifar che quando progetta l'Adelshof cioè questo luogo eh, profondamente contaminato, il primo aeroporto nel primi del Novecento, il più grande d'Europa, poi eh, area militare eh, utilizzata sia ai tempi del nazismo, del, del, del DDR come luogo di esercitazione militare, quando cade il muro viene restituita la città, la municipalità decide che quello deve diventare un parco pubblico, ebbene eh, Gabriele Kiefer dice no. Ov ovvero dice sì, ma dice sì dicendo il parco pubblico sta in una cinta allestita che diventa una fascia di contenimento di un'area interna che è la più grande eh, che invece viene interdetta all'uso dell'uomo, viene interdetta all'uso dell'uomo perché l'uomo è interferente e quindi rimanendo come un luogo recintato e proibito all'uomo ehm, si avviano lì dei processi che sono quelli del climax che riporteranno la vegetazione all'interno. Analogamente abbiamo tre svariati esempi di luoghi che per esempio con la chiusura del muro ehm, vengono stazioni chiuse perché la, il muro interrompe la linea ferroviaria, essendo chiuse interdetto al pubblico sì, ehm, ehm, vengono ripopolati da specie vegetali, boschi, di betulle eccetera eccetera e vengono poi quando il muro cade Rimmessi nel patrimonio verde del, um, dei parchi berlinesi, ma con delle modalità che mettono in evidenza questi processi di cui sono stati attenti. Ehm, protagoniste queste aree, quindi l'uomo non in, in, in un caso, per esempio nel Sud Gelende, l'uomo non deve interferire e si mette una passerella che stacca il contatto dell'uomo dall'habitat naturale. O addirittura nel Norbanoff eh, il luogo rinaturalizzato diventa scena e il i fruitori del parco, fruiscono del parco attraverso un um, um, parapetto che li mette nella condizione di guardare questi luoghi rinaturalizzati come se fossero delle opere d'arte da visitare. Um, um, oppure appunto questa capacità della natura di essere risarcitiva, l'azione che la natura può compiere, viene in, usata per dei progetti che diventano innesco, questo premiatissimo e famosissimo progetto di Georges de Combe che interpreta il mandato di rinaturalizzare un corso di un fiume che era stato canalizzato e regimentato all'interno di una eh, condotta artificiale, ehm, creando semplicemente in una grande area dei rombi scavati nella terra e poi l'acqua parte e decide lei dove andare, lui semplicemente aiuta dando dei possibili corsi che poi sarà l'acqua a scegliere. O eh, come Fav Vogt che eh, nel creare il parco per la Lealanza Arena che è in prossimità di un'area protetta, una grande brughiera, eh, crea un sottofondo di terreno e poi recupera dalla brughiera eh, varie piante che in, interpreta come eh, colonizzatrici e le im, e immette in questo prato con il compito di propagarsi naturalmente. E poi ancora ehm, la celebrazione di queste eh, aree naturali. Eh, come anche elemento di ehm, eh, didattica, no? perché eh, nell'ambiente globalizzato, antropocenico, eh, povero di risorse, eccetera, surriscaldato e in un avvio di una china bruttissima. Eh, i nostri amici, gli alberi, hanno un ruolo per noi risarcitivo e quindi un bosco viene, eh, diventa un museo all'aperto che parla appunto del riscaldamento globale e del ruolo eh, positivo che possono avere gli alberi per le nostre città. Chiudo, scusate se sono andata un po' lunga. 35 minuti, 35 minuti. Ho finito, ho finito, voglio solo finire, vi lascio leggere questa frase della Dan Lokhi che io assumo sempre e che forse però ormai non è neanche più sufficiente, che appunto dice che il compito dell'architettura del paesaggio è quella di far fare pace tra quella che è la parte della natura e quella che è la parte della cultura portata dall'uomo. Grazie Luisa, i tempi purtroppo sono tiranni, però devo dire che mh, mi scuso innanzitutto per, perché in effetti questa non ho presentato con eh, adeguatezza, ma l'abstract era un po', un, po', un po' ridotto. Questa che invece è stata una, una riflessione decisamente densa. E la natura risarcisce ciò che l'uomo spesso ha stravolto. E devo dire che è una cosa che tutto sommato dovremmo imparare, imparare a fare e a gestire. Eh, per chi, ripeto, come me si occupa di, di mh, aree archeologiche, di siti archeologici, il problema della natura è importante e non può essere eh, risolto sterilizzando, ad esempio, i luoghi ma invece lavorando sul, proprio sulla gestione, sull'accettazione anche di quelli che sono i segni che la natura continua, in continuazione porta, porta appunto sul nostro patrimonio. La mattina, almeno questa parte, si dovrebbe concludere adesso con l'intervento di Francesco Casadei, che ho invito, ecco lo vedo arrivare, dell'area biblioteche e servizi allo studio, ehm, ritornando un po' su quello che è invece la, la funzione della... Della ricerca dell'università e quindi dello studio anche di quelli che sono stati i rapporti, diciamo passati, in questo caso appunto eh, l'attenzione sarà proprio riportata sul, sul rapporto fra agricoltura e natura negli anni passati. Buongiorno, Buongiorno. le passo la parola. Ah, le mie slide, sì. Tanto, buongiorno, buongiorno a tutte le persone intervenute, io sono sopravvissuto non uno ma a due inciampi lungo questa ripidissima scala, quindi già il fatto di essere sopravvissuto è già un primo risultato da accogliere con soddisfazione. <ride> buongiorno, mi presento anche io naturalmente. E io da molti anni lavoro nell'area biblioteca dell'Università di Bologna, nello stesso tempo però da, sempre da molti anni mi occupo di ricerca storica, sia appunto a livello di attività di ricerca e anche a livello di attività didattica. Mi fa piacere ricordare appunto che la mia più recente esperienza didattica in ambito storico si è svolta proprio qui a Cesena, nell'ambito del corso di laurea, nuovo corso di laurea in scienze e cultura della gastronomia, dove ho ottenuto l'insegnamento di storia dell'alimentazione, avendo così anche l'opportunità di conoscere e di collaborare con uno storico autorevole come Massimo, Massimo Montanari. E diversamente da Montanari che nasce come medievista, ecco noi, abbiamo, noi storici abbiamo questa, anche noi queste sottodivisioni, di, sotto io sono un contemporaneista come formazione universitaria, questo però non mi impedisce, lo vedremo anche, spero, spero di riuscire a dimostrarlo anche in questi brevi minuti, non mi impedisce di fare qualche... Eh, focus, qualche piccolo approfondimento anche sulle epoche storiche precedenti. Ecco, io direi, dunque, tanto per andare avanti qui immagino, giusto? Ok, grazie. Allora, già, ecco, quelli che qui ho evidenziato come temi di riflessione, ecco, essi stessi sarebbero, sottolineo, sarebbero, uso il condizionale, sarebbero già i temi di sei diverse relazioni. Qui voglio soltanto mettere in luce come L'approccio storico, storico eh, ovviamente vissuto con la dovuta sensibilità interdisciplinare, possa essere utile per approfondire diversi temi di storia del territorio, anche con specifico riferimento alle tematiche dell'edilizia rurale e del paesaggio agrario. E nel corso appunto, di questa breve esposizione vedremo anche alcune fonti particolarmente interessanti che possono contribuire a un'analisi efficace di questo tema. Dico subito che quello che rende interessante, dal mio punto di vista, naturalmente, la storia del paesaggio agrario e la storia dell'edilizia rurale è che questi temi sono interessantissimi, in quanto tali, sono interessantissimi anche come tematiche più ampie di storia dell'agricoltura. Ma eh, sono anche e diventano anche nell'esperienza storica e nello sviluppo urbano di molte città dell'Italia centro-settentrionale, anche tematiche di storia dell'urbanistica. Quindi, questo. Diciamo così, è un po' il punto di partenza di questa mia riflessione. Proseguendo, ecco, rapidamente, appunto, si parlava appunto di storiografia, ecco, uno storico autorevole come Emilio Sereni, uno dei più importanti storici dell'agricoltura e anche della, della storia economica del nostro Paese, sottolinea in più punti della sua storia del paesaggio agrario eh, come il paesaggio costruito entri in relazione più o meno felice con il paesaggio dell'agricoltura. E questo riferimento, questi riferimenti Sereni li svolge non solo nel testo, ma nello stesso apparato iconografico che illustra questo classico della nostra storiografia. Andando avanti, benissimo, prego ci mancherebbe. E andando avanti con la nostra rapida carrellata si parlava di fonti. Beh, una fonte fondamentale per approfondire. Eh, questo e altri temi è naturalmente la classica inchiesta agraria coordinata da Stefano Iacini tra il 1877 e il 1884. Iacini, come molti sanno, era agronomo, proprietario terriero, importante uomo politico dello schieramento diciamo liberal-conservatore del Parlamento italiano dell'epoca e in questa veste coordina per diversi anni i lavori di questa imponente inchiesta agraria, dove tra i vari temi. Comincia a entrare anche il tema delle abitazioni. Io parlo di questione delle abitazioni perché il tema abitativo nell'Italia dell'epoca, siamo a fine 800, è un tema che ha una rilevanza sociale importante, ha una rilevanza in quanto proprio reale emergenza sociale per buona parte della popolazione italiana. Non a caso, pochi anni dopo, nel 1885, eh, il Ministero dell'Interno, sotto, sotto, eh, sotto, sotto, eh, sotto la cui egida eh, erano presenti anche le competenze concernenti la sanità, promuove una inchiesta sulle condizioni igienico e sanitarie dei comuni del Regno, poi l'inchiesta, i risultati verranno pubblicati l'anno successivo a cura della Direzione Generale della Statistica. Ecco, il tema dell'emergenza abitativa nelle aree agricole come nelle aree urbane viene trattato con efficacia anche all'interno di questa inchiesta sanitaria. Ma andando avanti, eh, entriamo un po' in quello che può essere un po' il corpo centrale di questo mio intervento odierno. Molti anni dopo, siamo già nel 1930, viene svolta una imponente indagine sulle condizioni di vita dei contadini italiani. E, in questa indagine, di cui poi dirò qualcos'altro anche commentando una prossima slide, in questa indagine entra prepotentemente il tema dell'abitazione da molti punti di vista, anche dal punto di vista non soltanto come argomento di ricerca sociale, ma anche dal punto di vista eh, direi strutturale, architettonico, abitativo, poi vedremo magari qualche rapido esempio. Mi preme osservare come in questo periodo... I vari organismi di rilevazione, nel 1926 nel frattempo è nato l'Istat, l'Istituto Centrale di Statistica. Ecco I vari organismi di rilevazione mostrano un certo interesse nei confronti della questione abitativa. Non a caso, ecco, per la, nel, 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 in occasione del censimento della popolazione del 1931, per la prima volta al tradizionale foglio di, di famiglia viene allegato anche un questionario per l'indagine sulle abitazioni. Questa è un po' anche la premessa storica di quelli che saranno i futuri censimenti della popolazione, perché i futuri censimenti, come tutti sappiamo, dal 1951 ai giorni nostri si, si definiscono censimenti della popolazione e delle abitazioni. Aveva questa denominazione anche l'ultimo censimento che si è svolto con modalità tradizionali nel 2011 e anche l'attuale, quello che è tuttora in corso, il censimento permanente della popolazione svolto. Non più su base sistematica ma su base campionaria, ha questa importante denominazione. Perché è importante fare un focus su questa indagine? Perché, eh, ripeto, si parlava prima di fonti sulla realtà italiana centro-settentrionale. Questa è una fonte particolarmente privilegiata perché costituisce il risultato di un'analisi estesa ciascuna delle 92 province che all'epoca eh, caratterizzavano il territorio italiano. C'è un approfondimento per le province più estese anche sui singoli circondari, e cito volentieri il caso dell'area riminese all'interno di quella che allora era l'intera provincia di Forlì. E quello che è interessante, ulteriormente approfondendo il tema, è come eh, vi sia all'interno di una più ampia rilevazione di carattere sociale una descrizione abbastanza accurata di quelle che sono tutte le caratteristiche costruttive di altra natura degli edifici rurali, gli edifici rurali dove abitavano le, i lavoratori dell'agricoltura ma anche le strutture di servizio ed è molto interessante osservare come la ehm, descrizione, ma se torniamo solo indietro un attimo perché volevo solo, volevo solo... no chiedo scusa, e, due cose sono interessanti, il fatto che intanto la descrizione delle strutture abitative e di servizio sia articolata per carattere geografico di riferimento, quindi non c'è solo il riferimento amministrativo alla provincia, ma si diversifica l'indagine a seconda che l'abitazione rurale si, 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 sia presente in pianura, in collina, in montagna, sulla costa per le province bagnate dal mare e anche per quanto riguarda i valori altimetrici. Cito volentieri questi aspetti perché sono stati anche oggetto di un primo piccolissimo approfondimento che io ho svolto in collaborazione con un docente del nostro dipartimento, il professor Stefano Benni. Abbiamo avuto una, una rapidissima carrellata su questa indagine nel, nel, in quello che è la newsletter del nostro dipartimento, quindi che poi citerò anche nella bibliografia finale. Possiamo procedere appunto, dicendo che. Ecco, mi aggancio anche alle cose approfondite in quel rapido articolo per osservare come questo tipo di sensibilità e questo tipo di attenzione anticipi di alcuni anni dei criteri di classificazione che in maniera più scientifica, più sistematica, saranno approfonditi da studiosi come Giuseppe Pagano e Guartiero Daniel, ma soprattutto. Eh, saranno poi la base delle rilevazioni sistematiche che il CNR dal 1938 al 1970 conduce sulle abitazioni rurali nelle diverse aree regionali italiane. Possiamo andare avanti in questa rapida carrellata, ecco qui non sto a, a, diciamo, a leggere riga per riga questa citazione. È ovvio, abbiamo parlato di precariato abitativo negli anni 70 e 80 del XIX secolo, ma la situazione non migliora di molto nei primi anni 30 del XX. E qui, per esempio, c'è una eh, citazione dalla relazione concernente la provincia di Bologna. Quindi si parla chiaramente, lo vedete voi da soli, di una situazione prevalentemente precaria. Poi via via che soprattutto si scende dalla scala diciamo, dei piccoli coltivatori terrieri, mezzate e quant'altro alla scala bracciantile. Ehm, torniamo solo indietro per puntualizzare come questa indagine, eh, lo vedete nel lato destro della slide, sia importante, l'ho detto anche prima, ma voglio sottolinearlo con forza: non solo per le informazioni sulla situazione abitativa delle varie province italiane, ma Vengono fatte tutta una serie di approfondimenti sul livello di istruzione, abitudini alimentari, condizioni sanitarie, ovviamente, comportamenti sociali dei diversi strati della nostra popolazione agricola dell'epoca. Possiamo procedere perché dobbiamo ricordare anche un'altra cosa. Questa indagine, come un'altra che seguirà nel 1934 dedicata al tema specifico delle case rurali, pur essendo promosse all'interno della cornice politica di un regime autoritario e promosse e coordinate da organismi, tra virgolette, sindacali che facevano comunque riferimento all'ordinamento corporativo, Dell'Italia dell'ora, ecco, malgrado questo si tratta di, si tratta di indagini tutt'altro che reticenti nel valutare quello che era il livello sostanziale della precarietà abitativa di molte delle nostre province dell'epoca. Naturalmente, mi viene in mente da storico di fare questa ipotesi, eh, sono indagini che ai, ai giorni nostri possono anche stupire, per la franchezza e per la crudità con cui osservano alcuni di questi fenomeni di precariato sociale, probabilmente questo è anche dovuto al fatto che si trattava di indagini svolte in ambito specialistico le cui pubblicazioni furono dedicate a una platea relativamente ristretta di addetti ai lavori. Comunque in queste pubblicazioni ci sono in queste e in altre pubblicazioni dell'epoca anche degli esempi fotografici che dal profondo nord al profondo sud documentano lo stato precario di buona parte delle abitazioni rurali dell'epoca, dalla Val Camonica alla campagna reggiana, nella slide successiva, usciamo dai confini centro-settentrionali. Molto suggestivo questo villaggio di capanne nell'agropontino. Guardate, questa è una foto del 1927. 1927, quindi, prima che cominciassero i lavori. Eh, sistematici di bonifica idraulica della zona, qui siamo a pochi chilometri dalla nostra capitale, siamo a pochi chilometri da Roma e le condizioni abitative che vedete sono quelle documentate in questa foto. Ancora più recente risalgono ai primi anni 40 alcuni esempi di edilizia rurale in Basilicata tratte da uno dei tanti volumi curati appunto dal CNR, in questo caso la casa rurale nella Lucania, quindi sono foto che probabilmente non necessitano di ulteriori commenti. Procedendo, mi fa piacere concludere, spero di essere stato abbastanza bene nei tempi, mi fa piacere concludere questa rapidissima carrellata con un altro tema che recentemente suscita un certo interesse anche in ambito storiografico, cioè questa continua dialettica tra spazi verdi e spazi edificati che caratterizza anche la storia delle città italiane. Cito il caso di Bologna, ma potevo citare il caso anche di molte altre città della fascia, ripeto, centro-settentrionale della penisola. E illustri cartografi anche dello scenario internazionale fra il XVI e il XVII secolo descrivono la Bologna dell'epoca, tra l'altro, sottolineo molto volentieri come molte di queste mappe storiche anche di un certo pregio eh, se vogliamo anche artistico sono oggi consultabili online grazie a un'iniziativa molto meritoria della biblioteca comunale dell'archiginnasio di Bologna che le ha sistematicamente digitalizzate in queste immagini d'epoca si, si, eh, si evidenzia eh, con tutta efficacia una armonica convivenza fra spazi Oggi diremo spazi verdi e spazi edificati. Naturalmente nella Bologna dell'epoca, lo vediamo in queste immagini appunto, gli spazi verdi sono prevalentemente spazi di agricoltura urbana e non ho bisogno di eh, sottolineare in questa sede come l'agricoltura, soprattutto nel, durante il Medioevo, sia più eh, funzionale e più efficace protetta all'interno delle mura cittadine. L'agricoltura urbana per molti secoli è un'agricoltura urbana per necessità legate alle esigenze di sostentamento alimentare della popolazione. In queste immagini, però, che sono rinascimentali e post-rinascimentali, vediamo anche uno sviluppo già sistematico, razionale dell'agricoltura anche al di fuori e al di là delle mura cittadine. Questo grazie al diverso rapporto città-campagna che le condizioni anche di politica interna e internazionale dell'epoca potevano consentire. Situazioni simili si vedono anche molti decenni dopo. In questa immagine del 1878 vedete ancora come all'interno della cinta muraria bolognese ci siano ampi spazi agricoli, sempre prevalentemente dedicati all'attività agricola. E una cosa simile, anche se l'immagine ha una qualità inferiore, anche nella Bologna del 1909, non più. Il centro storico non è più cinto dalle mura di origine rinascimentale, ci sono al loro posto i viali di circonvallazione. Ma vediamo come all'interno della cerchia dei viali di allora ci siano ancora molti spazi verdi, ripeto, ancora prevalentemente dedicati all'agricoltura urbana. Un primo concetto di verde pubblico si avrà, lo si vede in, nella parte bassa delle due slide, con il, la prima realizzazione dei eh, de, 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 de famosi giardini Margherita. Quello è il primo esempio di spazio verde concepito per il tempo libero della cittadinanza fondamentalmente. Tutela degli spazi verdi invece sarà poi la parola d'ordine nel secondo dopoguerra, soprattutto dagli anni 70 in poi, quando a fronte di una imponente crescita urbanistica della città sia per quanto riguarda l'affollamento edilizio all'interno della città storica e soprattutto per una progressiva... Eh, urbanizzazione della prima e della seconda fascia periferica, il Comune di Bologna poi dovrà fare delle politiche di tutela del verde pubblico con eh, un significato eh, più marcatamente ecologico. Quindi cito volentieri e rapidamente, anche perché davanti a un pubblico di specialisti credo che siano cose abbastanza superflue, eh, le importanti varianti al piano regolatore della città approvate nel biennio 69-70, il piano regolatore generale dell'85 e ovviamente il piano urbanistico attuale che recepisce storicamente un po' tutte queste esigenze. Questa immagine della Bologna del 72 è già abbastanza comunque esplicativa. Credo di essermi avvicinato già alle conclusioni, eh, si parlava di agricoltura urbana, l agricoltura urbana, orti urbani, esiste ancora chiaramente l'agricoltura urbana, oggi però prevalentemente sotto forma di orti urbani, che sono comunque una esperienza importante, molto importante, molto interessante sia per il loro significato sociale, per il loro significato culturale e anche per il loro significato ecologico. Quindi concludendo sostanzialmente, concludo come ho cominciato, cioè sottolineando l'importanza di questi aspetti in termini generali e in riferimento alla specifica vicenda delle città dell'Italia centro-settentrionale. L'importanza dell'edilizia rurale come tema eh, di varia natura, di natura tecnica, di natura storica, di natura sociale, ovviamente anche di natura urbanistica per quanto riguarda proprio anche l'integrazione progressiva di questo paesaggio all'interno del più ampio paesaggio cittadino. Chiudo dicendo che anche la, la, la qualità e la quantità dei temi di approfondimento e anche la qualità e la quantità delle fonti disponibili per approfondire questi temi rende necessario e comunque... Potrebbe rendere necessario e anche promettente, a mio avviso, un'ulteriore accentuazione di queste collaborazioni interdisciplinari che anch'io, nel mio piccolo, ho cercato di avviare, appunto, all'interno del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari. Credo di avere corso abbastanza e spero di non aver fatto troppa confusione. Naturalmente, vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie a lei, Grazie a lei perché... Appunto, con quest'ultimo eh, intervento concludiamo la prima parte della, della mattinata. Eh, faccio solo un'osservazione perché mi è piaciuta, perché mi serve anche per ricucire un po' tutto quello con cui, siamo, eh, con cui abbiamo iniziato questa mattina. Queste case, no? Queste case che sono di pietra, di canne e di fango, eccetera. Ci raccontano una cosa importante: l'uomo costruisce con quello che è attorno. Ed è Importante che noi ce lo ricordiamo perché sancisce davvero la relazione proprio fra l'azione dell'uomo e il paesaggio. Cioè, eh, oggigiorno, diciamo dal dopoguerra in avanti, abbiamo perduto un po' eh, questa, questa caratteristica, no? Nel mostro, anche noi che ci occupiamo di edilizia, del modo di costruire. Noi costruiamo eh, pensando di poter avere i materiali che vengono da, da mille parti del mondo. In realtà, una volta c'era questa, questa tradizione di lavorare e di cucinare con quello che si ha nel frigorifero, potremmo dire, cioè di praticamente lavorare con gli oggetti che ci sono. Pensate alle cattedrali, alle antiche cattedrali, c'è questo bellissimo libro Quando le cattedrali erano bianche, dove si racconta che le cattedrali sorgevano vicino a dei fiumi, vicino a dei luoghi dove si potevano ritrovare le pietre per costruirle. E anche se voi guardate, qui mi riallaccio agli archeologi che non so se ci sono ancora o meno, se guardiamo una torre medievale ci accorgiamo che cambia la dimensione dei suoi conci perché in relazione al, all'avvicinamento del materiale i conci più grossi li metto subito, poi metto sempre quelli più piccoli man mano che salgo, un po' perché faccio fatica, ma un po' perché mi finiscono e quindi devo ritornare a, a recuperare. E questi segni che noi leggiamo sull'architettura ci, ci legano l'architettura al territorio, quindi grazie, grazie davvero per questo suo contributo. Adesso io proporrei un intervallo, un piccolo coffee break so che nell'aula 2.3 correggetemi se sbaglio e dopo poi riprenderemo se ci sono delle domande io ho un po' fatto da prima donna ma perdonatemi se ci sono delle domande se no eventualmente le facciamo come volete come... ok ci sono dieci minuti di intervallo allora interrompiamo qui grazie possono far strada e noi ci fermiamo un attimo solo. La sessione di stamattina è stata particolarmente densa, interessante e ha portato diciamo, sul tavolo della discussione tutta una serie di argomenti particolarmente diversificati ma che hanno trovato come ci ha... Eh, mostrato il collega Andrea Ugolini una chiusura proprio attraverso quello che è il rapporto che l'uomo stabilisce con la natura e attraverso quelli che sono gli elementi che la natura ci offre nella costruzione de una, del nostro paesaggio. E volevo iniziare con una citazione di Michael Jacob, che conoscerete, che è un noto comparatista, che scrive: Il paesaggio è il risultato artificiale non naturale di una cultura che ridefinisce perpetuamente la sua relazione con la natura. Mi sembrava particolarmente calzante proprio anche in funzione degli interventi che ospitiamo in questa seconda sessione. E proprio per il fatto che intendiamo il paesaggio come un sistema complesso, è già stata ripetuta più volte stamattina questo termine, un paesaggio che viene in questa sessione presentato attraverso le sue diverse dimensioni, che sono la dimensione fisica. Eh, la dimensione culturale ma anche la dimensione spirituale, eh, a me interessa particolarmente anche diciamo, questo tema e tutto questo in una prospettiva di valorizzazione e di conservazione così come è il tema che questo convegno si dà e con un'attenzione particolare agli aspetti di carattere ambientale e sociale impliciti nella stessa definizione di paesaggio. Gli interventi che presenteremo, faccio una breve presentazione in modo da essere più sintetica poi perché so che siamo in ritardo, gli interventi inquadrano il tema proposto attraverso prospettive differenti, attraverso prospettive che allargano il campo di indagine a contesti non esclusivamente regionali italiani ma anche europei e che esplorano le relazioni di reciprocità che sussiste tra natura e paesaggio umano. Il rapporto che l'uomo instaura con il paesaggio è infatti condizionato dalle caratteristiche peculiari dei territori e dei luoghi e da quelli che sono gli interventi antropici più o meno massivi che caratterizzano il nostro paesaggio e dai sempre più evidenti, eh, dalle sempre più evidenti problematiche caratterizzate dai cambiamenti climatici l'importanza di individuare nuovi processi utili alla lettura e all'analisi dei luoghi io tengo molto questo, sono una docente non mi sono presentata di progettazione architettonica di composizione architettonica ma sono anche responsabile scientifico del laboratorio di fotografia fin dall'inizio della mia diciamo, attività didattica e di ricerca ho portato avanti questi due filoni perché ritengo proprio fondamentale raggiungere una consapevolezza una conoscenza approfondita dei luoghi prima di poter lasciare un minimo segno all'interno del nostro territorio ed è per questo che appunto coltivo queste due discipline in parallelo. E il paesaggio sarà letto in questa seconda sessione attraverso differenti scale, attraverso una dimensione che può essere intesa quella del micro e del macrocosmo e attraverso diciamo, anche quella che eh, viene definito il tema della biodiversità. La biodiversità che è un tema che sta diventando preponderante e centrale in nei differenti luoghi, in differenti contesti e eh, che verranno approfonditi anche questa mattina. Ecco, eh, non vorrei averla fatta troppo lunga, lascio la parola al primo intervento eh, che lasciando la parola appunto a Stefano Gotti e Pat Patrizia, Tamburini. Patrizia Tamburini e poi esatto. Stefano Gotti di Italia Nostra che eh, faranno, propongono un intervento intitolato domande fra natura e cultura percorsi dal globale al locale e viceversa nelle foreste casentinesi. Un piccolo inciso. Eh, il tema in realtà che ci siamo dati, eh, paesaggi, mh, il tema appunto che intitola questo convegno, che è appunto paesaggi, patrimoni di cultura e natura, nasce proprio da, eh, da questo importante luogo che sono le foreste casentinesi. Quindi grazie mille per questo intervento che apre questa se se sessione. Grazie. infatti, volevamo. Eh, avevamo diversi contributi che potevamo portare, però il titolo ci ha ispirato a questo. Sono due contributi che, dietro a un linguaggio semplice, hanno l'obiettivo di recuperare gli archetipi, di andare all'essenza del territorio e non dare per scontato quei concetti che sono nell'uso comune, ma che sono spesso equivocati e consumati. C'è un bisogno di rispondere alla domanda: dove siamo? Partiamo quindi dal bisogno di orientarci, di darci dei punti di riferimento, in modo che quando arrivano gli apporti specialistici delle diverse discipline, in cui la scienza ha diviso questo meraviglioso ambiente, abbiamo un contenitore comune in cui poterle inserire. Uso in modo provocatorio la parola contenitore, perché è così che la gente semplifica il concetto di territorio. Il territorio è inteso come una scatola che contiene in modo stratificato i layer, i livelli di quella porzione di mondo in cui abitiamo. Il territorio è un organismo, noi siamo più del nostro corpo, così il paesaggio è di più dei suoi elementi componenti. È una fusione vitale di forze dinamiche, un organismo con le sue regole, le sue strutture e il suo funzionamento. Interrogarci sul nostro posizionamento e sulla nostra comfort zone da cui guardiamo e osserviamo diventa fondamentale per muoverci con consapevolezza. Gli studi fatti non offrono una cornice, un contesto alle diverse discipline, ma studiano le matrici della percorrenza e dell'insediamento, di quella geografia elementare che ci dà la possibilità di creare relazioni. Dobbiamo imparare a riconoscere l'unità in una cultura che separa. Gli studi fatti e in corso in questo angolo di Romagna-Toscana superano l'approccio solo visivo, mostrano la tessitura complessa, comunicano la sensazione di spazio, documentano la relazione fra le direttrici di percorrenza e le diverse forme di insediamento con i confini amministrativi e religiosi nel loro reciproco condizionamento ed evoluzione, partendo dalla morfologia delle valli a pettine. Gli strumenti che presentiamo sono quelli della visione orizzontale della cartografia storica e della visione verticale aerea dell'informatica digitale. Noi adesso siamo affascinati dall'immagine verticale, dove Google ci fa spaziare, ci dà la potenza, perché dall'alto, con l'occhio di Dio, dominiamo il territorio. Ci troviamo più smarriti quando abbiamo in mano una cartografia che appiattisce i livelli ma sintetizza i dati in un orizzonte. Disdegniamo la carta come se fosse uno spartito musicale per addetti al settore. La capacità di orientamento è una qualità che va acquisita, coltivata in modo che non si atrofizzi. La visione orizzontale con la cartografia e quella verticale aerea sono scelte da integrare in base agli obiettivi. Non si tratta solo di strumenti diversi, ma di due mondi che aprono un diverso grado di consapevolezza. Fra i diversi aspetti abbiamo scelto di far scorrere le immagini sulle direttrici di percorrenza dell'antica viabilità nella cartografia storica, per entrare nello spirito di un luogo, dove la strada è legata alla consistenza materiale dei luoghi. Il percorso è la prima componente di un territorio. Genera insediamenti, il tessuto, le coltivazioni, i campi, i confini. Il percorso naturale, che fa da sostrato alla strutturazione antropica, è costituito dalla sinuosa spina, spina dorsale dell'Appennino, verde che corre dalle Alpi allo stretto di Messina e le foreste casentinesi, con la riserva naturale integrale di Sasso Frattino patrimonio dell'UNESCO, dell'umanità, ne fanno parte. Le aree interne, nella nostra percezione moderna utilitaristica, sono marginali, con pratiche economiche poco razionali e comunque di completamento come il turismo. Hanno un'etichetta un di aree deboli. Marginalità è considerato sinonimo di irrilevanza economica e sociale, di mera sussistenza. Le invarianti strutturali del territorio sono una peculiarità identitaria che di volta in volta nel tempo si esprimono in modo diverso e all'interno dei diversi contesti funzionali. Vi ringrazio per l'attenzione. Scusate se ho letto, ma per stare in cinque minuti ho, ho avuto questa necessità. Grazie. Spingo nel mezzo. No sentite? Sì la seconda parte della nostra uh, conversazione. La, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sono stato nel precedente mandato consigliere del Parco Nazionale. La foresta nota, arcinota, con Sasso Fratino riserva naturale integrale, quindi una delle foreste appenniniche più importanti. Ciò nonostante non dimentichiamo che anche Sasso Fratino è uno dei luoghi ibridi contaminati, come giustamente ha detto la, nella bellissima relazione la dottoressa Cipriani, a cui avrei, avrei voluto dare i miei cinque minuti perché andando avanti lei si spiegava molto meglio di quello che posso dire io. Comunque faccio quello che posso. Il discorso è questo: che cos'è la foresta? La foresta fa parte di quella dorsale appenninica che corre dal colle di Cadivona, quando studiavo le elementari, fino a Reggio Calabria, se non sbaglio. E che è un punto fondamentale perché oggi come oggi con l'inversione climatica ricordiamo che il paesaggio che viene identificato come territorio e comprende tutto, però dobbiamo tenere presente noi della nostra generazione, se vogliamo che ci siano generazioni dopo i figli dei nostri nipoti, che non sono posteri ma sono figli anche nostri, dobbiamo stare attenti. Perché era paesaggio anche quello che mi raccontava mio padre, che ha vissuto la guerra sulla linea gotica come medico. Da Rimini, quando tornava, finita la guerra, da Rimini a Forlì, che la via Emilia era costellata da delle muraglie formate da proiettili non usati dagli alleati, da carri armati o altro. Ed è un paesaggio forse, se ne rimanessero due metri sarebbe interessante, ma è un paesaggio da dimenticare come il paesaggio sono i forni crematori di recente esperienza, non mia del dopoguerra. Però certo sarebbe un paesaggio da cancellare proprio da Memorie, ma serve perché deve ricordare alle generazioni successive che dovranno sapere quello che può succedere e che speriamo non succeda più. Allora, cos'è il paesaggio? Il paesaggio oggi, data la mia professionalità, che è parallela, ma non a quella degli architetti, che è la sede opportuna per questo convegno, però voglio porre un'attenzione, siamo in inversione climatica, l'inversione climatica ci dice che il paesaggio delle foreste, il paesaggio dell'ambiente naturale è fondamentale laddove, è chiaro, non impedisce lo sviluppo umano, ma lo sviluppo non è il PIL che aumenta anche a seguito di un terremoto e di una guerra. Lo sviluppo è un qualcosa che deve andare in sintonia con il futuro dell'uomo. E quindi ricordiamo che abbiamo i paesaggi, quelli storico-testimoniali, il foro romano, la, 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 la scalinata di San Luca, i portici di San Luca, le grande muraglie. Abbiamo i paesaggi, anche le autostrade, i quadrifogli degli, degli svincoli di Los Angeles. Altro. È paesaggio, ma questo non è in pericolo di scomparsa come il pericolo di, diciamo, di perdita è sempre quello per quello storico e testimoniale, ma soprattutto oggi quello dell'ambiente naturale. Ricordiamoci, l'ambiente naturale addomesticato è sempre una rependance dell'antropocene dell odierno, perché una foresta adulta è quella che ci dà l'ossigeno che nessuna macchina oggi sa creare dell'uomo. Andiamo su Marte, ma l'ossigeno lo producono le foglie, i fili d'erba, e quell'ossigeno lo producono le foreste adulte, dove è logico ed è giusto che ci siano. Sassofratino fu salvato diciamo da un utilizzo immediato negli anni 50 dal dottor Clauser, che adesso ha 103 anni lucidissimo ben più di me eh, e che ha dato a noi forse la prima riserva integrale d'Europa, credo. Posso sbagliarmi, ma è in... però la riserva di Sassofratino nelle foreste chiesentinesi, se manteniamo quelle come testimonianza, non sono un quadro di Raffaello che è già sufficiente a se stesso, no, quelle non servono per combattere l'inversione climatica. Faccio una carrellata rapidissima per dire questo. L'inversione climatica, quindi oltre ai paesaggi che abbiamo visto, c'è il paesaggio naturale che è quello fondamentale perché di quello noi viviamo e non possiamo farne a meno e non è sufficiente oggi. C'è una piccola incoerenza nella vita di oggi politica e soprattutto amministrativa che considera i terreni abbandonati, già citati dall'architetto Tamburini prima, eh, i paesaggi abbandonati, i terreni marginali, che sono un'addizione antica, quando l'uomo doveva affrancarsi dalla natura, perché la natura, e eh, matrigna, Leopardi ce l'ha descritto nella sua bellezza e nella sua, noi intendiamo, perfidia. Ma è così perché è così. Dobbiamo morire. Eh? E allora, questi paesaggi naturali che devono riacquisire una loro identità, una loro eh, precisa collocazione per salvarci, e noi italiani dobbiamo dare la nostra tessera nel contesto di paesaggi mai sfruttati come le foreste equatoriali, la taiga. O i circoli polari che si stanno sciogliendo, guarda caso, per colpa forse di noi uomini, questi terreni abbandonati che sono visti oggi proprio alla legge del testo unico forestale come territori da riconquistare alla colonizzazione umana. Sono anti-economici se non con meccanismi di sussistenza. Si sta ricreando una foresta che è... Una fo siamo ricchi di foreste ma povere, povere ancora perché è come se volessimo avere tanti bambini di 5, 10, 15 anni e metterli nei posti lavorativi. Quella foresta deve crescere e quindi questi terreni marginali, la, rif la riforestazione spontanea del nostro Appennino è una ricchezza insostituibile che rischiamo con le centrali biomasse a distruggere, a zerarla, le centrali biomasse creano CO2, creano metalli pesanti, diossine, cioè quelle, quello che facilita e aumenta la patologia cardiorespiratoria, che è la prima voce della patologia umana, tanto come sofferenza, malattia, quanto come morte. Non è un allarmismo questo, è un dato di fatto. Eh? Fa parte della natura, ma non vogliamo noi aumentarla. Le centrali biomasse non fanno parte della green economy, sono uno simbolo. E sono, attenzione, se distruggiamo le foreste che stanno ricolonizzando l'Appennino, laddove non interferiscono su presenze attuali che vanno sostenute, ci mancherebbe. È quell'agricoltura di nicchia di qualità dove dobbiamo insistere noi uomini. Ma non deve essere intensiva, non deve essere too corta di portata su. Se no, trasportiamo tutte le esigenze di chi ci vive in una nuova città dell'Appennino. Quindi attenzione, la, i terreni, diciamo così, abbandonati sono una ricchezza che è lì che è come una miniera d'oro che sta nascendo. E solo un iperliberismo sfrenato vuole trovare un motivo per raschiare il fondo del barile della nostra società italiana e quindi del mondo intero, un Bolsonaro, diciamo, nel Brasile che per fortuna è decaduto, è la nostra miniera che ci permette di sopravvivere e di avere un paesaggio veramente valido. Grazie a voi per il vostro intervento, molto diciamo, sentito, particolarmente insomma, vivo e si capisce bene che c'è anche una dimensione proprio di eh, appartenenza a determinati luoghi e anche appartenenza dal punto di vista culturale affinché tali luoghi vengano salvaguardati nel corretto modo. Quindi grazie. E chiamerei il prossimo intervento. Un gruppo molto numeroso, si presenta in realtà eh, Stefano Piastra, ecco, è di, del Dipartimento di Scienze dell'Educazione. Sì, era un gruppo veramente... Sì. Ok, va bene. Gli diamo. Ok. Sì, sì. Buongiorno buongiorno a tutti. Eh, sì, gruppo numeroso di autori. Eh, ovviamente non perché siamo esibizionisti, semplicemente è l'esito quasi finale di un lavoro corale che ha coinvolto tantissime esperienze e professionalità, ovvero. Eh, come sapete uno dei più alti riconoscimenti in assoluto per un paesaggio è l'essere uguaderite e L'UNESCO ha tantissime categorie circa i paesaggi eh, e circa la loro protezione. Ci sono paesaggi naturali che sono protetti, paesaggi culturali, geoparchi, tante altre categorie. Eh, la candidatura più vicina al responso finale, almeno di cui io sia a conoscenza, ma accetto anche smentite perché ci possono essere contemporaneamente tantissime altre candidature, che riguarda l'Emilia Romagna, riguarda l'Eva Pauriti dell'Emilia Romagna che eh, dopo una gestazione di sette anni, proprio in questi giorni, come è già stato anticipato da Massimo Sericola e Barbara Marangoni, è tra di noi la valutatrice UNESCO, per il 2023, il prossimo anno, ci sarà il responso finale circa l'accettazione, l'essere respinta oppure l'essere rimandati a settembre, cioè eh, rifare alcune parti della documentazione piuttosto che rivedere buffer zone, corzone e altre cose. I proponenti di questo intervento siamo io e Io io sono un geografo umano, Io Devaele è un geomorfologo e quindi il paesaggio nella sua componente naturale e antropica. Intanto uno potrebbe dire come punto di partenza ma perché tra le tante cose belle, con un pregiudizio quindi estetico sul paesaggio che abbiamo in Emilia Romagna, avete candidato proprio le vaporiti, cosa sono le vaporiti? Sono una roccia sedimentaria unica che si forma per evaporazione, eh, una serie di rocce. Eh, in gran parte noi abbiamo gessi, una roccia evaporitica. Ma abbiamo anche anidriti. Eh, qui in alto a destra, questo in primo piano è gesso, ma se scaviamo un tunnel nella montagna, all'interno c'è anidrite. L'anidrite è gesso anidro, quindi questo è solfato di calcio, in basso invece il gesso è solfato di calcio biidrato. In Emilia-Romagna, da tempo ci si è posti come esigenza conservazionistica principe proteggere le aree gessose. Quasi tutte le aree gessose emiliano-romagnole sono protette da parchi nazionali, il Parco Nazionale della Tosco-Emiliano, parchi regionali, gesso bolognese, del gesso romagnola, riserve regionali, Onferno, siti Natura 2000. Abbiamo gessi che si sono formati molti milioni di anni fa nel Triassico, nell'Alto Appennino reggiano molto più antichi, molto più fratturati e al cui interno vi dicevo c'è anidrite della montagna i più recenti, messiniani, nel basso Appennino, come nella Vena del Gesso Romagnola, che vedete in basso. Quindi un paesaggio molto peculiare. Intere montagne fatte di gesso. La parete meridionale di Monte Mauro, toponimo significativo, storpiatura italiana di Mons Maior, Monte Maggiore, 515 metri, questa è una parete di 150 metri di gesso, letteralmente e sono ambienti, proprio perché impervi, per via dell'inversione del rilievo, eh, poco antropizzati e quindi eh, significativi. La nostra candidatura poggia sugli aspetti geologici e geomorfologici, quindi è una candidatura che si basa sul criterio 8, to be an outstanding example of representing major stages of Earth history and bla 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 bla, quindi sotto la categoria naturale, quindi ci siamo focalizzati sugli aspetti geomorfologici e di fianco quelli geologici, in sostanza la componente naturale del paesaggio. Che paesaggio fisico è? Quello dei gessi, in questo caso quelli che vedete sono gessi Messegnani, quelli del basso appennino. Spiccano per erosione differenziale dal paesaggio con termine della azzurra o della formazione barnosa renaccia per l'erosione differenziale, per l'inversione del rilievo muraglie letteralmente a volte esclusivamente fatte di gesso intrecolate a intestati argillosi che si innalzano per centinaia di metri fenomeni carsici, il gesso è solubile un litro di acqua scioglie 2,5 grammi di gesso per litro eh, ospitano fenomeni carsici sia superficiali che ipogei eh, tra i superficiali vedete in basso a sinistra Doline e cieche. qui è una zona della vena del gesso completamente crivellata da Doline Fenomeni classici Poggi, in tutta l'Emilia Romagna, nelle Vaporiti, abbiamo circa 950 grotte a catasto, che non sono spettacolari o grandi come Postumia o Frassassi, ma che eh, sono molto interessanti perché, a differenza di Postumia e Frassassi, non ospitate nei calcari, ma nelle Vaporiti, più rari. E uno potrebbe continuare a dirmi, va bene, ho capito, è un paesaggio peculiare, atipico, poco antropizzato, montagna di gesso, però... Vabbè che sono rare, però ci saranno anche da altre parti. Eh, ci saranno altre zone che magari hanno più gesso o valori superiori alle vaporiti Emiliano-Romagnole, circa il paesaggio o altro. In realtà no, sono eh, evaporiti che hanno probabilmente, visto anche che le abbiamo candidate, questo è quello che sosteniamo, i più alti valori naturali e culturali in assoluto nel mondo. Tipo la grotta più profonda al mondo nei gessi è in Emilia-Romagna, il sistema classico di Monte Caldina, meno 300 metri. In termini assoluti non è molto profonda. La grotta dei calcari arrivano anche a meno due chilometri o giù di lì, ma nei gessi, molto più rari, è circa 300 metri, è tanto, tantissimo. Per ora non c'è una grotta nei gessi al mondo più profonda. E poi siamo qui, è uno dei motivi per cui anche sono venuto a questo convegno: eh, siamo l'università più antica al mondo. Bene. Fuori porta, a Bologna c'è un grande fioramento gessoso, oggi protetto i gessi bolognesi. Benissimo, ci si arriva anche in autobus. La comunanza e la vicinanza tra l'università più antica del mondo e affioramenti gessosi assolutamente importanti, ha fatto sì che generazioni di studiosi dell'Unibo, a partire da Ulisse Aldrovandi, andassero a cercare cose all'inizio, curiosità naturali, oggi ricerca nei gessi. Vedete a destra la prima rappresentazione di un spelotema, cioè di una stalattite, nei gessi è descritta da Ulisse Aldrovandi a fine Cinquecento. Poi la sua opera Il Museo Metallico come pubblicata postuma nel primo quarto del Seicento. Ci sono, non mi sto a dilungare, le vedete lì elencate, mh, geomorfologie per certi versi uniche, come le ansi ipogee, esistono soltanto eh, nelle vaporiti triassiche della Valsecchia. Dentro le grotte eh, ci potevano cadere degli animali. E quindi abbiamo cavità paleocarsiche carsiche, cioè prequatrenarie e quaternarie eh, che facevano da trappole naturali. All'interno ci abbiamo trovato dei fossili del periodo glaciale o molto più antichi, che sono olotipi, specie nuove per la scienza. C'è una iena eh, unica al mondo trovata in una cavità paleocarsica della vena del gesso che si chiama Plioviverrops Faventinus. Siamo vicini a Faenza. Per la scienza c'è solo quello lì, quell'esemplare lì. E le vaporite messiniane, quelle del Basso Pennino, tra cui la Vena del Gesso di cui hanno parlato i colleghi Sericola e Marangoni prima, eh, si sono originate in una grandissima catastrofe ecologica che ha interessato milioni eh, di anni fa il Mediterraneo, circa 6 milioni di anni fa, e che ne provocò un disseccamento importante. Ecco, il Mediterraneo si trasformò in una salina, sul suo fondo si depositarono gesso eh, e salgemma, e in Emilia Romagna gesso e quindi se c'è un luogo chiave in cui studiare la crisi di serenità del messiniano di circa 6 milioni di anni fa sono appunto i gessi della nostra regione. Se la base della candidatura eh, sono gli aspetti geologici e morfologici ci sono gli aspetti biologici e quelli culturali che sono accessori, che non sono il cuore della candidatura ma che nella candidatura comunque sono gli illustrati. E Ci sono valori biologici assoluti nei gessi dell'Emilia Romagna? Eh, ci sono le grotte, il gesso è un minerale solubile. Pensate che in basso a destra, questo che non è un insetto, è un collembolo, che è un mondo a sé, che non è grande come un gatto, è un millimetro, un millimetro e mezzo, molto ingrandita, la fotografia, si chiama Deutoropurura Piero Luci. Piero Lucci è un mio caro amico, uno speleologo vivente, l'ha scoperta lui, eh, descritta per la, per la prima volta nella scienza, unico esemplare però un raccolto al mondo in una grotta eh, dell'Emilia Romagna. Eh, il nifargus, questo gamberetto in alto a sinistra, vedete senza pigmentazione perché vive esclusivamente in grotta, eh, ce l'abbiamo eh, nelle nostre grotte ed è assolutamente raro. Non mi dilungo sui pipistrelli o sulle piante, in basso a sinistra l'unica stazione italiana di una felce che si chiamava, perché adesso ho cambiato nome, che è l'antespersica, ma molti continuiamo a chiamarla così. Valori culturali, eh, sui valori archeologici hanno detto i miei colleghi sulla sola vena del gesso, ma la candidatura è più ampia, a me da geografo mi interessano gli aspetti più recenti, il paesaggio della vena del gesso in territori molese o eh, faentino, o piuttosto nei gessi riminesi caratterizzati eh, dagli oliveti. Eh, eh, gli olivetti qui sono fuori posto. Come mai si può trovare ancora l'olivicoltura in provincia di Ravenna? È perché il microclima dell'affioramento gessoso permette una temperatura più mite, una mitigazione dei rigori invernali permette l'olivicoltura. Eh, arriviamo fino alla seconda guerra mondiale, quando qui c'era la linea gotica, già richiamata da altri prima di me, e eh, le grotte della Vena del Gesso ospitarono sfollati in grotta per l'inverno 44-45 di cui abbiamo ancora i resti della loro vita quotidiana. In alto a destra una cisterna, eh, le acque sui gessi non sono potabili perché quelle carse che contengono ione solfato che è leggermente tossico, qui la gente ha vissuto per secoli di acqua piovana che è un fenomeno interessantissimo e comunissimo in Sicilia, a Pantelleria, a Malta, a Dubrovnik, a Creta, a Cipro ma che qui troviamo nell'Apenino Faintino a 300 metri di quota in pieno bioma continentale, atipica. Candidatura. Siamo partiti nel 2015, l'idea originaria è stata di Paolo Forti, che oggi è in pensione, che è stato per tanti anni il presidente dell'Associazione Spirologica Internazionale. Partì dal fatto che eh, non esiste ad ora una, eh, un sito Carsi con i gessi protetto dal World Heritage List UNESCO e finora sono stati fatti soltanto nei calcari e in diverse pubblicazioni l'UNESCO caldeggiava che ci fossero anche evaporiti e comprese con questo riconoscimento. La Federazione Spirologica della Regione Emilia-Romagna, che coordina tutti i gruppi spirologici regionali, eh, l'ha portata avanti negli anni, eh, anche politicamente. C'è una legge regionale che promuove la spirologia in regione, presso la regione. La regione a un certo punto ha fatto sua questa proposta di candidatura. Si è costituito un comitato tecnico-scientifico, dove dal punto di vista scientifico sono soprattutto Unibo e Unimore che eh, hanno portato avanti la scrittura della candidatura, ma che vede rappresentati. Il servizio regionale della Regione Emilia-Romagna, sia dei parchi che della Protezione Naturale delle Aree Protette, Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, Parchi Nazionali, Sopraintendenza archeologie per le arti e paesaggio, delle varie eh, province regionali coinvolte e quindi vedete io faccio il geografo umano, c'è un geografo fisico, ci sono geologi, ci sono archeologi, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Corale interdisciplinare candidatura ribattezzata Evaporite Casting Caves of Northern Apennines organizzata su sette siti, dall'Appennino Reggiano Alto, dove ci sono i Gessi Triassici, al Basso Appennino Reggiano, dove ci sono i Gessi Messiniani, passando per i Gessi Bolognesi, per la Vena del Gesso e per eh, Evaporiti di Salleo e di Onferno, quindi fino a Riminese. C'è stato un lavoro grosso di scrittura, di documentazione. Eh, eh, a sinistra il primissimo opuscolo illustrativo erano 30-40 pagine. Da quando non avevo mio figlio a quando è nato, nel frattempo è anche diventato grandino, la carta è aumentata e siamo arrivati alla pubblicazione vedete, di 5 volumi eh, di dossier sottoposti all'UNESCO, ovviamente in inglese, tutti. Eh, disponibili su internet e di fatto una candidatura a costo zero perché tutte le persone coinvolte l'hanno fatto gratuitamente, ovviamente, anzi ci abbiamo rimesso. Pensate quanti sapriuoghi, quante fotografie, quante, quante spese anche vive che ci siamo accollati. Ma perché ci crediamo? Appoggiato dal Ministero dell'Ambiente, approvato da tutti gli enti locali coinvolti, questa candidatura ha passato, tutte le unioni di comuni, tutti i comuni, quasi sempre all'unanimità, cosa rara nella politica italiana. Nel 2018, inseriti nella tentative list UNESCO, che è il primo filtro eh, che c'è dopo una proposta di candidatura, inizio di quest'anno la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, ogni Stato la sua, ha deciso che per il prossimo anno, il 2023, la candidatura italiana alle liste del patrimonio mondiale è appunto Grotte e Carsismo nelle Vaporiti dell'Appennino Settentrionale. In questi anni... A parte la parte scientifica che io, come ricercatore, ho seguito di più, c'è stata anche da parte degli enti locali e delle aree protette una grande attività anche di divulgazione sui social, ma anche tanti incontri in presenza con. Comunità locali, eh, parola chiave da tanti di noi ricordate, cioè non poteva essere, non vuole essere una candidatura calata solo dall'alto, perché tanto anche il valutatore UNESCO la prima cosa che fa è anche incontrare gli stakeholder, quindi non può esistere una proposta che io faccio ma che non è condivisa a livello locale. Abbiamo fatto mostre, abbiamo fatto incontri pubblici in tutte le comunità locali coinvolte, ma anche nelle città vicine, basso a sinistra un incontro a Imola che non è pienamente coinvolta, ma in molese, sì, invece. E la faccio breve, eh, il prossimo anno è l'anno in cui ci sarà il responso, che può essere appunto, accettato in toto, respinto in toto oppure rimandato a settembre, vi dicevo, cioè eh, richieste di chiarimenti, aggiustamenti di perimetrazioni o altro. La valutatrice dell'UNESCO assegnataci è un'esperta in aree carsiche, già direttrice delle grotte di San Canziano in Slovenia, si chiama Gortana Beltram ed è con noi da lunedì e sarà con noi fino a lunedì prossimo. E io sono con lei H24 dal lunedì scorso, sono anche un po' stanco perché eh, dalle 7 alle 23 letteralmente eh, siamo con lei e tra due ore, dopo questa pausa di questa mattina, devo essere con lei alla Grotta dei Retiberi, un sito chiave della candidatura, assieme peraltro a Sericola e Marangoni. E... Vediamo cosa succederà. Da una parte c'è aspettativa... Certo che le abbiamo le aspettative, è un grande progetto, appoggiato dalla Regione, ci abbiamo lavorato tantissimo. I valori li ho sintetizzati in tre slide, ma eh, sono stati scritti proverbiali fiumi di inchiostro sulle vaporite dell'Emilia Romagna. Il lavoro a casa è stato fatto, i compiti li abbiamo fatti? Sì, perché è la prima cosa anche che ha detto la Beltram. Arrivata dal punto di vista scientifico, alla candidatura è perfetta. È automatico che verrà coronata da successo l'avventura? Assolutamente no, vedremo, aspettiamo e perché? Perché comunque eh, dal punto di vista politico l'UNESCO deve dire la sua, perché comunque dal punto di vista politico Italia e Cina sono i paesi più rappresentati al mondo in termini di World Heritage List. Ogni volta che l'Italia e la Cina fanno ulteriori candidature, è sempre più difficile politicamente concederle a questi paesi, perché come fai a darne sempre di più? Sovraesponi quei due paesi eh, nell'ottica degli altri a scapito di chi li mettere gli altri che li vorrebbero. Se poi ci aggiungiamo che proprio la nostra regione già l'anno scorso ha avuto d'accordo in un'altra categoria, ma comunque un altro riconoscimento, già ricordato ovviamente, di cui si parlerà dopo, visto i portici di Bologna, è politicamente più difficile a questo punto fare, concedere questo riconoscimento? Non lo so, forse sì, forse no. Adesso vedremo. Mi fermo qui. Grazie. Per questa presentazione sintetica, eh, mi è interessato molto diciamo, questa dimensione dell'ipogeo, dello scavo. Perché normalmente siamo abituati sempre a guardare i paesaggi per quello che c'è in superficie, chiedendoci forse meno volte quali sono gli elementi che li caratterizzano realmente. Avevo una domanda in realtà, perché mi sono insomma, interessata a questo leggendo l'abstract. E volevo capire qual è il grado di vulnerabilità di questi paesaggi, che così magari può essere interessante per chi non è del settore come me. Ovviamente, come in tutte le candidature, UNESCO, eh, bisogna discutere i punti forti e i punti deboli della candidatura, tra cui anche le minacce ovviamente. Allora, è un territorio che nel passato è stato, mh, soprattutto le vaporite del basso Appennino, quelle messinane. Abbastanza antropizzate, ma si sono quasi completamente spopolate a partire dagli anni del boom economico. Vivere lì non era facile, non c'erano strade fino agli anni 50, non c'era acqua potabile. La via Emilia in linea d'aria è solo 15 km. Sono le prime aree del Basso Appennino a essersi spopolate quindi si sono. Molto rinaturalizzate, quindi la minaccia antropica in sé di pressione o di speculazione edilizia è nulla, letteralmente. Nella Corea, nella vena del Gesso non ci abita una persona oggi, nessuno. Quindi quello non c'è, non c'è consumo di suolo, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono pascoli e agricoltura, ma nella stragrande maggioranza di queste aree protette, grazie alle aree protette, eh, si arriva in alcune aree al 60-70%, nella vena del gesso che conosco di più, 50% di agricoltura biologica, quindi pericoli legati a eh, iperutilizzo di fertilizzanti anticritogamici e quindi in un'area carsica, tema importantissimo, la qualità delle acque, eccetera, eccetera, eccetera. E assolutamente sotto controllo e soprattutto monitorata. Eh, da dieci anni tutte le acque carsiche eh, sono oggetto di un monitoraggio continuo da parte di Io, De Vaele, coautore di questo intervento, e quindi anche lì ci siamo. La minaccia più grave è l'unica cava di gesso ancora aperta in Emilia Romagna, che è anche la più grande d'Europa, in comune di Riolo Terme a Montetondo, che Gortana Beltran vedrà oggi pomeriggio e di cui ascolterà. Anche la controparte, l'ottica delle candidature, ci ha detto che questa cava c'è, è fuori dall'area eh, protetta e tutelata, però non, si può che, eh, non può accadere che questa cava, eh, come dire, riduciamo l'area protetta per far spazio a una cava, consumiamo il gesso che vorremmo proteggere. Ecco, no. Le comunità locali, oggi pomeriggio c'è anche l'incontro con gli stakeholder, ci sono i sindacati della Cava che invece esporranno le loro ragioni, che io non conosco, che le saprò tra 4-5 ore eh, alla valutatrice, questa cava è un problema. Eh, la regione Emilia-Romagna negli anni 90 decise di chiudere tutte le cave di gesso in regione, proprio perché il gesso era importante di mantenere l'attività estrattiva in un solo sito: questo di Montetondo, in comune di Lalo Terme, è un sito molto grande. E ci sono tante problematiche aperte, da una parte l'occupazione eccetera, ma nessuno dice che la cava deve chiudere domani, però non può neanche essere eterna, dall'altra... L'edilizia, qui siamo nel eh, Dipartimento di Architettura in Italia: eh, come dire, non c'è più un enorme bisogno di cemento o di, gesso, o di gesso come negli anni del boom economico, il gesso peraltro può essere ricotto e riutilizzato, e quindi la stessa cava nella loro fabbrica, oltre che gesso primario nuovo, anche ricuociono cartongesso da demolizioni attuali. Eh, il gesso anche si può addirittura ricreare di sintesi oggi in fondo è un solfato di calcio biidrato ci sono tanti tasselli da protezionista da conservazionista da promotore di questa candidatura certo eh, per me la cava è un problema e vediamo nell'ottica anche della candidatura e anche di quello che sarà il discorso politico di questi giorni, multilivello, comunità locali ma anche la regione. I piani estrattivi si giocano soprattutto in regione e in provincia e vediamo cosa salterà fuori. Grazie per l'approfondimento. Grazie ancora. Allora, chiamo... Alla prossima presentazione, Valentino Marini Govigli, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari. Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio, utilizzo questo tempo morto per ringraziare gli organizzatori per la possibilità di presentare questo lavoro che è iniziato col mio dottorato svariati anni fa, 8-9 anni fa, e che ogni occasione per continuarlo e per proporlo è. È interessante, quindi grazie. grazie. Questo intervento parlerà della, del paesaggio spirituale. È un lavoro interdisciplinare che con colleghi dell'Università di Ioannina in Grecia abbiamo intrapreso, loro da più anni, eh, io un po' meno, eh, per cercare di capire come il paesaggio spirituale si è strutturato, quindi una ricostruzione storica etnografica antropologica. E capire nel contesto di oggi come questo può aiutare eh, a un, un nuovo sviluppo eh, economico per, delle zone, eh, per le zone rurali del, della regione dell'Epiro in Grecia. Ringrazio quindi la mia collega Caliopi Stara dell'Università di Ioannina con la quale abbiamo preparato questa, questa presentazione. E, e quindi è importante, in questo breve intervento, cercherò di articolare alcune ragioni per cui è importante eh, gestire in maniera integrata il paesaggio. Spirituale, fornendo alcune informazioni, alcuni risultati della nostra ricerca nel corso degli anni, eh, dell'Epiro che possono essere, credo, di interesse anche per eh, il paesaggio spirituale italiano che è molto ricco e molto interessante. Che cosa si intende in letteratura per siti sacri naturali? Beh, si intendono questi luoghi di spiritualità, di culto, religiosi, che hanno componenti sia naturali che culturali, che spesso si fondono in un unicum. E con significati importanti per le comunità locali che spesso li gestiscono. Quindi pensiamo a Uluru Mountain nel, nel cuore dell'Australia, con un significato molto forte per gli aborigeni, ma anche alle numerose chiese, abbazie, monasteri e i boschi che questi circondano, come il bosco di Leoluco, nella prima foto, o anche alberi sacri che vengono protetti perché, eh, per il passaggio di alcuni santi o per alcune testimonianze che vengono anche conservati a seguito della loro morte. Nel mondo il paesaggio spirituale è vasto, non è limitato a una cultura specifica né a un'unica religione, ma è stato studiato e identificato. Questi siti sono stati identificati in tutti i continenti, eccetto l'Antartide, e, e ci sono studi anche di, eh, di colleghi eh, che in Italia hanno identificato e analizzato i più di 2000 siti sacri eh, naturali italiani per valutare il loro contributo alla conservazione e alla protezione della biodiversità. E per quanto riguarda il caso della Grecia, che è dove il mio intervento si strutturerà, nella zona dell'Epiro, che è in Grecia settentrionale, al confine con l'Albania, più di 20 foreste sacre sono state ristudiate da un team di antropologi, etnografi, etnografi e eh, archivisti e storici. Qual è la peculiarità dei siti, sacri, dei siti sacri naturali, SNS nella loro sigla in inglese? è, il, è il come si fonde il, la componente naturale con la componente culturale, che è un po' il cuore della discussione di, del, del convegno di oggi. Natura e cultura non sono componenti separate, ma una esiste per l'altra e l'altra esiste per l'altra, nel senso che è il, è il costrutto culturale, è l'idea di paesaggio sacro, è il, la sacralità che crea il luogo, ma il luogo stesso viene creato per gli elementi naturali che questo, che questo contraddistingue. E, e quindi perché è importante studiare e gestire il patrimonio e, e il, il paesaggio spirituale? In, secondo noi ci sono tre principali ragioni. La prima è che siamo sempre più coscienti a livello di collettività, a livello di società, che eh, le foreste, gli ecosistemi naturali non ci forniscono solo beni o servizi, ma ci forniscono una serie di contribuzioni emotive, spirituali, estetiche, ricreative, che sono fondamentali per la nostra vita, per il nostro sostentamento. Il prima, la prima immagine mostra l'aumento di visite in un bosco della Germania durante, prima e dopo il lockdown, e questa crescita del, del rapporto con la natura eh, è, è stata studiata, è stata vista anche a seguito appunto, della, pandemia della pandemia sanitaria. Si parla di respiritualizzazione quando si, si guarda l'ambito forestale, ovvero un nuovo contatto che, che, la, che la collettività sta, eh, sta avendo con la natura, con il bosco in questo caso, a seguito di eh, secoli di eh, gestione sistematica dell'utilizzo forestale. Quindi, primo aspetto, c'è la necessità di esplorare questa componente più intangibile. Il secondo aspetto è che può essere anche un volano di sviluppo economico. Sem ci sono sempre più iniziative ed imprenditoriali che cercano di fondere questi elementi intangibili per avviare delle nuove esperienze sensoriali con le quali noi, collettività, possiamo eh, comprendere la natura. Pensiamo alla via ricreativa della via francigena, pensiamo ai bagni di bosco, pensiamo a delle start-up innovative che permettono la eh, deposizione delle ceneri in, in zone boschive. E poi... E qua mi ricollego a qualche intervento che ha parlato del paesaggio come paesaggio collettivo e soggettivo. Quando pensiamo alle emozioni, quando pensiamo alla spiritualità, non possiamo non, non eh, riconoscere l'individualità della eh, percezione che possiamo avere del territorio. Eh, pensiamo ad esempio, questo è un caso della Grecia con cui ho vissuto negli anni in cui, in cui ero in Grecia, alle eh, persone di zone urbane, di Atene, di Salonico che visitavano la zona di Zagori, in cui sono, ci sono questi boschi sacri per, il, per la componente naturalistica, e invece la gente del luogo che definiva questo, questa afforestazione eh, spontanea come prassi di erimia, un, un deserto verde, perché lo associavano direttamente allo spopolamento del territorio e a eh, questa nuova natura che, eh, che si è sviluppata negli ultimi anni. Quindi è importante eh, creare una gestione territoriale integrata che tenga conto di tutti questi aspetti generazionali. Dedico le, le ultime slide per presentarvi brevemente questo laboratorio a cielo aperto che sono le foreste sacre dell'Epiro. È un network di foreste sacre che sono state appunto riscoperte recentemente da un lavoro storico-antropologico eh, nelle vicinanze di villaggi. Boschi che sono stati protetti grazie all'aiuto della Chiesa ortodossa o delle comunità in un periodo eh, datano dal XV al XIX secolo sono state protette proprio come per proteggere alcuni servizi ecosistemici che, che stavano sparendo per il forte utilizzo antropico del, del, del territorio. Eh, ad esempio, quindi si diversificano in boschi di protezione, cioè aree sopra i villaggi che venivano protette per mantenere le riserve d'acqua, per evitare l'erosione, la caduta di sassi eh, sui villaggi, oppure mh, boschetti dedicati a santi e, o alla Vergine Maria. Ricordiamoci il contesto, come vi ho detto il paesaggio spirituale, secondo me, ma secondo anche altre eh, persone che hanno e colleghi che sono intervenuti oggi, deriva dalla componente culturale e dalla componente naturale. La componente culturale è al momento in, in declino: nel senso che la zona dell'Epiro è stata e sta vivendo una forte spopolazione a seguito del, del, del movimento demografico verso città come Atene e Salonicco e quindi un abbandono delle pratiche di gestione tradizionale, che fanno sì che si sta perdendo anche la conoscenza dell'esistenza stessa di questi boschi. In queste ultime slide vi fornisco perché sono importanti da un punto di vista sociale, economico e, e ambientale, secondo quello che abbiamo studiato. La dimensione sociale è molto forte. Abbiamo visto facendo degli studi in questi boschi come l'esistenza del bosco stesso e la forza della collettività, anche se si è ridotta in numeri, esiste. E ha, eh, esiste nonostante 300 anni di sconvolgimenti sociali, guerre, economici ed ambientali. Questo significa che la collettività, quando ha, ha creato hanno creato questa forma di spiritualità all'interno di questi boschi e, e l'azione la, collettiva è resiliente, resiliente a cambi molto forti e eh, questo dà eh, interessanti prospettive per, per la conservazione futura. Dal punto di vista ambientale i boschi sacri della, della Grecia sono stati anche studiati per i livelli di biodiversità vegetale e animale che questi conservano rispetto ad altre aree circostanti, eh, secondarie, che eh, ad esempio eh, aree agricole abbandonate. E quindi hanno una forte componente ambientale. E dal punto di vista economico appunto, eh, i boschi erano generatori di eh, protoservizi ecosistemici, possiamo definirle, piccoli boschi verdi in un intorno... Fortemente attropizzato, che quindi fornivano zone d'ombra per il bestiame, riserve idriche, protezione dall'erosione, e ad oggi continuano questa funzione. Eh, in certe zone grazie a nuove opportunità di sviluppo territoriale integrato come ad esempio attività di educazione ambientale, turismo naturalistico i siti sacri, eh, le foreste sacre della Grecia, dei villaggi di Zagori sono iscritte nella lista dell'UNESCO nazionale e sono al momento insieme alla zona di Zagori e il suo intero costrutto culturale st st stanno venendo valutati per essere inseriti nella lista mondiale del patrimonio culturale dell'UNESCO. Quindi concludo brevemente con tre raccomandazioni a livello politico di, di quello che abbiamo visto, al, eh, di come conservare il patrimonio spirituale in un'ottica di gestione moderna. Il primo è questo forte legame tra valori naturali e culturali, ma sto ripetendo cose che sono state già dette, quindi non si può considerare l'aspetto culturale senza l'aspetto naturale per la conservazione di questi siti, eh, che sono una bilancia tra i due aspetti. Non possiamo gestirli né conservarli se non teniamo conto che sono in costante evoluzione e quindi spesso nella zona in questione strumenti di policy statici come le aree protette non hanno funzionato alla loro protezione ma hanno contribuito al loro declino culturale e quindi bisogna pensare forse a delle strategie di conservazione più dinamiche che tengono conto dell'evoluzione del contesto. E infine bisogna tener conto della pluralità degli attori coinvolti per far sì che tutte queste percezioni tradizionali di spiritualità ma anche in chiave moderna possano essere poste in essere per una gestione territoriale integrata e inclusiva ehm, al fine che vengano appunto, eh, conservati al meglio, in, meglio inteso come la volontà delle comunità che li hanno in primo luogo creati e mantenuti nel tempo. Con questo è tutto. Grazie. Grazie anche per la gestione del tempo, perfetto, in perfetto orario. No, mi interessa particolarmente questo tema, anche perché, in contesto differente, in realtà ho lavorato molto in India e continuo anche una ricerca lì, in cui l'elemento dell'acqua è legato chiaramente al tema delle spiritualità e alla dimensione culturale dei luoghi. E il tema delle comunità in particolare è fondamentale proprio nel preservare determinati luoghi in quel contesto. E sono le comunità che spesso preservano delle architetture che giacciono in determinati luoghi, che si costruiscono con quelli che sono i materiali che la natura offre in, in questi contesti specifici. Volevo capire in realtà un po', lei l'ha attraversato. Qual è il ruolo delle comunità locali nel preservare e qual è l'interesse in qualche modo dimostrato dalle comunità stesse nella preservazione, nella conservazione e valorizzazione anche di questi siti? forse non ho detto per la brevità dell'intervento che diciamo la sacralità di questi siti è molto diversa da quelli di altri siti sacri che possono essere in Asia o in Africa in quanto lo spirito non è parte integrante della natura ma è la chiesa che è intervenuta diciamo, come in funzione di gestore insieme alla collettività per preservare un bosco che non esisteva in quel momento per la forte atropizzazione del territorio la comunità stessa quindi ha partecipato diciamo in forma passiva alla, alla creazione della sacralità di questi posti, in alcuni di questi posti c'è proprio anche ricordo eh, di aneddoti in cui i, i, i sacerdoti hanno camminato intorno ai confini del, del bosco per renderlo sacro e quindi definire qual era la zona sacra e la zona non sacra. Queste diciamo, imposizioni, da un certo punto di vista eh, religiose, sono state vissute dalla comunità come dei tabù e poco a poco si sono trasformate nella loro, eh, nella loro cultura. Quindi è, è molto interessante anche questa evoluzione da preserviamo la foresta perché altrimenti riceviamo una punizione divina a preserviamo la foresta perché questa rappresenta la nostra cultura e la tradizione del nostro villaggio. Sì, sì sostanzialmente rispetto diciamo, alla cultura indiana è un po' quasi un processo inverso. Esatto, c'è questa differenza che mentre nelle culture indiane probabilmente anche in Africa, la sacralità è intrinseca, qua la sacralità è stata imposta, possiamo dire in qualche Vabbè. modo. Grazie. Grazie. Allora il prossimo intervento, Francesco Lipparini, Dipartimento di Architettura, questa volta giochiamo in casa, che porterà un intervento eh, dal piano Cervellati ai Portici UNESCO, il percorso di Bologna nella conservazione del centro storico. Gestione, magari se fa meglio di me. Li abbiamo già messi in ordine. Okay. Buongiorno, mi presento molto brevemente. Sono Francesco Lipparini, un dottorando in storia dell'architettura dell'Università di Bologna, ma recentemente ho avuto anche un'esperienza come intern nell'ufficio UNESCO per la scienza e la cultura in Europa di Venezia. Il tema del contributo è, è, rientra in quello che UNESCO eh, definisce come patrimonio storico urbano nelle sue raccomandazioni e in particolare si concentra sul percorso di Bologna nella conservazione del centro storico, partendo da una tappa fondamentale che è il piano Cervellati fino riconos al riconoscimento dei portici come patrimonio UNESCO. Il centro di Bologna è uno dei più estesi d'Italia e indubbiamente anche uno dei meglio conservati, merito di una lunga tradizione di strategie di pianificazione che a partire dalla seconda metà del Novecento hanno garantito la sua conservazione e hanno portato come più recente risultato proprio il riconoscimento dei portici come patrimonio mondiale dell'umanità. Intanto qui vediamo la mappa che è stata citata anche precedentemente del 1663 di John Blair. Le vicende relative al tema della tutela del centro storico bolognese prendono avvio nel 1962 quando a Leonardo Benevolo viene affidata un'indagine per individuare i caratteri storico, storici e identitari della città. Ah. Indagine che viene condotta con la collaborazione di un gruppo ristretto di architetti, ingegneri e studenti e con la collaborazione di una figura molto importante quale quella di Antonio Cederna. Con, grazie ai risultati di questa pionieristica ricerca e alle disposizioni della cosiddetta legge Ponte, che introduceva per prima il concetto di conservazione dei centri storici, Bologna è nel 1969 una delle prime città ad adottarsi di un piano per il centro storico. Questo piano segue le linee guida della Carta di Gubbio del 1960, secondo cui la nozione di monumento deve riguardare non solo i singoli complessi edilizi, ma estendersi a tutto il centro storico, che pertanto deve essere considerato e conservato nel suo insieme. Questa visione guiderà le politiche urbane a Bologna anche nei decenni successivi e risulterà determinante per la creazione e la diffusione di una nuova identità della città e del suo modello di sviluppo. Il passo successivo, che è anche stato uno dei più eh, importanti nella storia de dell'urbanistica contemporanea in Italia, risale al 1972, quando l'amministrazione comunale presenta una variante integrativa al piano per le edilizie economiche popolare, piano che era in vigore dal 1965, variante che invece viene elaborata dall'allora assessore all'edilizia pubblica, l'architetto urbanista Pierluigi Cervellati. La grande novità di questa variante è che estende al centro storico gli interventi di edilizia economica e popolare. Tanto qui vediamo i risultati dell'indagine di Benevolo eh, differenziati a seconda delle tipologie edilizie, in particolare in grigio scuro si vedono edifici specialistici nodali unici, in eh, verde edifici a corte, in rosa le case artigiane e in violetto edifici storici non classificabili come organismi tipici, tipologie edilizie che saranno fondamentali proprio per il piano Cervellati. Noto anche come piano cervellati proprio dal nome del suo principale estensore, il PEP del 73 risulta uno dei primi esempi in cui la tradizionale concezione di tutela dei singoli monumenti si trasforma in quella che diventa una difesa integrale della città storica. Inoltre, il piano è il primo strumento che estende al centro storico le metodologie degli interventi di edilizia economica e popolare, con l'aggiunta anche di un obiettivo politico e culturale, quello di trasformare la casa da bene produttivo a servizio sociale per i cittadini. Reso esecutivo nel 73, il piano porta all'applicazione del concetto di risanamento conservativo che era già stato introdotto sempre con la carta di Gubbio nel 60 e che viene applicato come vediamo in alcuni comparti del tessuto urbano, nel borgo attorno a Via Solferino, nel complesso San Leonardo vicino a Porta San Vitale, nelle case di Santa Caterina di Saragozza e nel borgo di San Carlo. Operativamente gli interventi si basano prioritariamente su una lettura delle tipologie edilizie e si configurano pertanto non come strettamente filologici, ma a seconda della destinazione d'uso viene individuato il metodo di intervento. Proprio per la sua grande carica innovativa, il piano Cervellati è diventato sin dalla sua prima proposta. E nonostante diverse polemiche che ne, applica, che ne accompagnarono l'applicazione, perché risulta un, un esempio abbastanza limitante in alcuni casi, diventa un modello noto a livello nazionale e internazionale, oggetto di studio e di emulazione in tutto il mondo. Tanto che sono diverse le delegazioni che, dalla Sudafrica all'Australia, al ai paesi dell'America Latina, vengono in città ad osservare da vicino quello che è diventato il modello Bologna, che, partendo dalla definizione di tipologia edilizia, propone interventi serializzabili, ripetibili e che estendono all'ambito particolare della città storica modalità esecutive tipiche degli usuali programmi di edilizia residenziale pubblica. È infatti la metodologia operativa, più ancora che gli effetti concreti sul territorio, che rappresenta il lascito fondamentale del piano Cervellati, che è capace di conservare per tanto tempo un valore fondamentale nelle politiche urbane di Bologna, tanto che i criteri e le aree vengono, eh, che erano stati fissati nel 1973 vengono mantenuti sia nel PRG dell'85 che nei decenni successivi. Con il nuovo millennio si avvia una nuova fase della tutela del centro storico di Bologna che porterà come ultimo step proprio al riconoscimento dei portici come patrimonio unesco. Bisogna arrivare al 2007 con il piano strutturale comunale che è in vigore però dal 2008 perché il perimetro e la definizione stessa di centro storico vengano significativamente modificati. Arrivando ad integrare anche una parte eh, della città risalente tra il periodo post-Unitario e il secondo dopoguerra, che eh, sono eh, esterni alla terza cerchia di mura, terza cerchia di mura che da sempre aveva circoscritto quello che era il nucleo antico della città. Si può parlare di una visione ampliata che passa da centro storico a città storica, un cambiamento culturale profondo che è la conseguenza anche di un'evoluzione della città sia nel rapporto con i suoi abitanti e con i suoi visitatori, quanto nella sua identità culturale funzionale. A partire dall'anno 2000, poi eh, anno in cui Bologna è stata capitale europea della cultura, si era infatti innescato un processo di crescita costante delle presenze turistiche che aveva ricevuto un nuovo impulso da due eventi di poco successivi. Nel 2006 UNESCO riconosce Bologna come città creativa per la musica, mentre due anni dopo, nel 2008, la compagnia aerea Ryanair stabilisce una base nell'aeroporto cittadino. Le potenzialità della città come città turistica diventano sempre più evidenti e stimolano non solo una strategia di promozione e di sviluppo, ma anche un cambiamento nell'idea di tutela della città storica. Se infatti il piano per il centro storico del 69 e il PRG dell'85 consideravano il restauro e il consolidamento azioni finalizzate alla conservazione e non erano attenti al tema della trasformazione dello spazio pubblico, con il PSC questa concezione di tutela allargata inizia a includere gli spazi e le relazioni tra gli edifici come elementi altrettanto importanti per la qualità urbana della città e in particolare della città storica. Nella scia di queste esperienze il Comune promuove negli ultimi anni diversi interventi di integrazione tra eh, mobilità pedonale, dolce e riqualificazione dello spazio pubblico che contribuiscono a integrare i temi della resilienza nella trasformazione della città storica, utilizzando anche strumenti che non sono solo di tipo normativo. Una di queste iniziative è T-Days di nuovo in centro, che, che è la pedonalizzazione di una zona T, ossia via Gobassi, via Rizzoli e parte di via indipendenza durante i giorni festivi. L'ultima tappa di questo percorso è il recente risultato ottenuto con eh, l'inserimento dei portici nella UNESCO World Heritage List, eh, avvenuto nel luglio del 2021. I portici rappresentano da sempre eh, l'elemento unificante del tessuto urbano bolognese, eh, creando una sinergia unica tra eh, la società e la città che più di ogni altro edificio monumentale rappresenta agli occhi dei bolognesi quanto a quello eh, degli stranieri l'identità della città. Come ogni sito UNESCO, anche questo ha dovuto dotarsi di un piano di gestione, che è lo strumento operativo con cui si garantisce l'identificazione, la tutela, la conservazione e la, e la trasmissione del bene stesso. E che, nel caso bolognese, è stato definito dopo una fase di analisi conoscitiva che ha riguardato sia l'identità del territorio, ma che ha coinvolto anche tutti gli stakeholders, e coinvolgendo addirittura anche la popolazione in un processo decisionale partecipato. Nel caso bolognese il management plan supera gli indirizzi del piano cervellati in diversi aspetti. Uno è proprio il coinvolgimento della, della popolazione e, e quindi nella partecipazione attiva dei cittadini, presente soprattutto nella fase preliminare di analisi. Un secondo aspetto è l'approccio dinamico che permette un monitoraggio a breve, a medio e a lungo termine. E un terzo aspetto è la, la fase di mitigazione dei rischi, che non era una priorità negli strumenti precedenti. Del piano vengono comunque mantenute la forte impronta sociale e l'equilibrio tra conservazione e rispetto della destinazione d'uso. Il riconoscimento dei portici arriva come punto finale di un percorso che ha cercato di evolversi e adattarsi ai cambiamenti storico-culturali di Bologna senza mai perdere quella che è l'identità storica della città. Si arriva quindi a un'idea di tutela che non si concentra solo sulle architetture e sullo spazio urbano, ma acquista anche una forte valenza sociale. Concludo, la città storica diventa così un luogo di dinamico scambio tra presente, passato e futuro che plasma l'identità urbana e contribuisce alla conservazione, alla valorizzazione e alla tutela della città storica. Grazie. Sì, mi interessa particolarmente questo rapporto che sussiste fra architettura e dimensione sociale, in particolare in quello che lo spazio pubblico può offrire proprio nella... Eh, lettura e nel, quella che è l'identità vera poi di una comunità insediata, e credo che sia fondamentale, abbiamo visto stamattina anche quell'esperienza molto interessante dei portici di San Luca in questa catena umana che ricuciva diciamo due punti di arrivo e di, di partenza e di arrivo in questo caso diciamo che il progetto è veramente importante vedo Valentina Aurioli che si è battuta molto per questa candidatura è stato credo un grande successo proprio perché eh, i portici sono la rete e la vita proprio di Bologna e quindi la dimensione anche organica e più vitale del, della città stessa, riconosciuta a livello mondiale, io credo, conosco degli studiosi, torno sull'India perché frequento, che vengono a Bologna da sempre per studiare la struttura urbana, attraverso quello che è l'elemento caratterizzante appunto del portico. Eh, grazie molte per questa presentazione e anche per questo escursus che ci ha fatto capire molto bene diciamo come siamo arrivati a questa candidatura, grazie sarò veloce perché abbiamo ampiamente sforato e so che c'è anche un uh, mini lance qualcosa no? guardo Patrizia quindi chiamo la prossima presentazione Iana Ivanova Zankova del Dipartimento di Psicologia Renzo Canestrari che ci presenta un Andrea, vieni tu. Dicevo che ci presenta un, uh, il tema dell'utilizzo uh, degli spazi verdi, connessione con la natura e comportamenti proambientali. Indagine tra studenti dell'Università di Bologna ed è un, anche questo. Riprendiamo proprio questo tema della socializzazione, vediamo in che modo eh, si stabilisca un rapporto fra natura e, e studente universitario, in che modo la natura possa condizionare, anche dal punto di vista psicologico, la percezione dell'ambiente. Grazie. Grazie, grazie mille. Uh, sì, io sono Jana Tankova, sono da poco uh, passata al Dipartimento di Scienze dell'Educazione come ricercatrice. Um, però presento questo studio che abbiamo fatto insieme a Elvira Cicuniani del Dipartimento di Psicologia eh, in collaborazione con eh, i settori sostenibilità di Ateneo e Artec, eh, quindi Fabiana Fini e Luciana Sacchetti, eh, nonché Annalisa Setti, una psicologa dell'Università eh, di Cork, di Irlanda. Uh, si tratta di un'indagine che si inserisce uh, all'interno di un accordo di collaborazione con uh, l'Università di Cork, um, all'interno del contesto della Green Metric World University Ranking, um, incentrato proprio sul tema della sostenibilità e la partecipazione civica. Uh, in particolare, all'interno dell'Ateneo, uh, abbiamo. Uh, creato questa indagine uh, in relazione al progetto EXTRA, che ha proprio lo scopo di valorizzare le aree verdi uh, del campus universitario um, come elemento per contribuire a una migliore vita, qualità della vita universitaria um, e uh, rispondere alle diverse esigenze della comunità universitaria. Proprio per questo siamo state coinvolte poi, come area psicologica, nell'indagare le esperienze e il vissuto degli studenti universitari e di, delle aree naturali uh, nel proprio contesto. E, uh, per fare questo, siamo partiti un po' da. Uh, la letteratura psicologica sull'argomento e dalle osservazioni che pongono l'attenzione di quanto il trascorrere del tempo nella natura, uh, sentirsi particolarmente uh, connessi psicologicamente uh, con la natura si associa a un maggior benessere psicologico, uh, nonché a una maggiore adozione di comportamenti proambientali di conservazione della natura. E in questo ritorna anche per noi uh, il tema del senso di appartenenza, di partecipazione attiva al contesto, che diventa anche sociale, uh, come fattori importanti che possono facilitare questo uh, processo benefico. Uh, e per questo uh, abbiamo cercato di indagare la relazione tra questi diversi aspetti per gli studenti. Uh, il contatto e la connessione con la natura inteso come esposizione fisica proprio alle aree naturali quindi la percezione di accesso uh, l'utilizzo di queste aree naturali per diversi scopi uh, ma anche l'esperienza psicologica il notare la natura interagire con questa in modo significativo uh, e sentirsi parte di essa Um, abbiamo visto come questo si collega invece al senso di comunità universitario inteso come senso di appartenenza e qualità delle relazioni uh, sia tra studenti che con docenti uh, e l'opportunità di partecipare attivamente, um, come questi poi contribuiscono a questi due aspetti uh, principali del benessere psicologico e i comportamenti di conservazione uh, della natura. Um, abbiamo uh, quindi interpellato 451 studenti, principalmente dei campus uh, di Forlì uh, e uh, di diversi corsi di studio di Bologna. Uh, li abbiamo invitati a un questionario online, anonimo, completamente volontario, uh, che abbiamo fatto uh, in primavera quest'anno. Uh, e vi presento alcuni dei risultati. Dunque, siccome abbiamo utilizzato delle scale Likert per misurare i costrutti. Uh, possiamo vedere alcune delle medie delle risposte dei studenti, uh, in particolare per quel che riguarda l'accessibilità delle aree naturali, um, generalmente, in media li valutano positivamente um, e uh, l'utilizzo, sebbene non è quotidiano e quindi non, non proprio frequente, um, è più spesso legato a un utilizzo di socializzazione e di, del rilassarsi all'interno di questi spazi. Um, invece per quanto riguarda l'esperienza psicologica con la natura uh, abbiamo visto che la connessione quindi il sentirsi parte della natura uh, sia particolarmente forte tra i studenti con una, una valutazione molto positiva un po' minore invece questa, uh, questo coinvolgimento attivo nel notare e interagire con la natura con uh, la flora e la fauna um, nonostante questo ancora positivo. Quindi abbiamo preso questi aspetti e abbiamo visto la loro relazione con i nostri principali variabili di interesse, il benessere psicologico e la conservazione della natura. Uh, abbiamo visto infatti che uh, i comportamenti della conservazione della natura sono uh, favoriti sia da un maggiore utilizzo di questi spazi naturali all'interno del contesto universitario, uh, sia del, uh, degli aspetti di notare la natura e sentirsi parte di essa. Uh, il notare la natura ha avuto anche uh, un importante collegamento con un maggior benessere psicologico. Considerando invece il senso di comunità, abbiamo visto che uh, la percezione di accessibilità degli spazi naturali uh, favorisce diversi aspetti del senso di comunità universitario e l'utilizzo degli spazi naturali promuove la connessione emotiva con gli altri studenti, probabilmente proprio per questo uh, utilizzo maggiore di, uh, per scopi di socializzazione. Uh, gli aspetti di una migliore relazione con gli altri all'università e il senso di appartenenza a loro volta portano a un maggior benessere psicologico. Uh, e dunque possiamo concludere un po' che uh, il contatto con la natura è un'importante fonte di benessere per gli studenti universitari del nostro uh, Ateneo, in particolare... Um, L'accessibilità e l'esposizione a questi spazi verdi nei campus contribuisce a questo senso di comunità attraverso migliori relazioni, eh, a loro volta poi legati al benessere. Eh, importantemente comunque l'esperienza psicologica della natura eh, si eh, collega a una maggiore sensibilità per la conservazione ambientale, il che ci porta un po' a, a a ragionare sugli uh, interventi che possiamo uh, fare, che, che stiamo facendo attraverso la progettazione di spazi verdi e che possiamo migliorare. Uh, sicuramente questa, uh, il fornire questa opportunità di passare nel, del tempo negli spazi naturali ha uh, degli diversi, molteplici effetti benefici. Uh, che si inseriscono importantemente in un'ottica di educazione alla sostenibilità. Um, per una comunità studentesca che sappia vivere anche bene insieme. Uh, quindi si tratta di uh, promuovere il più possibile questo tipo di interazione con la natura come un'esperienza abituale uh, della vita quotidiana, ma i risultati che abbiamo visto sul coinvolgimento attivo con la natura e l'importanza che ha il notare e riflettere sulla flora e la fauna che si nota attorno a sé ci porta anche a sottolineare quanto sia importante. Che questi spazi siano caratterizzati anche da biodiversità uh, e quindi, un aspetto sicuramente che uh, si può ancora migliorare. Le foto che vedete all'interno di tutta la presentazione sono uh, sostanzialmente alcuni di questi spazi verdi di riferimento per i nostri studenti nei campus, soprattutto di Forlì e di Bologna. Uh, bene, vi ringrazio. Grazie a lei per questa presentazione. Sì, Dovremmo essere super sintetici perché abbiamo un ritardo accumulato, però devo dire che da quando anche nel nostro campus di Cesena c'è un bel Prato Verde, gli studenti usano sostanzialmente quello spazio in tutti i momenti disponibili, soprattutto nelle pause. E credo che soprattutto dopo l'esperienza negativa del Covid che abbiamo vissuto sempre, sia sempre più importante avere degli spazi di questo tipo anche all'interno delle università. Grazie, assolutamente. Mille. Grazie. Allora, devo passare velocemente al prossimo intervento. Chiamo Antonio Ledda, Università di Sassari, Dipartimento di Agraria. tu? Che ci... È... così. Okay. che ci presenta diciamo, questo intervento sull'adattamento ai cambiamenti climatici negli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica, il caso italiano. Sì. Eh. Sì, è... Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio anche chi ha organizzato questo evento e per la possibilità di parteciparvi. In questa presentazione andrò a illustrare sostanzialmente ehm, dei lavori recenti dei quali ci siamo occupati e che hanno avuto come oggetto l'adattamento ai cambiamenti climatici nella prassi pianificatoria italiana, sia a livello regionale sia a livello locale. È probabilmente inutile rimarcare il fatto che i cambiamenti climatici stanno segnando negli ultimi anni anche la situazione italiana dal punto di vista territoriale in seguito a alluvioni e anche a estati che ormai si stanno protraendo fino al mese di novembre. Diciamo che è palese l'effetto dei cambiamenti climatici. Anche l'UNESCO ha riconosciuto che i cambiamenti climatici sono una delle minacce più significative sia per l'umanità sia per i siti del patrimonio mondiale. Nell'arco degli ultimi decenni sono state elaborate una serie di strategie di mitigazione del cambiamento climatico che avevano come obiettivo quello di ridurre le emissioni di gas a serra solo che eh, queste strategie se tutto va bene nel scenario migliore possibile avranno effetti nel lungo periodo dunque si è manifestata soprattutto di recente la necessità di adattarsi ai cambiamenti climatici per avere un riscontro nel breve o al massimo nel breve periodo cercare di affrontare i cambiamenti climatici in maniera efficace adattarsi cosa significa beh Rispetto al tema dell'adattamento esistono diverse definizioni, io qui ne ho riportata una della Commissione europea dove si dice in sostanza che adattarsi ai cambiamenti climatici significa agire per prepararsi e adattarsi agli affetti attuali dei cambiamenti climatici sia a quelli previsti futuri. La stessa Commissione europea già nel 2013 ha adottato una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici che è stata poi sostituita lo scorso anno con una nuova strategia. La strategia cosa dice in sostanza? Dice che gli Stati membri dell'Unione europea devono elaborare delle strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici affinché eh, possano incrementare la resilienza delle popolazioni e dei propri territori. L'Italia ha adottato la propria strategia nel 2015 ed è in fase di elaborazione un piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, la cui bozza più aggiornata risale al 2018. Per quale motivo ci siamo focalizzati proprio sul tema dei cambiamenti climatici e in particolare dell'adattamento nella prassi pianificatoria? In primo luogo perché a livello internazionale per quanto sappiamo noi e in base alla ricerca bibliografica che abbiamo condotto negli ultimi quattro anni, studi che affrontano questo tema non esistono in Italia. Sono estremamente rari e quei pochi che abbiamo trovato fanno riferimento principalmente a date di conferenze. Il secondo motivo è che effettivamente la pianificazione territoriale del paesaggio può dare la possibilità di introdurre concetti di adattamento a livello di pianificazione locale e quindi i comuni stessi possono tradurre concetti astratti e indirizzi in azioni pratiche, in interventi che possono avere un effetto significativo sul territorio. E nella presentazione odierna vado a fare il riassunto di almeno due di questi studi che abbiamo pubblicato negli ultimi quattro anni. Il primo riguarda l'adattamento contenuto, in alcuni strumenti di pianificazione regionale Sardi, il secondo invece riguarderà il contenuto di adattamento in strategie, piani, programmi e progetti adottati da sei città italiane. Come abbiamo adottato, o meglio, come abbiamo applicato la nostra, il nostro approccio metodologico? Il nostro approccio metodologico si è basato sull'utilizzo di criteri criteri di analisi dei piani che sono ben radicati nella letteratura scientifica. In pratica cosa si è fatto? Si sono recuperati i piani, strategie, progetti e programmi e sono stati analizzati rispetto a un set di criteri che vedete elencati in questa tabella. In particolare si è verificato se lo strumento faceva riferimento a strategie o piani di adattamento, se erano inclusi obiettivi e misure di adattamento se era stata anche inserita un'analisi climatica e se i responsabili che dovevano poi realizzare le azioni di adattamento erano stati individuati chiaramente oppure no. Aspetto critico in genere questo. E se i piani sono stati analizzati per quanto riguarda la Sardegna e... Il, primo, il più recente risale al 2018, il piano della mobilità ciclistica. Il più vecchio è invece il piano straccio per l'assetto idrogeologico del 2004. Abbiamo applicato questo set di criteri su questi sei piani e si è visto che effettivamente i piani più recenti, quelli adottati negli ultimi 4-5 anni, contengono al loro interno dei riferimenti espliciti, chiari e dettagliati rispetto a strategie di adattamento. Inoltre definiscono misure esplicite di adattamento al cambiamento climatico e individuano chiaramente anche i responsabili che dovranno occuparsi di mettere in pratica queste azioni. Nei piani un po' più vecchi, come il piano paesaggistico regionale, il piano stracio per l'assetto idrogeologico e il piano d'azione ambientale, ovviamente queste informazioni non sono presenti. Perché sono particolarmente vecchi questi piani. Risalgono a quasi vent'anni fa, dove forse di adattamento non si parlava ancora. Però l'aspetto positivo è che all'interno di questi piani sono comunque incluse delle misure implicite di adattamento che non sono state elaborate specificamente per affrontare l'adattamento ai cambiamenti climatici, ma potrebbero essere utili anche da questo punto di vista. Nel senso che. Eh, possono contribuire a rendere i territori più, più resilienti. Sì, basti pensare, per esempio, all'incremento di superficie forestale prevista in alcuni piani, l'incremento delle superfici boscate, le aree a verde e così via. Pensate per altri scopi, ma che comunque sono utili anche dal punto di vista dell'adattamento. Il secondo studio invece si è focalizzato su sei città italiane: Bologna, Milano, Napoli, Roma, eh, Torino e Venezia. Un set di criteri molto simili è stato applicato su diversi strumenti adottati da queste città e in particolare cosa è emerso? Che eh, tre città in particolare sono promettenti, diciamo, dal punto di vista della considerazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici e sono Bologna, Milano e Torino. Rispetto agli strumenti analizzati da, da noi, che poi sono stati suggeriti dai comuni stessi, eh, effettivamente queste tre città hanno rispettato buona parte dei criteri che noi abbiamo utilizzato per l'analisi. Un po' più carenti invece risultano le città di Napoli e di Roma da questo punto di vista. In particolare in alcuni casi il criterio è proprio assente, non è stato affrontato neanche in maniera implicita. Quindi tendenzialmente le città di Bologna, Milano e Torino mostrano una forte propensione rispetto all'integrazione delle questioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Una prima conclusione che si può fare è innanzitutto che per quanto riguarda la letteratura scientifica in tema di adattamento ai cambiamenti climatici, dal nostro punto di vista, almeno qua in Italia, c'è ancora tanto da fare. Sono veramente pochi gli studi, quindi c'è ampio margine di miglioramento, si possono aprire ulteriori filoni di ricerca in questo settore. Per quanto riguarda invece eh, l'analisi specifica dei piani che noi abbiamo considerato, Effettivamente alcuni piani eh, hanno considerato le strategie di adattamento elaborate almeno a livello europeo e dunque hanno sostanzialmente fatto loro degli indirizzi eh, che poi verranno tradotti a livello locale passando dal livello nazionale poi a livello regionale e infine a livello locale. Questo è importante per mantenere una certa coerenza tra strumenti di livello diverso. È importante anche che alcune di, questi, di queste città e alcuni di questi piani che noi abbiamo analizzato a livello regionale abbiano definito degli obiettivi ad hoc di adattamento eh, che poi verranno tradotti a livello comunale o a livello provinciale. In alcuni casi i piani contengono azioni implicite, abbiamo detto, azioni implicite che comunque come viene detto nella letteratura scientifica eh, sono delle... Porte aperte delle, um, che consentono di eh, tradurre poi queste azioni implicite in azioni esplicite con piccoli aggiustamenti. Punto debole in genere l'analisi climatica. Che, quando presente, la maggior parte delle volte fa riferimento a scenari del passato, mentre è un po' più raro andare a, a individuare degli scenari futuri. E questo è un aspetto critico perché effettivamente per potersi adattare bisogna. Bisognerebbe, bisognerebbe conoscere, eh, almeno nel medio periodo, come evolverà il clima. Eh, ultimo aspetto riguarda poi l'aggiornamento dei, dei piani meno recenti. Si è visto che i piani che risalgono a 15-20 anni fa ignorano sostanzialmente l'aspetto dell'adattamento e per cui vanno necessariamente aggiornati. Questa sarebbe l'ultima slide, se non che mh, proprio un paio di giorni fa ho trovato questo riferimento che parla dell'UNESCO. E diciamo che da questo punto di vista, siccome questa conferenza è dedicata principalmente ai temi che riguardano l'UNESCO, eh, nel 2021 il Ministero della Transizione Ecologica, per rendere comunque evidente la necessità di adattarsi, ha finanziato interventi per 75 milioni di euro per l'adattamento ai cambiamenti climatici nei siti UNESCO di interesse naturalistico nei parchi nazionali, a rimarcare ulteriormente l'importanza di questo tema. Eh, con questo io avrei concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a lei per l'intervento. Volevo, volevo solo segnalare una cosa perché ci stiamo lavorando con quelli del CNR, esiste un programma che stanno mettendo a punto che è eh, fondato appunto sulla raccolta di dati meteorologici pregressi e sulla definizione di scenari. È un programma ancora in fase di elaborazione, gli areali sono molto grandi, però comunque da parte del CNR c'è questo genere di, diciamo, di attenzione. Almeno da parte del CNR diciamo, le unità che sono nella nostra regione. C'è anche da aggiungere una cosa che la settimana scorsa ero a Firenze, un'altra di queste riunioni di un UNESCO, c'erano colleghi del CNR di Roma che stanno cercando con ISPRES di mettere a sistema sia questo diciamo, modo di dare informazioni che ehm, rilevamenti satellitari ad esempio sul in questo caso degrado delle superfici all'interno delle città eccetera da mettere in relazione quindi diciamo che il nostro CNR ci sta lavorando ecco, solamente... Sì, io so invece che allo UOV hanno avviato dei corsi la all'interno del Dipartimento di Architettura Urbanistica, Pianificazione Territoriale, su, proprio sulla uh, problematica legata ai cambiamenti climatici, quindi magari potete anche insomma, costruire una rete anche in questo senso. Molto interessante. Mi sembra fondamentale questo tema, proprio centralissimo, come lo dicevo stamattina, eh, proprio ehm. perché attuale, imprescindibile e purtroppo eh, in qualche modo eh, ipoteca anche il nostro futuro. Quindi. Sì, sì, sì. Grazie. Grazie a voi. Ecco, passerei all'ultimo intervento della mattina con Francesco Lami, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari, con un intervento Paesaggi Viventi, la rete di interazioni fra biodiversità e habitat. Mi sembra che possiamo chiudere proprio spaziando in questa che è la dimensione della biodiversità, che è stata più volte citata stamattina e che dobbiamo per forza eh, preservare. Perfetto, ok, grazie mille. Mi sentite? Sì? Uh, bene, eh, sono Francesco Lami, io sono assegnista col gruppo di entomologia dell'Università di Bologna. Oggi, però, vi presento una ricerca che ho svolto principalmente quando facevo il mio dottorato all'Università di Padova e vi parlerò in sostanza di ecologia del paesaggio. L'ecologia del paesaggio è un po' una delle parole chiave di questa giornata qui a Cesena, in cui anche grazie ad altre presentazioni ci rendiamo sempre più conto che il paesaggio non è soltanto qualcosa di bello esteticamente, ma è anche e soprattutto un complesso sistema ecologico, composto da un mosaico di tanti diversi habitat, che vanno dalle foreste ai fiumi fino ai campi coltivati. E tutti questi habitat naturalmente ospitano animali, piante, microrganismi, insomma ospitano quella che noi chiamiamo la biodiversità, la varietà degli organismi viventi. Oggi c'è un grande interesse nella conservazione della biodiversità anche perché giustamente ci si rende conto che eh, proprio dalla biodiversità ci vengono tantissimi servizi ecosistemici fondamentali che vanno dall'impollinazione delle colture fino al mantenimento della qualità dell'aria e dell'acqua. Chiaramente anche sulla base eh, di quanto vi ho detto vi rendete conto che eh, la tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici deve per forza passare anche dalla corretta gestione del paesaggio, perché se è vero che il paesaggio è la casa della biodiversità, allora è vero che qualsiasi cambiamento che noi imponiamo al paesaggio, eh, distruggendo habitat naturali e rimpiazzandoli con campi coltivati o frammentando gli habitat, tutto questo può avere un impatto non solo sull'aspetto estetico-culturale, ma anche e soprattutto sulla funzione ecologica. Ovviamente per capire come eh, meglio gestire il paesaggio per tutelare la biodiversità bisogna prima capire esattamente come le specie viventi utilizzino gli habitat del paesaggio. E questa è una tematica che eh, dalla comunità scientifica è stata spesso affrontata con un approccio detto di metacomunità, che è un approccio molto utile ma è anche, se vogliamo, abbastanza schematico perché Uh, prende in considerazione soltanto due macro categorie di habitat. Da un lato abbiamo uh, l'habitat focus, che è un habitat scelto per il particolare interesse ecologico di volta in volta, come per esempio possono essere i residui di boschetti in, una, in un paesaggio agrario, e dall'altro abbiamo tutto il resto del paesaggio, la cosiddetta matrice, uh, considerata come un'entità unica e le cui caratteristiche generali io tento di mettere in relazione con le dinamiche della biodiversità nell'habitat focus. Per esempio, io potrei tentare di capire come la percentuale di campi di mais nella matrice mi va a influenzare il numero di specie di insetti eh, nell'habitat focus nel boschetto. Il problema di questo tipo di approccio è che ovviamente nel mondo reale ci sono ben più di due categorie di habitat, ce ne sono decine o centinaia. Quindi, quello che io e i colleghi avevamo proposto è un approccio un po' diverso, che abbiamo chiamato di network specie habitat, in cui si va a osservare e a descrivere l'interazione delle specie viventi non solo con un singolo habitat focus, ma con tutte le principali categorie di habitat del paesaggio. Senza stare a tediarvi con i dettagli, per cui non abbiamo tempo, vi posso dire che una delle cose belle eh, di questo approccio è che in realtà di fatto non ci siamo dovuti inventare niente di particolarmente nuovo. Perché? perché è un approccio metodologicamente molto simile a, a quello che viene impiegato da decenni per studiare, per esempio, l'interazione fra gli insetti impollinatori e le piante. E visto che in questo contesto l'approccio viene usato da decenni, significa che già esistono tantissimi strumenti statistici e informatici che si possono applicare, così come sono, anche allo studio dei nostri network specie habitat. Quindi, di fatto, questa storia ci insegna che nella scienza, così come nell'arte, quando si è di fronte a una sfida, non necessariamente bisogna inventarsi qualcosa di completamente nuovo a partire da zero, perché tante volte basta guardare con occhi nuovi uno strumento che già esiste, prenderlo in prestito o rubarlo, come dice Picasso, e applicarlo fuori dagli schemi. Ovviamente, dopo aver proposto il metodo, io e i colleghi volevamo anche applicarlo al mondo reale per tentare di rispondere a qualche importante domanda ecologica. E qui vedete il primo esempio di queste applicazioni, in cui siamo andati a studiare alcuni importanti gruppi di invertebrati utili, da un lato gli impollinatori e dall'altro gli agenti di lotta biologica. E volevamo vedere se questi animali adattavano il loro modo di utilizzare gli habitat a seconda delle caratteristiche del paesaggio. Ed è saltato fuori che effettivamente ci sono alcuni gruppi, come i carabidi che vedete in basso, che eh, quando si trovano in paesaggi ricchi di habitat naturali di buona qualità, si specializzano nell'utilizzare questi habitat di buona qualità. Tuttavia, se ci si sposta in paesaggi più degradati, con meno habitat di buona qualità, questi stessi insetti si adattano eh, ad utilizzare una più vasta gamma di habitat, anche se magari di minore qualità. Quindi, all'interno di una stessa specie di insetto possono esistere delle popolazioni che, passatemi il termine, hanno diverse personalità, cioè diverse preferenze per gli habitat a seconda del contesto del paesaggio. Il che è un'ottima notizia perché significa che anche in paesaggi ormai molto degradati, eh, se si fa un minimo di attenzione alla gestione ambientale, si possono almeno in parte conservare delle comunità di insetti utili. Uh, ovviamente c'è anche il rovescio della medaglia perché invece ci sono anche altri gruppi come i ragni in alto che sono molto più specializzati, uh, non sono in grado di adattarsi così bene ai cambiamenti del paesaggio e quindi per proteggerli bisognerà fare molta più attenzione alla tutela dei loro habitat favoriti. E per quanto riguarda la tutela dell'habitat questa è proprio un'altra uh, situazione in cui si può applicare un'ottica di ecologia uh, del paesaggio e dei network. Ed è una questione centrale nella biologia della conservazione. Perché? Perché noi chiaramente vorremmo proteggere tutto quanto, ma nel mondo reale le risorse, il denaro, il personale sono limitati e quindi non è che possiamo proteggere tutti gli habitat, bisogna dare la priorità ai più importanti. Come si fa a decidere quali sono gli habitat più importanti? Chiaramente ci sono tantissimi criteri. Quello che noi abbiamo proposto è basato sul capire qual è il ruolo dei singoli habitat nel network di interazioni con la biodiversità. Quali sono gli habitat più centrali, quelli senza i quali l'intero sistema cade a gambe all'aria? Abbiamo studiato ancora una volta questa questione sui ragni, che mi rendo conto non siano gli animali preferiti di molta gente, però sono anche loro importanti come nemici degli insetti dannosi, quindi vanno protetti. E eh, per quanto riguarda i ragni, particolarmente importanti e quindi degni di protezione sono le praterie e eh, anche alcuni habitat artificiali come le coltivazioni perenni. La ecologia del paesaggio e dei network si può applicare non solo alla gestione degli organismi utili che abbiamo visto finora, ma anche al controllo degli organismi dannosi. Organismi dannosi come per esempio possono essere alcune specie di cicaline, eh, vettrici del batterio Xylella. Credo che abbiate tutti sentito parlare di Xylella, è un patogeno devastante per gli olivi, eh, diffuso eh, nel Sud Italia, che purtroppo rischia di diffondersi anche in altre parti del nostro paese d'Europa. E quindi c'è un grande interesse a ridurre lo spostamento, a, a contrastare lo spostamento dei vettori di questo patogeno. Noi siamo andati a vedere come queste cicaline si spostano da un habitat all'altro nel paesaggio agrario e abbiamo visto che non solo i singoli habitat hanno un ruolo diverso nel network, ma anche che il ruolo degli habitat nel network può variare a seconda della stagione, quindi anche il tipo di gestione dovrà adattarsi non soltanto al tipo di habitat, ma anche al momento dell'anno, in modo da ridurre il più possibile lo spostamento di questi animali nocivi. Ultimo esempio che vi porto oggi di applicazione di ecologia dei network eh, è la gestione delle specie esotiche invasive, dette anche specie aliene. E per fare questo ci spostiamo dai paesaggi agrari che abbiamo visto finora ai paesaggi costieri e dagli animali alle piante. Noi spesso ci dimentichiamo, delle piante sembrano una parte immobile dello sfondo, in realtà sono protagoniste attive del paesaggio tanto quanto gli animali e proprio come gli animali sono in grado di spostarsi da un habitat all'altro, non sulle loro gambe ovviamente, ma eh, colonizzando nuovi habitat, eh, disperdendo i semi. I paesaggi costieri sono ricchi di una biodiversità vegetale unica e purtroppo anche molto minacciata. E fra i vari fattori di minaccia ci sono appunto le specie aliene di piante che vanno a soppiantare le specie native. Noi siamo andati a vedere come le specie aliene e le specie native si diffondevano fra gli habitat dei paesaggi costieri e abbiamo individuato l'habitat detto di retroduna, che qui vedete schematizzato in verde, come snodo fondamentale per la diffusione delle specie aliene in questo paesaggio, quindi è proprio su questo habitat che si dovrà concentrare la maggior parte dell'attenzione e della gestione per ridurre il rischio di queste invasioni biologiche. Quindi ancora una volta avete visto come l'applicazione del metodo dei network ha portato dei risultati da un lato molto interessanti dal punto di vista dell'ecologia teorica, ma dall'altro anche potenzialmente molto importanti dal punto di vista pratico per la gestione della biodiversità e dell'intero paesaggio. Io ho finito, ringrazio tutte le persone che hanno preso parte a questi studi e ovviamente ringrazio anche voi per l'attenzione. Grazie a lei per questa diciamo, conclusione della, prima, della seconda sessione della mattinata velocissimamente perché poi il lancio ci aspetta e poi siamo profondamente in ritardo, eh, sì come dicevo stamattina potremmo dire per chiudere che tutto è paesaggio, in realtà eh, il nostro, la nostra intelligenza dovrebbe essere quella di contemplare il paesaggio come qualcosa in continuo movimento come ci ha illustrato anche in questa ultima eh, presentazione. E in questo continuo movimento sono diverse le categorie che si muovono: sono gli animali, sono le piante, sono gli uomini. Noi normalmente siamo autoreferiti, abbiamo questo difetto di autoriferirci troppo spesso. In realtà gli universi alla scala del micro e macrocosmo sono molto più grandi di noi e molto probabilmente. Eh, la natura che sta di fronte ai nostri occhi dovrebbe fare forse uno sforzo, eh, la natura che sta di fronte a noi in realtà dovrebbe sposarsi con quella dimensione identitaria e culturale che forse proprio attraverso la specificità dei luoghi ma anche delle persone che li vivono potrebbe aiutarci ad avere una, un orizzonte un po' più ampio in questo senso. Grazie mille. E Brevissima pausa per il lancio e poi ci troviamo qui alle 14 da programma, non so se possiamo prenderci 10 minuti in più. Grazie per la partecipazione. Bene, credo che possiamo ricominciare, cercheremo di tenere un ritmo di marcia eh, il più celere possibile eh, per eh, non sforare troppo i tempi. Um, invito eh, il professor Chiarucci um, che siamo felici di ospitare in questa sessione, prima sessione pomeridiana. Uh, anche in questo caso credo che si può sedere qui. Um, in, anche in, in questo caso ci sono uh, 7 più 1 interventi, quindi 8 interventi um, che compongono diciamo, una presentazione molto uh, diversificata, del resto il paesaggio è un apparato uh, pieno di diversità ed eterogeneità. Um, iniziamo subito, eh, il relatore. Eh, Come sappiamo, a dieci minuti eh, mm. indicherò. Metto qui, un... okay, grazie a tutti, buon pomeriggio, ai partecipanti e alle partecipanti. Eh, io vi parlerò di un tema che è un tema abbastanza poco considerato nell'analisi diciamo, di paesaggio che si fanno oggi, ossia quello dei lembi di natura residua, perché ormai si parla di questo: si parla di natura residua. Prendendo il. Come faccio ad andare avanti? Ah, ecco. Uh, avevo preparato una breve introduzione sulla questione dell'Antropocene, un'epoca in cui l'uomo caratterizza ormai tutti i processi e le dinamiche naturali, partendo dalla, dalla biomassa. La biomassa delle degli oggetti prodotti dall'uomo ha ormai superato la biomassa della biosfera in termini di, di, di biomassa vegetale, ad esempio, oppure la, biomassa, la massa delle plastiche è doppia nel mondo è doppia rispetto a quella degli animali. Qui siamo ormai in un'epoca in cui l'uomo ha impattato direttamente o indirettamente tutte le comunità e tutti gli ecosistemi, con gravissime conseguenze in termini di biodiversità. E l'IPBES, che è la piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e servizi ecosistemici, stima: i numeretti, le barre in rosso e arancione indicano le specie minacciate tra quelle analizzate. Stima che da qui a fine di questo secolo, il secolo in cui noi viviamo e quello in cui i nostri figli saranno ancora vivi, insomma, per intenderci, un milione di specie saranno estinte estinte per sempre da questa, dalla superficie di questo pianeta. Ovviamente vari sono i driver, le pressioni che determinano queste estinzioni e che sono quasi tutti ormai chiari, no? dagli dall impatti diretti sulle comunità e gli ecosistemi a quelli indiretti dei consumi o della, delle politiche diciamo, economiche o sociali. Quindi la conservazione della biodiversità, in che è urgente, perché da qui a fine di questo secolo sperderemo le specie, significa un tasso di... Estinzione mille volte superiore a quello naturale, diventa la conservazione una sfida davvero epocale, che eh, rende necessario prendere delle azioni, delle azioni in tempi rapidissimi, quando ancora non conosciamo neppure la misura. Non sappiamo neppure quante sono le specie che abitano sul pianeta. Ne conosciamo circa 2 milioni, elencate per nome, ma si stima che ne esistano almeno 8-9 milioni. Quindi sappiamo andranno estinte ma non sappiamo neppure chi sono. Questo diventa un elemento sostanziale anche in tutte le politiche di, della sostenibilità, come ad esempio gli indicatori di, eh, degli obiettivi di sviluppo sostenibili. E a livello forestale, perché io vi parlo di faggete, eh, ci sono vari indicatori che ci fanno premere diciamo, il pulsante attenzione. Questo è il Global Forest Watch, che è un organismo che rende i dati disponibili online, e il, praticamente si vedono dei dati a scala globale di aumento o diminuzione di superfici forestali. Nel nostro paese a scala così grande è per fortuna più il verde che non il rosso che dominano, però si percepisce quanto il problema sia diffuso a scala planetaria. Io vi parlo oggi delle faggete, che sono eh, delle comunità forestali dominate dal faggio fagus silvatica, il, il faggio selvaggio, il faggio delle selve, quindi la specie delle selve tipica del, del panorama europeo che va dalla penisola scandinava meridionale fino ai monti della, più, 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 delle latitudini più meridionali dell'Europa con varie tipologie, sarebbe la specie diciamo, prevalente di gran parte delle foreste europee. Ha un grandissimo range altitudinale, va dalle pianure fino alle colline, fino al montano, da noi lo si trova nel piano montano, un amplissimo spettro di condizioni ecologiche, di tipo ad esempio suoli acidi, suoli basici, condizioni mesotrofiche, oligotrofiche, e una grandissima diversità di tipologie, perché questo grande range fa sì che le faggete d'Europa, sebbene tutte dominate dal faggio, dal punto di vista ecologico, siano delle strutture, delle comunità estremamente diversificate. Ma... Ah, questo fatto, che la sua diffusione è largamente sovrapposta a quella della civilizzazione europea, quella della modernizzazione, della trasformazione. E quindi, il gran parte delle faggete che un tempo, delle selve di faggio che un tempo dominavano su eh, tutto il continente, adesso sono scomparse o ampiamente trasformate. Una percezione tipica nell'uomo comune, ma anche in molti elementi tecnici, è quella che il bosco è. La natura, no? Quando si vedono paesaggi forestali tipo questo, eh, si vedono dei paesaggi che ci, ci tramano un messaggio di natura, ci comunicano un messaggio di diffusione della natura, ma in realtà si tratta di strutture molto trasformate da, dagli umani nel corso dei millenni e che sono più elementi culturali e culturali che non elementi naturali. Quindi, il primo, il primo elemento di riflessione che posto a livello di paesaggio è che eh, Spesso si confondono i paesaggi culturali con elementi naturali. Gli elementi culturali sono, ad esempio, i boschi gestiti che possono essere dall'arboricoltura, la dalla silvicoltura, no? la gestione ordinaria di un cedro o di una fustaia, rispetto a quei paesaggi naturali residuali ormai che sono limitati a poche zone acclivi, a clivi, alcune montagne in cui gli elementi sono o del ritorno della natura, in molte montagne, e si parla di rewilding in questo caso, ritorno della natura, che è contrapposto un po' all'accezione negativa del termine abbandono delle montagne, che si sente spesso menzionare. No? Il ritorno della natura diciamo, è, è la risposta alla natura all'abbandono da parte dell'uomo. E poi in alcuni elementi invece le foreste vetuste, cioè embi, quegli spazi puntuali in cui nei boschi sono rimasti elementi veramente di pregio, che sono caratterizzati da strutture molto diversificate. Non vedete un bosco ordinato con gli alberi tutti uguali, vedete, vedete molto materiale a terra, vedete. vedete Alberi giovani insieme ad alberi vecchi, alberi in crescita eh, diciamo, giovanile rispetto ad alberi senescenti, tutto questo fa sì che la biodiversità di questi luoghi sia estremamente peculiare e estremamente ricca, ma molto minacciata. Perché questa, molte di queste specie, la rosalia alpina è un bellissimo insetto che tutti conoscono perché è anche molto iconico nella sua, nella sua veste diciamo, estetica, è, il simbolo di qui, è uno dei simboli di questi. Ma si può pensare ai funghi, ai licheni, a molte altre specie. Sono estremamente diciamo, minacciate, da, dai, non, non si trovano nei boschi gestiti. Quindi. Um, con iniziativa che non parte dall'Italia, ma l'UNESCO ha dichiarato patrimonio le foreste vetuste, partendo dai Carpazzi. Questa rete, una rete transnazionale di siti transnazionali naturali, si è estesa via via a 18 paesi ad oggi e, fa parte, e contiene 94 siti, 94 aree geografiche, tra cui alcune anche in Italia. Questo è, il sito, questo è una schermata, un pezzetto di una schermata del sito web delle faggete vetuste italiane in cui ci sono, vedete, quei, quelle sei foglie, sei elementi ad oggi in parchi nazionali nel Monte del Cimino a Sorano, nel Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise, nel Parco Nazionale del Gargano, nel, Pollino, nel Parco Nazionale del Pollino, nel Parco Nazionale Foreste Casentinesi qui in Romagna e nel Parco Regionale di Bracciano. Quindi ci sono pochissimi elementi, in termini di superficie si parla di, di poco, ma con faggi tra i più vecchi d'Europa, si parla di alberi datati ormai molto, molto frequenti, sopra 400-500 anni, che è un'età ragguardevole. Sull'età degli alberi c'è molta informazione diciamo così, eh, non misurata scientificamente, quando poi si vanno a misurare è raro trovare un albero che abbia più di 500 anni. E qua, La protezione di questi elementi diventa un elemento fondamentale per preservare quegli, quegli elementi di spazio naturale. Sostanzialmente in questo grafico si vedono. Il gradiente da sinistra le primary forest, cioè quelle che c'erano o che sono rimaste prima dell'utilizzazione a parte dell'uomo, quelle in grigio sono tutte quelle che noi gestiamo con la silvicoltura e poi le, quelle in bianco sono quelle impiantate, come se ne vedono anche qui in pianura, per produzione di legname ad esempio. Avevo messo un po' di foto eh, del parco d'Abruzzo, del Pollino, dove anche, ci sono anche in Calabria gli alberi più vecchi del mondo: da Italo il, il Pino che ha 1260 anni, fino a Demetra una quercia di 950 anni, una delle angiosperme datate più vecchie al mondo, e in cui si vedono dei processi che nei boschi gestiti non si vedono, ad esempio la dinamica delle comunità innestata dalla caduta dei grandi alberi, dai disturbi naturali, che sono un elemento fondamentale per preservare i processi. Se non c'è il disturbo naturale, il processo non si non si, serva, non si conserva. Bene, vado a concludere. No, avevo messo un paio di slide sul Sasso Fratino, ma le dico. Vado a concludere citando Edward Wilson. Edward Wilson è stato un grandissimo scrittore, uno scienziato, si occupava di formiche, è scomparso meno di un anno fa e ha lanciato una campagna negli ultimi anni della sua vita, che noi da un po' di anni portiamo anche in Italia: a metà del pianeta, in cui dice: metà del pianeta, se vogliamo che le altre specie che con noi accompagnano, eh, ci accompagnano su questa meravigliosa astronave che è il pianeta Terra, che sopravvivano al nostro impatto dobbiamo fare a mezzo metà delle risorse per noi metà della superficie per noi lui dice e metà per tutte le altre specie bene siamo ben lontani da questi target l'Europa ambisce a proteggere, finisco, a proteggere il 30% adesso siamo al 18 in maniera generalizzata il territorio e il 10% in maniera stretta quindi è fondamentale che si, continua, si considerano quei pochi elementi rimasti, eh, come ad esempio Sasso Fratino, qui in, a pochi chilometri da qua, come elementi fondamentali per la preservazione dei processi di lungo periodo e si permetta a poche aree, ma su una superficie diciamo, che, che perlomeno raggiunga qualche punto percentuale, di preservare questi processi in un paesaggio che è sempre più trasformato e gestito dall'uomo. Vorrei eh, menzionare anche Fabio Clauser che lanciò l'idea di proteggere quel bosco da cui, di cui aveva avuto l'incarico di fare un, un, una fruizione forestale una, nel 58, 1958, ma considerato e realizzato quanto fosse bello e importante dal punto di vista della biodiversità, decise da amministratore di proteggerlo, facendo così la prima riserva integrale. Del, che è diventata un patrimonio dell'umanità oggi. Quindi la conservazione di questi elementi, l'espansione di queste aree protette, protette integrali, ma non voglio usare integrali nel senso non ci si può andare, in senso in cui i processi naturali sono preservati, è un elemento fondamentale per garantire alla biodiversità di sopravvivere nei paesaggi trasformati del, dell'antroposcene. Questa è una foto che ho fatto la scorsa estate a Sasso Fratino. Molti la percepiscono in senso negativo, chi conosce la biodiversità vede la complessità delle relazioni trofiche e delle nicchie ecologiche che qui sono esposte. Solo preservando elementi come questi sarà possibile sul lungo periodo garantire la preservazione della biodiversità a lungo termine. Qui concludo e vi ringrazio. Molte grazie al professor Chiarucci per essersi anche tenuto ai tempi e per questo magnifico intervento secondo me ci aiuta a focalizzare gli aspetti ecologici del paesaggio che sono già contenuti nell'apparato paesaggistico senza bisogno di, sempre di specificare questa... Eh, di varicazione fra paesaggio e ambiente, perché il paradigma paesaggistico può essere inteso in termini estensivi, a comporre sia gli aspetti estetici quindi che quelli fisiologici, quindi morfologia, fisiologia, superficie, profondità. Lo ringraziamo molto, se ci sono delle domande abbiamo, teniamo un minuto, se no le lasciamo per l'ultima parte. Va bene, la ringraziamo. Invito quindi il gruppo del professor Torreggiani, eh, non so chi se ci sia, ah perfetto. Eh. Le chiedo anche di identificare la sua presentazione in quello schermo. Questa la chiudiamo, guarda, questa sì, la chiudiamo. Perfetto. Identificarla, aprirla e trascinarla qui. Se la vedo. Se la troviamo io ne so meno di lei quindi... Ecco, ho trovato. Prego. Ah, ok, okay. così. Perfetto, benissimo, grazie mille, eh, sono Giulio Senes, eh, professore alla facoltà di agraria dell'Università di Studi di Milano e eh, sono qui a presentarvi eh, una cosa un po' diversa rispetto a quello che ho visto finora, un po' più legata al discorso turismo e, e appunto siti UNESCO. Eh, L'occasione è stata un, un, una call di qualche anno fa, Prima del Covid, eh, della European Agency of Small and Medium Enterprises per appunto valorizzare dal punto di vista turistico i siti UNESCO. Eh, nel gruppo c'erano diverse appunto, enti territoriali, l'Università di Milano e poi la collaborazione appunto di Daniele Torreggiani di, di UNIBO. Eh, il titolo del progetto era appunto Heritage Greenways. Eh, Greenways sono Qui vedete la definizione, sono comunque percorsi ciclopedonali eh, separati dalla rete stradale ordinaria dedicati appunto alla fruizione dolce del territorio e in modo particolare una fruizione eh, di tipo ricreativo o turistico eh, per tutti gli utenti di tutte le capacità e di tutte le abilità. Eh, il progetto partiva da una constatazione. Eh, che riguardava appunto il fatto che eh, sappiamo che ci sono diverse Greenways in Europa che in qualche modo attraversano territori ricchi di storia, di, di valore storico-culturale e addirittura eh, si avvicinano, sono abbastanza vicini a, ai siti UNESCO. Eh, la call di questo progetto prevedeva appunto la valorizzazione dei siti UNESCO e quindi ci siamo chiesti come mai eh, tutto il mondo legato alla mobilità eh, dolce, in realtà, non, non ci fosse in questo mondo un'offerta specifica che legasse l'offerta turistica per quello che riguarda la fruizione di questi siti e dall'altra parte, invece, la fruizione del territorio e del paesaggio in modalità appunto eh, come noi chiamiamo eh, dolce. Come se questi due mondi fossero due mondi completamente diversi, che non si parlassero e che in qualche modo. Ehm, dal punto di vista turistico non ci fosse l'interesse a promuoverli insieme. Il progetto prevedeva diverse attività, io qui porterò in modo particolare la prima, poi vi accenno solo velocemente gli altri due risultati se, se, se possono essere interessanti anche per voi, che era quello di definire una specie di protocollo di qualità, chiamiamolo così, per la valorizzazione delle Greenway vicino, appunto, che passavano vicino ai siti UNESCO. Il protocollo prevedeva sostanzialmente una serie di linee guida, alcuni criteri stabiliti all'interno della partnership che prevedeva partner da Portogallo, Spagna, Italia e Lettonia, e poi una sorta di checklist che aveva lo scopo sostanzialmente di andare a valutare le Greenways per capire il livello di qualità che si poteva incontrare lungo questi percorsi. Eh, questa checklist formata da 55 criteri, come vedete, è eh, divisa in eh, tre eh, grandi temi, uno sulle caratteristiche dell'infrastruttura stessa, un altro sui servizi per il turista e per il fruitore e l'ultimo invece sulla possibilità appunto, di fruire di eh, un sito UNESCO o di altre risorse di tipo paesaggistico, storico e culturale. Ognuna delle caratteristiche veniva valutata con un punteggio tra 0 e 2. E poi veniva dato un peso, ehm, anche questo ottenuto attraverso tutto un processo di coinvolgimento degli stakeholder, sia dal punto di vista dei gestori, ad esempio dei siti UNESCO che dai eh, fruitori invece proprio delle, delle Greenway o dei siti UNESCO stessi. Questo peso appunto veniva eh, assegnato e il punteggio finale veniva ottenuto moltiplicando i pesi con i relativi, ehm, con i relativi punteggi. Chiaramente ci, abbiamo stabilito anche cinque criteri principali, che sono questi che vedete qui, che devono essere rispettati per poter essere inseriti in questa lista eh, di, di Heritage Greenways, eh, lista che poi è stata, l'idea era quella appunto di promuoverla anche attraverso un brand specifico eh, nei circuiti appunto eh, di questi paesi. Eh. Chiaramente, poi il punteggio finale di ogni Greenway veniva in qualche modo riportato nella scala di diciamo, 0 a 100. E poi, con un classico metodo delle stelle, come quello degli alberghi, eh, veniva veicolato appunto il livello di qualità eh, della, della Greenway stessa. Abbiamo applicato appunto una serie di Greenway che attraversano o che comunque toccano siti UNESCO. Qui vi porto l'esempio della ciclovia Alpe Adria, che è un percorso abbastanza lungo che va appunto da Salisburgo a Grado che a livello italiano attraversa appunto eh, due importanti siti UNESCO, Palmanova e Aquileia, tra parentesi Aquileia proprio la, la Greenway passa praticamente al confine, diciamo, del sito UNESCO e questo è il risultato appunto dell'applicazione di questo di questa di questa metodologia chiaramente il punteggio e le stelle si possono dare alle singole caratteristiche e in questo caso si nota molto bene come il livello di attrezzatura dell'infrastruttura è abbastanza adeguato perché merita 4 stelle, manca moltissimo invece perché a 45 su 100 invece il livello legato alla valorizzazione di questa coppiata tra mobilità dolce e appunto sito unesco. La seconda parte ha previsto l'elaborazione diciamo, di diversi questionari che sono stati poi eh, erogati sia online che on site. Due questionari diversi per i siti UNESCO e per i fruitori delle Greenway. Due questionari diversi che però avevano diverse sovrapposizioni che ci sono serviti per capire meglio le potenzialità di questi due mondi. Eh, abbiamo raccolto, siamo appunto prima di. Del Covid abbiamo raccolto 416 questionari. Eh, vi faccio vedere velocemente alcuni dati. Eh, a me sembra sempre molto interessante vedere come chi va a piedi o in bicicletta ha un rapporto di genere no? che è completamente sviluppa, eh, diciamo, sbilanciato verso i maschietti, e mentre per esempio nelle visite, nei, nei questionari che abbiamo visto, che abbiamo dato nei siti UNESCO, abbiamo trovato un altro tipo di. Ehm, di divisione: eh, il 45% circa in entrambi i casi arriva al luogo di destinazione con la macchina, però abbiamo visto che in entrambi i casi abbiamo alcune percentuali interessanti di persone che comunque utilizzano bicicletta e, e, e che vanno a piedi. Chiaramente molto di più per quelli che sono stati questionari messi lungo le Greenway, alla domanda sai che c'è un sito UNESCO un vicino alla Greenway. Il 43% risponde no. Questo eh, per noi è stato un colpo: nel senso che non ci immaginavamo, specialmente in alcuni siti, ripeto, a cui Lea ci passi proprio praticamente dentro, e eh, trovare che qualcuno non sapeva neanche che quello è un sito UNESCO. Stessa cosa, il 50% circa di coloro che eh, vanno al sito UNESCO non sanno che c'è una Greenway che passa eh, lì vicino. Se l'avessi saputo avresti visitato il sito UNESCO, il 70% dice sì, se l'avessi saputo avresti usato un altro mezzo di locomozione, quindi a piedi o in bicicletta, per raggiungere il sito UNESCO, il 45% dice sì. Potenzialmente se è interessato a visitare siti UNESCO vicino ad altri Greenways, l'83% dice sì, e più o meno la stessa percentuale all'inverso. Questo ci ha fatto capire, anche se i numeri non sono statisticamente molto elevati, però sono... Come dire, vengono da quattro paesi diversi, che c'è un mercato potenziale no, di eh, possibilità di fruire dei siti UNESCO attraverso percorsi a mobilità dolce che andrebbe esplorato. Chiudo con le ultime due o tre slide eh, legate agli altri punti, abbiamo fatto anche con i questionari, in questo caso solo lungo le Greenway, capire, capi, abbiamo cercato di capire quanto spendono i visitatori. E qui vedete un po' le cifre, circa 32 euro a persona sulla Greenway per tutte queste cose che vedete, e più il pornottamento. A questo punto abbiamo elaborato su una serie di modelli sviluppati da altri in letteratura e da, dal nostro gruppo in, diciamo, negli anni precedenti, eh, abbiamo cercato di quantificare un po' quale potrebbe essere l'impatto di una promozione congiunta dei due sistemi, di questi due mondi e qui vedete la stima dell'incremento degli utenti sia per le Greenway che per i siti UNESCO, una specie di mutual diciamo, di, di beneficio, una sorta di strategia win-win. Qui abbiamo poi applicato a un altro sito UNESCO perché le aree di studio erano diverse, appunto, alcune in Italia, altre negli altri paesi. In questo caso, l'abbiamo applicato al sito UNESCO di Ferrara, dove avevamo dei dati numerici sui, sulla fruizione proprio delle Greenway eh, vicino alla città di Ferrara e abbiamo in qualche modo siamo riusciti anche a, a stimare i benefici, in termini numerici, sia del numero di visitatori che anche della spesa annua che era possibile appunto, incrementare. Quindi il vantaggio economico per i territori. Mi sembra che ho rispettato i tempi, vi ringrazio. Al secondo, la ringrazio molto. Credo che sia molto interessante il tema dell'accessibilità e di fatto um, l'accessibilità è, è quel filtro che ci serve a modulare protezione e sfruttamento, anche se è una brutta parola in termini produttivi delle aree. Sostenibile, si, si aggrega sempre questa aggettivazione, che poi diventa un po' un, uno simolo in molti casi. Ma ehm, ecco l'accessibilità, è quel filtro che ci permette di modulare eh, e compendiare queste due esigenze opposte, e, però coesistenti. Um, la ringrazio. Eh, procediamo eh, a sprombattuto con il gruppo del Dipartimento delle Arti. Io qui ho un nome, Emanuele Regi, eh, prego, si accomodi. Eh, le chiedo di grazie. identificare la sua presentazione, aprirla, e trascinarla su questo schermo. Eccolo. Ecco questa qui. Bene, buongiorno a tutte e tutti, anzi buon pomeriggio, grazie per aver accettato l'invito, ringrazio il professor Pasini per aver introdotto eh, questo intervento. Oggi parlerò del eh, mio progetto di dottorato, ehm, eh, che sostanzialmente si divide in due parti, una parte di studio rispetto a quello che sono le relazioni tra arti performative e paesaggio, quindi danza, teatro, musica, e ehm, ehm, quindi studio e mappatura delle attuali realtà che sono oggi in ehm, in Italia, e poi l'attuazione di queste pratiche di teatro, natura, musica e natura all'interno di un contesto molto specifico che sono le riserve di biosfera MAB dell'UNESCO. Eh, le riserve MAB stanno ovviamente per uomo e biosfera, man and biosphere. Eh, io ho cercato un po' di ampliare con umanità perché diciamo così è uno degli acronimi che risente un po'. Di quando sono stati scritti e quindi cercando di allargare anche un po' questa, questa dimensione. Quindi l'intervento si dividerà in tre parti. Nella prima verificheremo alcune questioni di governance, funzioni e diffusione delle riserve MAB in Italia. Nella seconda parte andremo a definire quello che definiamo come arti performative nel paesaggio. E infine parleremo ehm, della sintesi che si sta conducendo attraverso questo progetto di dottorato. Stiamo festeggiando ovviamente la Convenzione per la Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale, che sostanzialmente punta, o almeno nel '72 puntava soprattutto a una dimensione di tutela e valorizzazione. Nel 1971, però, il programma MAB dell'UNESCO puntava parallelamente a una prospettiva di gestione e di sviluppo. Quindi Agire all'interno dei territori e creare all'interno di questi territori pratiche e buone pratiche per ehm, implementare una serie di progettualità all'interno del paesaggio, coinvolgendo chi? Men, biosphere, l'umanità, il rapporto con la natura. E visto che parliamo di paesaggio e di cultura e di natura, questa eh, dimensione nel 71 è parecchio integrata è parecchio, e fa parte mh, in modo sostanziale di questo progetto, e di questo programma MAB. Definiamo le riserve di biosfera come appunto uh, aree di ecosistemi terrestri e costieri marini e in, in una loro combinazione, che sono hanno questo riconoscimento internazionale dell'UNESCO attraverso questa, appunto, questa dicitura di Mab. Le riserve Mab vengono zonizzate in tre zone: appunto: uh, la zona transition, che è quella che prevede attività umane e attività um, naturali, uh, la zona buffer, che invece ha attività di ricerca, turismo e um, educazione e un'attività naturale crescente e una zona core che invece è quella più improntata in questo senso alla tutela della, della flora e della fauna del territorio. L'evoluzione delle riserve MAB risente fortemente di alcuni cambiamenti che appunto sono stati fatti anche nella governance dell'UNESCO in generale e in particolare segnalo la strategia di Siviglia del 1995. Con la strategia di Siviglia c'è un cambiamento forte dal punto di vista della composizione per cui le aree transition passano dal 29 al 53%, segnale di una integrazione più importante tra la dimensione dell'umanità di coloro che abitano nel territorio e la dimensione naturale. Come vedete invece l'area core viene ridotta dal 55 al 13%. Ci sono oggi circa 740 riserve MAB nel mondo, quindi diciamo questa è una media di tutta la composizione fatta appunto però successivamente alla strategia di Siviglia. Le tre funzioni principali delle riserve MAB sono conservazione e qui c'è una dinamica che rientra più nella tutela del paesaggio, quindi contribuire alla protezione dei paesaggi, eh, sviluppo e eh, quindi una dinamica che cerchi di integrare l'attività umana alla dimensione della biosfera, quindi sempre in una dimensione di sostenibilità e, ehm, e socio-economico e culturale e poi di supporto logistico, quindi la creazione di una serie di progetti nel territorio che puntino all'educazione, alla valorizzazione, alla sensibilizzazione da parte di chi vive il territorio, quindi l'umanità, nei confronti della biosfera e quindi di eh, consapevolizzazione anche rispetto al territorio che si abita. In Italia le riserve MAB sono una ventina, sono distribuite in tutto il territorio nazionale, con una prevalenza sicuramente eh, per la costa tirrenica. E sostanzialmente la definizione del Ministero dell'Ambiente ricalca il, um, la struttura di, che era stata data dall'UNESCO come laboratori territoriali per favorire un equilibrio duraturo tra le necessità di conservazione della diversità biologica e culturale e di sviluppo socio-economico. Quindi, ancora una volta, il piano della conservazione e dello sviluppo sono integrati all'interno di un processo sistemico che è quello che gestisce queste riserve MAB eh, nel nostro paese. In Emilia Romagna ne abbiamo. Principalmente tre, la riserva del delta del Po, del, che ha una gestione del parco regionale del, del delta del Po, appunto, con, con l'adesione nel 2015, la riserva diciamo così medio-piccola del territorio eh, romagnolo. Poi c'è l'Emilia, eh, sempre nellemilia Romagna, il, la riserva MAB del Po Grande, che ha una governance frammista, diciamo, di più enti regionali anche dell'università, ehm, ed è medio-grande e prevede tre regioni, ehm, appunto la Romagna, Lombardia e Veneto e poi c'è forse quella più grande che è stata anche più volte evocata, forse anche oggi per quanto riguarda i riferimenti territoriali che è l'area dell'Appennino-Tosco-Emiliano che prevede un'estensione di 5.000 km2 e una popolazione di 380.000 abitanti. 80 comuni fanno parte di questa riserva e la governance è gestita principalmente dal Parco Nazionale dell'Appennino-Tosco-Emiliano eh, io ci tengo a eh, in questo caso a ricordare i due interventi che sono stati oggi, quello riguardante i gesti triassi perché appunto i gessi triastici sono conservati in questa, nella Valle del Secchia ehm, e anche quello dei faggeti che eh, in questa zona eh, appunto hanno una eh, preponderanza di foreste di faggeti. Peraltro, due insetti che erano stati citati, rientrano nel programma Life Eremita di protezione delle biodiversità. Veniamo alla questione delle eh, arti performative nel paesaggio. Ecco, io qui metto la mia competenza di eh, studioso di eh, arti performative. Cosa intendiamo come eh, arti performative nel paesaggio, intanto sbagliando il NEL, sarebbe arti performative con, con il paesaggio. Il paesaggio è a tutti gli effetti coprotagonista della creazione di, que di questa tipologia di creazioni. In Italia oggi assistiamo a un fenomeno di espansione. Sempre più artisti, compagnie, eh, festival sostenibili e residenze artistiche vengono collocate in luoghi. Eh, sostanzialmente è vero la distinzione tra naturale e culturale è sempre molto complicata da fare ma con una predominanza appunto di dimensione naturale e ehm, un fenomeno che è partito dagli anni 90 oggi si sta estendendo notevolmente eh, recentemente abbiamo avuto un convegno connessioni scena natura a Paderno a Bologna dove abbiamo invitato alcune di queste realtà per vedere anche un po' lo stato dell'arte e in effetti ce ne sono, eh, stanno, se ne stanno individuando molte con diverse modalità Alcuni esempi. Um, il terzo passo, una passeggiata itinerante all'interno del Parco Nord di Milano, um, uh, che avvede due diciamo così, grandi eh, fondatrici del, del, del teatro natura italiano, che sono Lorenza Zambon e Sista Bramini, e um, la, letteratura, le, la lettura spettacolo itinerante del testo Teatro con Bosco Animali di Giuliano Scabia, poeta, drammaturgo che per anni è stato docente dell'Università di Bologna. Ecco, in questi due elementi c'è in entrambi i casi una valorizzazione degli spazi naturali attraverso la performance teatrale. Quindi la performance teatrale diventa elemento di valorizzazione concreta dello spazio naturale in cui essa avviene. Oppure altri due esempi che sono eh, un workshop in cui i partecipanti costruiscono una relazione tra il corpo e la natura e quindi eh, la relazione passa soprattutto da, da una dimensione di percezione. Oppure Alberi Maestri di Camp Sirago Residenza che è una performance immersiva itinerante, fatta io l'ho fatta in tutta Italia, eh, dove a seconda del luogo viene costruita in base alle biodiversità presenti nel luogo stesso. Eh, e quindi per esempio io l'ho fatta eh, nell'Appennino Toscano. E quindi è stata particolarmente incentrata proprio sui faggeti. Eh, e quindi la natura diventa meccanismo di composizione drammaturgica di questa tipologia di performance. Come questi due elementi possono convivere? Ecco, se ehm, le riserve MAB hanno nel loro mission sostanzialmente anche la dimensione della valorizzazione della biodiversità culturale e naturale, citiamo per esempio immagini musicali eh, dell'Appennino Toscomiliano e non solo, ma anche una preservazione e una valorizzazione della biodiversità naturale interna, è chiaro che le arti performative avvicinano un pubblico a questa tipologia di consapevolezza. Inoltre, ehm, portare teatro, portare cultura in questi territori è anche un meccanismo di sviluppo sostenibile e economico rispetto alle attività turistiche. Cito in particolare il discorso del um, fattore moltiplicativo culturale per cui per ogni uh, euro investito in cultura se ne, gerano, se ne generano 1,8 nei settori circostanti. Noi stiamo agendo nel parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano vicino alla pietra di Bismantova um, all'interno di un agriturismo cercando di individuare proprio come un'attività recettiva possa positivamente giovare di questo tipologia di attività. Questo è l'agriturismo, eh, l'agriturismo il Ginepro, appunto. E questo è stato il primo evento che abbiamo realizzato con l'Università di Bologna, eh, in collaborazione col Teatro dell'Orsa di Reggio Emilia, a proposito in questo caso di eh, elemento, um, di elemento um, eh, così, eh, rituale, eh, perché parte da una dimensione rituale, concludo subito, eh, e poi dopo si eh, crea in una dimensione paesaggistica. Ecco alcune delle foto eh, di questa performance teatrale, questi gli attori che guidano, le prove in questo territorio meraviglioso e l'elemento di biodiversità. Culturale in questo caso è stato rappresentato dalla banda di felina, eh, che è un, appunto, una, diciamo così, un valore di quella zona, che è stata integrata all'interno della performance. Ecco una foto dell'agriturismo ehm, che ha partecipato ed è stata tappa fondamentale. I primi dati hanno sostanzialmente verificato eh, la, corre, la correlazione tra eh, dimensione culturale, interesse culturale e partecipazione a questo tipo di eventi. Con risultati anche positivi rispetto alla, ehm, ai servizi e all'utilizzo di questi servizi e dei servizi del, dell'agriturismo e quindi della ristorazione rispetto ai partecipanti che eh, hanno preso parte all'evento. Quindi ecco, questi sono naturalmente i primi risultati di questo primo anno di dottorato e che poi verranno implementati alla fine della ricerca. Grazie. Grazie Prego, complimenti per la presentazione, molto, molto interessante. Anche in questo caso vediamo. A queste aree diciamo intermedie no? che sono parte di queste other area based effective measures, no? che sono adesso adottate ad integrazione delle aree protette integralmente, insomma, che dovranno essere degli strumenti per eh, riuscire a creare un nuovo equilibrio fra le esigenze delle società e delle comunità umane e quelle della natura non umana. Assolutamente grazie ancora grazie a tutti e a tutti. Dunque, invitiamo ora il gruppo della professoressa Maria Elena Menconi dell'Università di Perugia. Prego, può chiudere questo Ok, benissimo, buonasera a tutti. Sono... Perfetto, Perfetto. sono Mariana Menconi dell'Università degli Studi di Perugia, io mi occupo di analisi e pianificazione territoriale e di percorsi di partecipazione. Infatti eh, questa volta non vi parlerò di siti UNESCO, ma eh, sulla, vi parlerò del rapporto tra paesaggio e comunità insediate, in particolar modo del rapporto tra fiumi e sistemi insediativi. I fiumi storicamente sono da sempre stati matrici di configurazione degli assetti insediativi e paesaggistici nei territori. Ne... Ad oggi, con la, quando sono venute via eh, meno le necessità utilitaristiche che hanno creato i sistemi insediativi eh, vicino ai fiumi, ci sono di tantissimi esempi di loro valorizzazione antiterritoriali che sono stati in grado, soprattutto in aree a bassa densità abitativa, di eh, sviluppare dei progetti per riuscire a valorizzare la funzione ecologica naturalistica, la funzione ambientale, la funzione ricreativa e la funzione ambientale anche economica. La vera sfida la giochiamo nei nodi di connessione tra le aree ad alta densità abitativa e le aste fluviali, dunque nelle città. Le città che incontrano i fiumi. Qui a livello internazionale abbiamo anche in questo caso molti esempi interessanti di come si è risposta a questa sfida: sia riportando la centralità del fiume all'interno della città, come l'esempio dello Swan River aperto in Australia, o persino invece delocalizzando completamente, deviando l'asta fluviale e eh, riutilizzando il letto, del, il letto del fiume e dandogli nuove funzioni, come nel caso. Del Parco del Turia a Valencia Spagna. Nel nostro sistema in Italia, nella nostra nazione, la delicata la situazione di fragilità idrologica del nostro paese e anche la lo sviluppo del sistema insediativo ha portato a diversi conflitti tra le città che incontrano i fiumi, portando a una eccessiva artificializzazione dei fiumi. Pens basti pensare che. Più di 15.000 chilometri di fiumi sono tombati nelle, eh, a livello nazionale e qui dunque si gioca una grande, una grande sfida. Ci sono tantissime politiche, partendo da politiche internazionali, politiche europee, ma anche politiche locali, che cercano di valorizzare queste reti eh, blu, connettendole con le reti verdi e connettendole con il sistema insediativo. In questo contesto eh, si, eh, si è andata a inserire la nostra, la nostra ricerca. Siamo un gruppo interdisciplinare formato da ingegneri, geologi, sociologi, agronomi, economisti, storici, urbanisti e il coordinatore del, di questo gruppo è Giorgio Osti, un sociologo per l'ambiente e il territorio. Siamo sparsi in tutte le regioni, regioni d'Italia con l'obiettivo di eh, valutare come è variato il rapporto tra il fiume e le città ital italiane al fine di individuare delle visioni condivise di valorizzazione. Il metodo di base, anche se veniamo da tante estrazioni scientifiche diverse, è lo studio di comunità del rapporto delle città italiane capoluogo di provincia a partire dal loro fiume. Oggi vi parlo solamente dell'esempio Umbro, perché sono dell'Università di Perugia, tra la città di Perugia e il fiume Tevere. Allora, il nostro approccio è stato un approccio multiscala e multiattore. Siamo partiti eh, dall'analisi a livello di bacino idrografico del, di tutta, di tutta l'asta del fiume Tevere, poi ci siamo concentrati a studiare quali sono le visioni programmatiche della nostra regione all'interno del piano paesaggistico regionale di valorizzazione del Tevere. Abbiamo studiato, ci siamo focalizzati sul comune di Perugia vedendo le peculiarità fisico-geografiche, in particolar modo studiando il rapporto tra la città di Perugia e il fiume Tevere. La città di Perugia nasce su un acropoli e sono le sue propagini, le sue frazioni che raggiungono l'asta fluviale. Da lì siamo andati a vedere, a individuare la frazione che ha una maggiore complessità nel rapporto con il Tevere, che è la frazione di Ponte San Giovanni, in quanto eh, questa frazione negli anni eh, si è, ha subito una forte densificazione insediativa intorno a nuovi poli di attrazione, la ferrovia e la strada principale che porta all'Acropoli, rendendo marginali proprio le aree da dove era nata le aree lungo il fiume Tevere, che un tempo erano occupate da prevalentemente comunque da aree industriali di particolare interesse. E Dunque l'ultimo zoom ha riguardato proprio l'area la, eh, industriale abbandonata più importante di, della, della zona, che è l'area occupata dall'ex pastificio Ponte. Questo pastificio, il pastificio Ponte, è stato realizzato nel 1897 e per la nostra regione è stata una realtà industriale trainante dell'intera economia. È un elemento fortemente identitario di tutta la comunità di Ponte San Giovanni, basti pensare che ogni famiglia ha un parente che ci ha lavorato. Dunque eh, era un elemento di, di forte valore e poi è stato anche una realtà industriale, una delle poche realtà industriali umbe che, che in quegli anni ci ha dato una forte visibilità anche nazionale. Come ci siamo mossi? Ci siamo mossi con un percorso di partecipazione, di coinvolgimento della comunità insediata. Gli obiettivi erano due: da un lato, cercare di capire. Se la popolazione che oggi vive Ponte San Giovanni ha perso completamente i legami col fiume Tevere e non ne sente la mancanza, dunque qual è il suo rapporto con il fiume Tevere e costruirci una mappa di comunità. E il secondo obiettivo, invece, era cercare di costruire un master plan partecipato per una, eh, una proposta di rigenerazione dell'ex area industriale dismessa del pastificio. Il percorso ha coinvolto 90 abitanti della, della frazione di Ponte San Giovanni, di un'entità variabile tra i 18 e gli 80 anni e eh, l'unico vincolo che avevamo messo è che dovevano risiedere nella, in quella frazione da almeno 15 anni, perché cercavamo una memoria storica. L'abbiamo sviluppato con sei incontri eh, presso la sede di un'associazione di quartiere che si chiama Pro Ponte, sempre il richiamo a, al, al fiume, e, e tra un incontro e l'altro abbiamo anche chiesto e dato del materiale per riflettere ai partecipanti, per prepararsi agli incontri successivi. Gli strumenti che abbiamo utilizzato prevalentemente sono nei primi due incontri dei questionari, dopodiché eh, elaborando i risultati dei questionari abbiamo costruito... Un gioco, un mazzo di carte, e abbiamo fatto giocare i partecipanti per riuscire a realizzare questa mappa di comunità condivisa: dunque, partire dalle visioni individuali e integrarle insieme in una visione condivisa per, eh, che rappresenta, da un lato, il rapporto con il fiume e poi, in un secondo momento, delle idee per rigenerare l'ex pastificio. Queste sono immagini del, dei primi due incontri, dunque, i questionari li facevano, facevano riflettere i partecipanti soprattutto su, sulle attività che svolgevano nei pressi del, del fiume, le attività che svolgevano in passato, quelle che svolgono oggi e perché è, varia, è variato questo modo di utilizzare eh, il fiume Tevere. Abbiamo analizzato, i risultati dei, dei primi due incontri con un'analisi statistica e abbiamo raccolto in un mazzo di carte quelle che erano le attività che erano state eh, spontaneamente individuate da almeno il 25% dei partecipanti, dunque il primo quartile ci abbiamo preso, ci abbiamo costruito un mazzo di carte e l'abbiamo riproposto a tutti i partecipanti, facendoli giocare sia eh, durante gli incontri sia lasciando mazzo di carte per poter giocare liberamente in casa. Allora, in che cosa consisteva molto rapidamente questo gioco di carte? Eh, eh, si basa, è una rivisitazione della, del metodo delle mappe concettuali di Trochim. Dunque abbiamo chiesto in, eh, come prima cosa di raggruppare le, le attività in macro tematiche e di dar loro un nome. E il secondo passaggio di, eh, di dare un, un valore alle, alle singole attività presenti nelle Diverse carte dicendo sia quanto per loro quell'attività era importante e soprattutto quanto la presenza e la vicinanza del fiume Tevere influiva nella piacevolezza dello svolgere quell'attività. Dunque, con un'analisi statistica multivariata, abbiamo analizzato i risultati e siamo arrivati a costruire. Tre mappe di comunità, ve ne presento rapidamente una che hanno dimostrato arrivando ai risultati come la popolazione di Ponte San Giovanni sia ancora fortemente legata al fiume Tevere e senta una mancanza di riappropriarsi di attività che lo possono utilizzare non dico nel quotidiano, ma almeno periodicamente. E tutte le, le diverse proposte che ci sono arrivate le abbiamo eh, riorganizzate attraverso. Altri due incontri di partecipazione per cercare di, di spazializzarle in un'area finita perché le mappe, dei desideri, le mappe di comunità sono mappe dei desideri che dopo vanno concretizzate in um, progettualità. Dunque, l'abbiamo concretizzata in una progettualità in una proposta di riqualificazione dell'area dell'ex pastificio, che ci ha dimostrato come la popolazione vorrebbe eh, riconvertire le aree prossime al all'asta fluviale ad usi prevalentemente eh, sociali culturali, recreativi e usi pubblici. E dunque siamo andati a confrontare la visione della, della popolazione con la visione programmatica del nostro comune. All'interno del piano regolatore generale di Perugia c'è cioè un piano attuativo che riguarda proprio la riqualificazione dell'area dell'ex pastificio e possiamo notare un forte contrasto. La destinazione d'uso è residenziale e dirizionale, i parametri edificatori sono elevatissimi, ancora si pensa di densificare un'area che sta soffrendo per un'eccessiva densità abitativa. Ma non è, finisco, queste sono le conclusioni per dire che eh, altrimenti l'avevo anticipato, che avevamo ragionato la risposta della Regione, anche perché da Umbra no? parlo di un aspetto negativo di un ente territoriale, della visione del Comune, allo stesso tempo la nostra Regione eh, che cosa ha saputo fare? Ha saputo concentrarsi sugli altri ponti, gli altri quartieri di Perugia che incontrano il fiume Tevere, che ovviamente non erano interessanti dal punto di vista economico e lì sono riusciti a fare una strategia con il cosiddetto progetto Tevere che sta dentro il piano paesaggistico regionale di valorizzazione e di costruzione di corridoi ecologici e matrici di naturalità. Concludendo, anche confrontandoci con gli altri colleghi appunto sparsi a livello nazionale, con Patrizia che ha collaborato con noi per, per questa regione, eh, abbiamo potuto vedere come... Eh, in Italia le asse fluviali sono una forte matrice, una forte chiave identitaria che potrebbero dare eh, un un punto di partenza per riorganizzare delle vere progettualità di, eh, sostenibili di valorizzazione del territorio per rispondere sì da un lato alle richieste delle comunità locali come nel caso della comunità di Ponte San Giovanni ma anche per attivare soprattutto nei borghi periferici perché la comunità di cui vi parlo io è un borgo periferico mal urbanizzato non, eh, attirare fruitori da fuori che possono che sono senza il cui sostegno è impossibile pensare a progetti di valorizzazione su larga scala. Ho chiuso. Molte grazie per questa interessante presentazione. Ho isolato dal titolo della sua presentazione questa locuzione, arena deliberativa tra diciamo, la valle fluviale e la comunità insediata, mi pare eh, molto interessante perché siamo in, in un'età di fatto posturbana, il sistema degli spazi urbani che sosteneva le dinamiche sociali, politiche ehm, è stato marginalizzato di fatto dalla diffusione de, de, di insediamenti eh, nel territorio e nel paesaggio e dobbiamo in qualche modo rispondere all'urgenza di costruire un nuovo sistema di spazi pubblici che sostengano, supportino queste dinamiche sociali partecipate e anche politiche, cioè le nuove agora posturbane e probabilmente saranno in parte materiali, in parte intangibili e immateriali e queste sono esperienze che credo ci possano dare degli indirizzi e delle indicazioni per lavorare in questo senso. Sì. La, Credo di aver interpretato Assolutamente sì, assolutamente mm. sì, è stata una bellissima esperienza e ovviamente quando questi percorsi riescono a essere incentivati dagli enti territoriali allora è si parla di democrazia partecipativa, non di cittadinanza attiva che va un po' al di fuori e l'ente territoriale alla fine deve si accettare a malincuore le proposte. Il problema principale è che ancora i nostri antiterritoriali sono molto gelosi del, delle loro fette di potere. Dunque, aprirsi a una finta partecipazione e poi avere già in tasca la soluzione è un boomerang che torna contro. Ma noi cercheremo di dare il nostro contributo alla soluzione. La ringrazio. Eh, invito mh, il gruppo eh, ah, Arianna Meccozzi, Marco Cornaglia, e non so se sono loro due. Credo, sì, del Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna. Grazie, salve. Ok, perfetto. No, cercheremo di star nei tempi. Uh, buon pomeriggio a tutti, uh, siamo Arianna Mecozzi e Marco Cornaia e lavoriamo presso il Fame, Fame Lab che è un laboratorio di multimedia e digital storytelling del Dipartimento dei Beni Culturali. Il nostro intervento ha il titolo Gli Atlanti multimediali GIS per la tutela e eh, la memoria del territorio costiero. Come caso di studio portiamo il caso del, uh, di Ravenna e del suo particolare rapporto con il mare e il porto, però diciamo che è un progetto replicato. Su ogni territorio. Uh, il rapporto tra Ravenna e il mare ha un'origine uh, millenaria ed ha costituito da sempre un elemento decisivo uh, per l'evoluzione del territorio, sia sul piano uh, fisico, sia su quello uh, storico e anche culturale. Da un lato eh, il contesto della costa romagnola eh, caratterizzato da una grande varietà di paesaggi e da una natura dinamica e ha spinto sempre più l'uomo eh, di volta in volta ad adattarsi al territorio, ricercando quindi anche nuove soluzioni eh, per poter abitare eh, l'area, sfruttare le sue risorse. risorse. Dall'altro canto invece a volte è stato proprio l'elemento umano ad intervenire direttamente sul territorio, modificandolo uh, per uh, soddisfare le proprie esigenze. Eh, questo eh, dualismo è particolarmente evidente eh, nel caso di, eh, del territorio di Ravenna. Ravenna è eh, caratterizzata da una lunga e variegata storia che l'ha vista capitale prima dell'impero, poi bizantina, signoria e infine anche centro di riferimento eh, di tutto il mare adriatico per il suo porto. E questo si è tradotto in particolare nell'allestimento nel corso dei secoli di diversi centri periferici che fungessero da collegamento tra, tra la città e il Mare Adriatico. Quindi possiamo parlare, e citare anche l'antico porto di classe o uh, successivamente il Porto Gandiano e tanti altri porti che si sono costituiti sul territorio Ravennate nel corso dei secoli. Sino ad arrivare uh, a, nel 1737 con la costruzione del nuovo. Uh, Porto, situato sul canale Candiano, quando ormai la costa si era allontanata dalla, dalla città di oltre 11 chilometri. Dal punto di vista ecologico e paesaggistico, i siti che rendono questo territorio un particolare ed importante caso di studio uh, sono costituiti da uh, risorse di estrema importanza ecologica e conservazionistica, riconosciuta sia a livello nazionale che internazionale, in quanto è, uh, rappresentano un grande uh, esempio di uh, biodiversità. E per questo uh, necessitano di protezione, pur essendo comprese in un'area uh, dell'Emilia delle Romagna, delle più uh, economicamente eh, sviluppate e anche molto antropizzate. Sul territorio di Ravenna possiamo contare all'incirca uh, 20 habitat di interesse comunitario, tra ZPS, aree SIC e aree inserite nella, nella rete Natura 2000. E circa un centinaio di specie faunistiche di interesse conservazionistico ai sensi delle direttive comunitarie eh, habitat e uccelli qui citate e oltre eh, 30 specie vegetali di interesse prioritario. Queste sono alcune delle foto che rappresentano appunto queste aree naturalistiche eh, su Ravenna che vivono anche in stretto contatto con tutta l'area portuale. Queste aree naturali e nello specifico le due piallasse che sono la Pialassa della Baiona, la Pialassa dei Piomboni e tutte le varie pianete, eh, pinete che eh, sono situate sulle costiere sono allo stesso tempo portatrici di biodiversità, valori morfologici, naturali ed estetici, ma anche e soprattutto culturali in quanto raccontano la storia, l'evoluzione e l'identità del territorio. Perché appunto ad esempio le pinete eh, situate sul territorio di Ravenna sono pinete in impiantate, e quindi raccontano un po' tutta quanta la storia, la storia del territorio. Dal 2019 alcune di queste aree sono state al centro del, del dibattito cittadino ed oggetto di diversi progetti europei. E un esempio sono il progetto Interreg Wave che si ripropone di trasformare e migliorare le politiche regionali finalizzate alla tutela del patrimonio storico e culturale legato all'acqua e l'altro è il progetto Dare che è stato finanziato nell'ambito del programma eh, UIA, ossia Urban Innovative Action e eh, diciamo che questo progetto ha cercato di coniugare la transizione digitale e la rigenerazione, e la rigenerazione urbana della Darsena eh, che è, appunto la Darsena è proprio un altro luogo all'interno del quale si mescola appunto l'identità culturale del luogo con quella naturale ti lascio la parola allora grazie eh, voi noterete adesso che ci stiamo staccando lievemente dalle presentazioni che ci hanno precedute nel medium che stiamo impiegando. Quello che vedete è ovviamente non un PowerPoint, è una story map. La story map è uno strumento per il digital storytelling che viene ormai impiegato in diversi ambiti da diverso tempo, e che ha la peculiarità di, poter, di essere stato concepito soprattutto per una funzione, cioè quella di condividere e valorizzare ovviamente delle mappe digitali, delle mappe interattive come la mappa storica che vi sto mostrando in questo momento. Questo tipo di strumento ci è stato particolarmente utile nel caso di Ravenna perché nella, in questo progetto che vuole in un certo senso valorizzare il legame che questa città ha avuto e ha con il mare, in gran parte si tratta in realtà di un mare fantasma. Voi potete vedere in questa prima mappa che ci mostra la Ravenna del primo secolo d.C. che gran parte del territorio, non proprio urbano, ma sicuramente del territorio di Ravenna, era occupato dal mare e da una vasta laguna che era un bacino perfetto la base della flotta imperiale romana o perlomeno il suo distaccamento nell'Adriatico. Ravenna era quella città dove, secondo Marziale, eh, tutto andava a rovescio, non era disponibile l'acqua potabile e si viveva, magari ci si lavava anche con l'alcol. Ora, eh, noi abbiamo tentato di restituire in parte questo legame che Ravenna ha con il mare come una eredità che ha avuto e che ha arricchito naturalmente come tutte le realtà, nel corso dei secoli, con una serie di influenze che non si hanno avute soltanto sul lato più prettamente culturale, quello ovviamente dei monumenti UNESCO che in buona parte sono legati anche alla storia marittima di Ravenna, ma anche al, alla peculiare area naturalistica che circonda la città. Pensiamo infatti, come ha detto Arianna, al caso delle piallasse, che sono questi bacini di acqua salmastra che Circondano la città e che, sono, eh, che ospitano una biodiversità molto definita, oppure alle famose pin pinete ravennate. Ora, questa mappa che vi forniamo, questa prima mappa in realtà, è stata concepita come una timeline che mostra l'evoluzione nel corso del tempo di quella che è stata l'area del Ravennate. Voi vedete come nel corso dei secoli, di volta in volta, le aree sia eh, prettamente eh, antropizzate che quelle naturali si sono imposte sempre di più a discapito dell dell'area dell naturale. Questo non soltanto per ovviamente l'intervento umano, ma anche perché, eh, come è noto, l'area di Ravenna si è eh, insabbiata nel corso del tempo, portando il mare ad allontanarsi sempre di più dalla città. E questo ha richiesto un intervento umano anche molto pesante da parte dei ravennati che non sono rassegnati a perdere il mare e il, suo legame, e il loro legame con il mare. Quindi si è passati dal porto storico di classe al porto Candiano, poi al Porto Fuori, fino all'attuale area di Marina di Ravenna. Ora, a questo punto, e naturalmente questo non l'ho citato ma va ricordato. Ha portato eventualmente alla creazione di quella struttura imponente che è il canale Candiano, che ricollega la città al mare. La città doveva essere nell'Ottocento uno dei più grandi porti dell'Adriatico: per alterne vicende legate in particolare alle due guerre, questo non si è finalizzato o comunque non appieno. Questo tipo di mappa. Questo tipo di servizi che noi realizziamo sulla base di diverse ricerche che abbiamo condotto nel corso degli anni sull'area delle Ravennate, basti pensare ai recenti progetti in atto ancora per valorizzare l'area della darsena di Ravenna, hanno permesso di individuare una serie di legami in realtà interessanti fra aree UNESCO e aree naturali. Basti pensare il caso forse più famoso, a classe, al legame che c'è effettivamente fra classe, fra il suo sito UNESCO e, eh, e la vicina Pineta di classe. Quindi forse vale la pena di pensare in un, al legame fra questi siti UNESCO e le aree naturali all'interno, Pinete, Baccina, bacini è il in caso di Ravenna, altri contesti in giro per l'Italia anche in un'ottica eh, di post-urbanizzazione, forse nel vedere eh, questi siti non soltanto come accessori alla città, ma ovviamente anche al paesaggio naturalistico che la circonda. Ecco. E queste story map che vediamo possono integrare eh, ovviamente le ricostruzioni storiche anche con altri tipi di materiale. Ora vi stiamo mostrando il materiale per la eh, mappatura del paesaggio sia antropico che naturale ecco che abbiamo ottenuto dal geoportale della regione Emilia Romagna il che ripropone quindi il legame fra siti eh, UNESCO e aree naturali sotto una luce diversa, non più in relazione al prettamente antropico, ma al paesaggio circostante. E queste story map che possono essere condivise, questo include ovviamente anche la story map che vi stiamo mostrando possono permettere alla cittadinanza di recuperare un legame con eh, il paesaggio so e i siti unesco che lo costellano, sotto un'ottica eh, diversa, forse più lontana dall'area prettamente antropica, ma più integrata, più armonica con l'area naturale. E vi ringrazio per la vostra attenzione. Molte grazie, abbiamo visto le potenzialità di questi strumenti il GIS um, e de, le possibili modalità di visualizzazione ai fini del monitoraggio ma anche di valorizzazione e promozione di quello che è il nostro patrimonio territoriale. Uh, molte grazie. grazie. Um, ora chiediamo al gruppo del... Eh, professoressa Maurizia Sigura, eh, prego, eh, del Dipartimento di Scienze Agroalimentari e Ambientali Animali eh, del, dell'Università di Udine, eh, prego, può chiudere, eh, non chiudere, ma minimizzare quella, quella, sì, non so perché sia aperta, ecco, poi identificare la sua presentazione.

Grazie dell'assistenza, buonasera a tutti. Sono appunto Maurizia Sigura dell'Università degli Studi di Udine, ringrazio l'organizzazione per l'invito e la possibilità di poter presentare oggi qui e presenziare a questo interessante convegno. Presentare un contributo Ehm, sviluppato oh, da, eh, con altri colleghi dell'Università di Udine e con la collaborazione della professoressa Tassinari eh, che ha l'obiettivo di eh, porre eh, l'attenzione e stimolare eh, qualche riflessione eh, sull'argomento oh, legato alla, ai sistemi reticolari, ai sistemi a rete del territorio e come questi possono essere utilizzati per eh, una lettura del paesaggio. Eh, che tenga conto oh, di quelli che sono gli elementi culturali e eh, naturali che lo compongono. Eh. Come ben sappiamo il, eh, la Convenzione europea del paesaggio eh, assume la dimensione paesaggistica del territorio come eh, una, eh, qualcosa eh, formato dall'integrazione tra eh, quelle che sono le componenti eh, naturali e le componenti invece antropiche legate all'attività dell'uomo e eh, lo fa considerando eh, le dimensioni eh, degli ambienti rurali. Degli ambienti eh, urbani, andando a considerare questi elementi eh, sia eh, rappresentati da eh, elementi di eccellenza eh, che da eh, invece elementi del paesaggio eh, artificiali, eh, elementi del paesaggio costruiti, eh, ancorché eh, elementi invece eh, rappresentanti eh, caratteristiche eh, di, eh, legate a peculiarità di tipo naturale. E eh, fintanto a, a considerare eh, quelli che possono essere eh, le eh, componenti del paesaggio più degradate, quindi con un, eh, uno spettro a, 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 ad ampissimo raggio. Eh, D'altra parte, eh, questo. Oh, Binomio eh, culturale e naturale è, è previsto dalla convenzione stessa, l'articolo 3, eh, venga eh, tutelato, oh, ma anche gestito e pianificato. Eh, in termini di tutela si intende eh, la conservazione di caratteristiche peculiari eh, eh, di questi elementi, mentre dal punto di vista della gestione e della pianificazione vengono introdotte una serie di eh, eh, indicazioni rispetto a misure eh, relative al governo delle trasformazioni a carico del paesaggio, trasformazioni che vengono appunto regolate da una serie di eh, strumenti eh, legati alla pianificazione, tra cui piani paesaggistici o piani di diverso tipo. Quando parliamo di eh, eh, paesaggio oh, non ci si può non riferire a, a quella che è eh, la relazione tra il paesaggio stesso e il patrimonio eh, naturale, cioè quello stock di risorse eh, naturali che vanno a, a rappresentare la base per... Eh, eh, le funzioni del paesaggio legate ai cosiddetti servizi ecosistemici, servizi che eh, entrano oramai sono previsti da eh, molte politiche eh, internazionali che stanno sempre più eh, trovando collocazione eh, all'interno della eh, gestione eh, locale, della gestione del, eh, legata al territorio e al paesaggio stesso. Il mantenimento di questi tipi di servizi che rappresentano la serie di eh, beni e... Eh, ehm, eh servizi a favore della qualità della vita delle comunità e sono legati a quella che viene identificata come multifunzionalità del paesaggio, ossia quell'insieme di caratteristiche di organizzazioni che consentono la possibilità di ottenere tali servizi nel medio e nel lungo termine. Eh, oramai ehm, sono eh, abbastanza consolidati eh, eh, strategie di eh, eh, risposta in termini di eh, possibilità di eh, mantenimento di questi servizi attraverso oh, oh, elementi lineari, elementi a rete reticolari, quali le reti ecologiche, le Greenway di cui abbiamo già sentito parlare, eh, che eh, man mano si stanno evolvendo in quelle che vengono indicate come infrastrutture verdi, le abbiamo già anche se sentite citare, infra infrastrutture verdi, infrastrutture blu, ossia sistemi di. Elementi più o meno naturali, naturali o seminaturali, collegati tra di loro, che hanno la capacità di dare sostenibilità al paesaggio stesso attraverso il mantenimento dei servizi. Rispetto a, a, a queste eh, infrastrutture del territorio dedicate alla sostenibilità eh, vorrei proporvi eh, un breve focus eh, sulla uh, rete ecologica che è eh, appunto un, uh, un sistema uh, che tende a mettere a sistema quelle che sono le... Ehm, ehm, eh, quello che è il capitale naturale di una determinata area, eh, considerando sia eh, aree tutelate che aree non tutelate, attraverso una sorta di modello organizzativo che vediamo qui rappresentato che va a eh, individuare quelli che sono i nodi della rete, cioè gli elementi eh, naturali di maggior interesse collegati attraverso oh, corridoi, elementi lineari che eh, eh, rappresentano fasce di territorio con funzione di connettività. E che possono essere strutturate in maniere diverse. Possiamo applicare questo modello ad una lettura del territorio, ottenendo quindi una chiave di lettura molto particolare e in questo caso dedicata alla sostenibilità della biodiversità e quindi della capacità delle specie di spostarsi tra aree a diversa capacità di sostegno ecologico delle stesse, eh, che però può essere letta in maniera integrata e all'interno di quello che è il framework della eh, conservazione del paesaggio. In termini di integrazione, quindi integrazione di questi aspetti legati alla tutela del paesaggio, vorrei proporvi l'esempio del piano paesaggistico del Friuli Venezia Giulia che ha posto una particolare attenzione rispetto a questi elementi di tipo lineare, anzi elementi di tipo reticolare. Il piano, che è stato adottato nel 2018, organizza i suoi contenuti in tre livelli: una parte statutaria che definisce gli ambiti di paesaggio che caratterizzano l'area e il quadro di conoscenza di base, comprende poi una parte strategica che è relativa proprio alle politiche di sviluppo del paesaggio che vengono. Intese eh, eh, come futuro e quindi come elementi da porre in essere e poi eh, ovviamente la parte di eh, gestione. Eh. All'interno della parte strategica eh, vediamo che eh, la rete ecologica, la rete dei beni culturali, la rete delle infrastrutture e della mobilità lenta rappresentano degli elementi eh, sostanziali, rappresentano un po' il cuore eh, quindi eh, del, di quelli che saranno i futuri sviluppi, del, eh, le linee di sviluppo del, eh, del eh, paesaggio e rappresentano elementi eh, che eh, pongono l'attenzione rispetto alla dimensione naturale, quindi alla conservazione del eh, patrimonio naturale. Alla, a quella che è la valorizzazione dei beni culturali intesi come beni storici e, e, e beni che e quindi fanno riferimento a quella che è l'identità del, eh, delle comunità del territorio stesso messe assieme, integrate attraverso la rete della mobilità lenta. Rete quindi che consente eh, ed è dedicata alla fruizione eh, del eh, paesaggio e quindi alla conoscenza degli elementi sia ehm, eh, legati alla componente naturalistica che eh, alla componente eh, diciamo, culturale e storica del, eh, del territorio. Queste reti sono state eh, ovviamente eh, implementate, descritte e eh, corredate da eh, um, eh, specifica eh, cartografia in maniera tale da dare una dimensione eh, costruttiva a uh, questa uh, idea dell'integrazione uh, eh, eh, delle diverse reti e eh, di uno sviluppo del paesaggio attraverso lo sviluppo delle, eh, delle tre reti. La rete ecologica è una rete di area vasta che va a considerare diversi elementi legati agli hotspot di biodiversità e di naturalità rappresentati dagli ecotopi e collegati da diversi tessuti connettivi, mentre la rete dei beni culturali anch'essa va a mettere in rete quelli che sono beni artistici, archeologici e di tipo storico. E eh, le infrastrutture eh, invece relative alla mobilità lenta eh, va a considerare tutta la gamma di eh, elementi legati alla mobilità, alla mobilità dolce. Eh, Alcuni eh, esempi di eh, integrazione eh, rispetto a, a, alle tre reti eh, che. Ehm, spero diano l'idea di come eh, chi si al, eh, chi approccia alla fruizione del paesaggio può avvicinarsi veramente attraverso un eh, sistema di eh, mobilità eh, dolce alla conoscenza dei diversi aspetti. Quindi, alla costruzione della consapevolezza, qui abbiamo un esempio in area di pianura, ma questo un altro in area montana, una maggior consapevolezza rispetto a quelli che sono i valori del paesaggio. Concludo con un cenno, visto la sede, ai beni patrimonio dell'umanità UNESCO, alcuni dei quali sono già stati citati, che fanno parte, integrano quindi la rete dei beni culturali e risultano essere quindi messi... In, eh, a sistema attraverso gli altri eh, assieme eh, agli altri elementi abbiamo già visto nella, eh, sentito nella eh, presentazione del collega Senes come eh, eh, questa strategia di collegare eh, all'interno di un concetto di oh, Greenway eh, l'accesso eh, ai beni UNESCO, ai beni stessi sia effettivamente un elemento vincente eh, il piano paesaggistico in questo senso, con la strategia dei sistemi reticolari, si avvicina a queste esigenze e quindi si pone l'obiettivo di rendere un servizio alla comunità attraverso il paesaggio. Grazie. Molte grazie, abbiamo così posto l'attenzione non solo sulla interconnessione delle infrastrutture o strutture antropiche, ma anche sulla connettività, il tema della connettività ecologica, su cui diciamo, gli impatti delle società umane sono stati molto forti e destabilizzanti anche in termini abbastanza ehm, diciamo, ehm, alterni, nel senso che sulla microscala o mesoscala... Eh, si è arrivati a una frammentazione del paesaggio che ha interrotto i flussi ecologici, mentre su una macroscala si è eh, favorito la diffusione di, di specie invasive attraverso la creazione di questa sorta di pangea virtuale in cui viviamo, che eh, diciamo è connessa in modo non contiguo da diciamo, la mobilità di, di largo raggio degli umani e quindi c'è bisogno di un riequilibrio anche in questo, in questo tema, su questo tema diciamo. molte grazie grazie. Molte grazie invito um, dunque il professor Gilmo Vianello del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell'Università di Bologna Solo L. L. Okay. Eh, buon pomeriggio a tutti, intanto grazie dell'invito e eh, in particolare alla cara amica Patrizia Tassinari no? che mi ha consentito di presentare questo progetto. Il progetto eh, per funzionare eh, questo progetto che avete visto come titolo la Corona di Matilde eh, Castanicoltura dell'Alto Reno si inserisce nella eh, normativa che il MIPAF, Ministero per le Politiche Agricole, ha istituito nel 2012 l'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale delle Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali e All'interno del eh, decreto, eh, all'articolo 4, è previsto eh, la costituzione di un registro dei paesaggi rurali storici nazionali. Attualmente eh, sono stati approvati 27 eh, di, questi, eh, di questi paesaggi rurali storici che vedete sono un po' distribuiti in tutto il paesaggio eh, iniziale. Vi spiego eh, attraverso appunto questo progetto come funziona la metodologia di accreditamento che è abbastanza complessa. Eh, il progetto va presentato in genere da un'istituzione o più istituzioni pubbliche, in questo caso il Comune di Alto Reno Terme, dall'Accademia Nazionale dell'Agricoltura e dall'Associazione Castelicultori dell'Alta Valle del Reno. Come vedete nell'immagine l'area segnata in rosso costituisce appunto questa corona di Batilde che ha questa forma diciamo, di ferro di cavallo da cui in qualche modo è derivata la denominazione eh, di corona. Eh, da questo schema vi rendete conto della complessità per poter rispondere ai requisiti che il, il Ministero richiede che si articola in tre fasi. La prima fase è quella che eh, propone il progetto, deve convincere il Ministero ad approvare il progetto. C'è una seconda fase, che è quella più centrale, che richiede una serie di elaborazioni, soprattutto con buoni sistemi informativi geografici, e soprattutto la costruzione di repertori attraverso dei rilevamenti eh, di campo. E poi c'è un'ultima fase in cui la Commissione del Ministero viene a verificare la congruenza di ciò che è stato indicato nel progetto e poi decide se approvare o meno l'istituzione del progetto stesso. Vi dicevo corona perché la, la, la costituzione di questa area con questa forma deriva da fenomeni di carattere naturale, soprattutto fenomeni di... Ablazione durante il periodo glaciale e successivi fenomeni di mobilizzazione di tipo fluvio-glaciale che ha distribuito diciamo, i sedimenti nelle zone più basse attorno alle aree più rilevate. Questo ha creato un habitat naturale per la formazione di suoli che hanno ospitato soprattutto essenze e varietà delle diverse forme di querce, roverelle e Cerri. Al di sopra di questa quota troviamo il faggio di cui ha parlato Chiarucci precedentemente. E a partire dall'anno 1000 queste coperture forestali sono state in gran parte disboscate per lasciare il posto appunto alla coltivazione del castagno che è diventato per tutto l'Appennino un elemento importante dal punto di vista sia alimentare che energetico per queste popolazioni. All'interno del modello eh, si richiede questa indagine che viene definita valutazione storico-ambientale, che diremmo altro non è se non il confronto tra il land use del 1954. Il 54 è stato definito per chi, per chi lavora dal punto di vista della lettura del territorio italiano, sa che nel 1954 è stata effettuata l'intera copertura aerofotogrammetrica del territorio nazionale quindi viene preso dal Ministero come un punto eh, di riferimento, confrontato con la situazione eh, di uso del suolo più eh, recente. Ne deriva una matrice, attraverso una tecnica di overlapping si sovrappongono le due informazioni e si vede quanto il territorio sia modificato o meno e di quanto. In questo caso la persistenza, cioè la non modifica del territorio, è superiore al 60%, e questo è uno dei, diciamo, dei vincoli che pone appunto il Ministero. Se si è al di sotto del 60%, l'area non può essere accreditata come area di interesse storico. Dopodiché eh, è importante fare delle valutazioni invece di carattere storico. A noi è stato di gran utilità l'uso del catasto pontificio gregoriano perché ci dà una fotografia, direi, abbastanza eh, puntuale e possiamo dire anche molto valide queste mappe dal punto di vista metrico, perché sono molto vicine alla realtà. Quindi abbiamo potuto confrontare sia la situazione degli insediamenti del passato rispetto all'attuale, come vedete con degli ortofotopiani recenti, e vedete come ad esempio in questo esempio di questo borgo eh, medievale, le aree eh, urbanizzate sono rimaste ancora tuttora eh, presenti e addirittura dell'immagine si può vedere come ancora la copertura degli edifici sia costituita ancora da lastre che erano tipiche no, di, questi, di, questi, eh, di questi ambienti. L'altro elemento importante sono stati i brogliardi, cioè i documenti che ci descrivono le tipologie delle diverse particelle catastali. Abbiamo potuto riscontrare che nel passato il castagno era diviso in tre classi, castagni domestici, castagni produttivi e castagni selvatici. Quindi siamo andati a verificare la presenza o meno ancora di queste realtà. E ci siamo accorti che il paesaggio domestico, cioè il castagno dentro l'area urbana, è ancora presente in molte località, ma soprattutto quello che è elemento importante è la presenza del castagno produttivo che come potete vedere dall'immagine di destra è chiaro che sono immagini soprattutto invernali, eh, vediamo che le piante hanno già una dimensione importante, quindi sono piante senza dubbio centenarie, ma soprattutto hanno un particolare assetto. E da qui appunto la seconda denominazione del progetto, Corona eh, di Matilde. Matilde perché eh, voi sapete che Martina di Canossa attraverso i suoi agrimensori in qualche modo impose alle popolazioni montane di coltivare il castagno e di coltivarlo secondo una tecnica che ancora oggi è vigente, che è quella del sistema della quinquonce, cioè dei cinque once, visto che nel passato esisteva questa moneta quadrata con questi cinque umboni, no, che caratterizzavano l'oggetto. E questo impianto è importante perché permette alle piante di avere un'insolazione abbastanza omogenea. Il castagno è una pianta molto eliofila, ha bisogno di molta luce e ha bisogno anche di una particolare esposizione. E quindi, come vedete, molte zone, grazie soprattutto alla gente del posto, alle donne e agli uomini di queste terre, effettivamente questi castagneti sono ancora stati salvaguardati. Questo è stato uno dei nostri punti di forza per il progetto stesso e poi la presenza di alberi monumentali, quel signore che vedete a destra dentro è, è un funzionario del, del Ministero delle Politiche Agricole che è venuto a controllare. Per concludere poi è stato effettuato un censimento di tutti i cosiddetti beni immobili presenti sul territorio e qui abbiamo fatto un'altra scoperta importante, guardate quelle sculture che vedete sulla vostra destra eh, questi sono i segni di questi eh, mastri eh, che nel passato hanno frequentato tutta la montagna bolognese ma anche romagnola, eh, insegnando alle popolazioni del posto come lavorare la pietra e soprattutto lasciando il loro segno. Queste sono le maestranze comacine no, che dalla Lombardia sono risalite sulla nostra montagna. Parlavamo, sentivo una relazione stamattina sugli elementi devozionali. Beh, questo territorio ha una fittezza di sentieri impressionanti che fortunatamente il CAI sta salvaguardando. E data l'importanza di questa viabilità, noi troviamo una quantità enorme di segni devozionali, la verginino, la maestà o il pilastrino come ritroviamo, abbiamo trovato più di 150 di questi manufatti, quindi un, un altro elemento importante che ci dà anche la devozione perché questi oggetti vengono mantenuti, quindi la gente del posto effettivamente ha una devozione importante. L'unico cruccio, poi chiudo, è quell'immagine che vedete con la cascata e la presenza eh, dei mulini d'acqua che purtroppo non abbiamo più funzionanti. E eh, questa è una sollecitazione che cerchiamo di chiedere a, a chi di dovere per poter almeno salvare uno di questi impianti. Perché poi dico questo? Perché c'è anche un fatto puramente economico. In queste zone vengono prodotte delle farine di alta qualità, tant'è vero che ogni anno vengono eh, valutate tra le prime 5 o 6 in Italia. Ma se noi queste farine o soprattutto il prodotto di origine non lo maciniamo in loco, rischiamo di perdere con il significato di GP. E quindi a questo punto una delle diciamo delle realtà economiche di questo territorio si verrebbe a, uh, a perdere. Vi ringrazio, sono stato in dieci minuti. Molte grazie per questa presentazione bellissima, stimolante. Tutto questo lavoro importantissimo per la conservazione di, del, di un patrimonio territori territoriale rurale, che è un'organizzazione artificiale del territorio, eh, che oggi ci sembra naturale, ma è di fatto è prodotto del lavoro di generazioni di, di, di queste comunità. Fondamentale e sarebbe importante trovare, appunto, come diceva lei in conclusione, eh, dei, eh, dei modi perché non si eh, conservi solo in termini scenografici, e, mm, ma mummificati questo territorio, questo patrimonio, ma in termini funzionanti eh, e produttivi, eh, ovviamente, nel rispetto della massima sostenibilità. Qui quindi abbiamo un altro rischio che. Eh... Queste popolazioni che conservano questi, queste realtà stanno invecchiando e queste sono zone in cui eh, l'80% dei giovani in questi vent'anni se n'è andato. Quindi, noi abbiamo bisogno assolutamente anche di un ricambio generazionale e che i giovani chiaramente siano stimolati a questo tipo di. di, di, di di salvaguardia del territorio. È importantissimo. Eh, fra l'altro tutta questa azione eh, che ora sta iniziando a diventare, a ramificarsi, eh, ehm, è iniziata poi eh, dieci anni, più di dieci anni fa con un importante studio che è stato pubblicato dalla Terza nel 2010 sotto legge del Presidente della Repubblica, iniziativa di, di, di Agnoletti. Eh, Agnoletti. il sì, il libro purtroppo è esaurito, però qui nella biblioteca dei campus di Cesena ce n'è una copia, quindi <ride> suggerisco a chi sia interessato di, di recuperarlo. Molto grazie, molte grazie. Bene, procediamo con la professoressa. Invitiamo la professoressa Maura Savini del Dipartimento di Architettura, quindi è di casa. Letteralmente <ride> proprio. Perfetto, prego, può chiudere questa presentazione. Chiudo, dove la chiudo? Forse con Esca. Sì, poi la chiudo di qui. Poi identifica la sua presentazione là. Ecco, poi può fare CTRL L. Ctrl L. Ecco. Ecco. Eh, Buongiorno a tutti. Le immagini che vedrete riguardano un lavoro che è iniziato molti anni fa sul territorio di pianura eh, dal punto di vista architettonico, partendo dal presupposto fondamentale che è quello che i paesaggi sono eh, l'esito di un inscindibile rapporto tra eh, natura e artificio. Tanto inscindibili come si è detto più volte stamattina, che in eh, giornata insomma, che eh, perfino le zone che ci sembrano naturali non lo sono affatto, per la verità. Quindi questo lavoro è iniziato particolarmente per l'area bolognese, eh, poi magari mi, mi, mi fermi ecco, eh, sull'area bolognese, ma si sta estendendo all'ambito all emiliano-romagnolo perché. Ovviamente i caratteri hanno delle fortissime affinità. Il ragionamento che vorrei fare e lascio le immagini andare liberamente, dovrebbero andare in automatico, spero, perché... Non ci eh. No, vediamo un attimo però, eh, perché ho, ho sbagliato ad aprire Questo il è tutto. Il PDF. Sì, è il PDF, il PDF non lo fa, scusatemi ma non me ne ero accorta. Dunque vediamo invece di trovare... Però io non lo vedo, è questo forse. Eccolo qua. Quindi anche qui. Ecco, dovrebbero andare avanti da sole, speriamo. Dicevo, il problema architettonico che il ragionamento che vorrei fare riguarda fondamentalmente la perdita d'ordine, di chiarezza e anche di intelligibilità che città contemporanee e territorio oggi hanno e mostrano in modo marcatissimo. C'è una mancanza di linea stabile e di continuità e tutto questo ha interrotto i processi di conoscenza e anche di memoria in cui si colloca l'architettura e le sue ragioni più antiche e più profonde. Quindi una uh, frattura fortissima con delle conseguenze molto forti, molto pesanti. Uh, slogan ambigui e uh, arbitrari hanno finito col disarticolare i luoghi della nostra vita e anche la nostra capacità di pensarli, costruirli e abitarli. Tra questi soprattutto il mito del nuovo, che ha un fondamento economico potentissimo perché eh, ha fatto dei consumi, del consumo rapido e indifferente eh, di ogni cosa, di qualunque, quindi praticamente da cucchiaio alla città, la base di qualunque politica di sviluppo. Un'economia usa e getta da rottamatori, potremmo dire, che ha esteso l'influenza della moda appunto a tutti gli aspetti della nostra vita. Qui si colloca la disintegrazione dell'architettura, lo smarimento delle sue ragioni, l'ipocrisia di questi slogan, appunto, ma tra questi anche quelli più recenti, perché la sostenibilità. Eh, quando ho cominciato questo lavoro si diceva e si parlava della conservazione del, del mondo rurale come di un fatto essenziale, le case stanno crollando nella più assoluta indifferenza di tutti. Eh, le case, gli edifici, anche le chiese, non diversamente. Eh, quindi, da un lato, l'architettura sembra oscillare tra la burocrazia di norme ambiziose, quanto paralizzanti, una conservazione a tutti i costi, e una complementare, disinvolta sperimentazione tecnologica spacciata per modernità, ehm, che anche il marketing territoriale ha degli effetti preoccupanti da questo punto di vista che hanno prodotto tutto questo. Quindi il tentativo è quello di dire che eh, a fronte di tutti gli altri aspetti che convergono poi in queste trasformazioni fisiche, la materia dell'architettura è appunto l'architettura. Quindi si tratta di rimetterla al centro degli studi, quindi non la sua immagine, ma riconducendo al manufatto, alla costruzione, tanti saperi che sull'architettura si sono accumulati. Guardare a questi esempi... Ci consente di svelare la logica, potremmo dire smontare questo straordinario giocattolo, perché noi oggi siamo chiamati a trasformazioni necessarie e ineludibili e quindi a mettere in campo una logica ulteriore e diversa da quella. Paul Wolf agli inizi del Novecento diceva la città è come una canzone popolare a cui ogni generazione ha aggiunto una strofa. Quindi questo ci dovrebbe far capire che non possiamo agire senza conoscere. Un ingegnere idraulico qualche giorno fa ad un convegno sul paesaggio commentava, dice, sarebbe come un chirurgo che opera senza conoscere, un chirurgo cardiaco, qualunque chirurgo, che opera senza conoscere il corpo umano. E noi stiamo facendo, sta succedendo proprio questo di fatto. Quindi partire dall'oggetto che costituisce lo scopo e in questo modo decifrare l'intelligenza, oltre che la bellezza di quelle forme, per provare a farle di nuovo. C'è un aspetto fondamentale. Prima si parlava di reti eh, che mettono in connessione, eccetera. Vedremo come queste architetture, si vede già da qui, non, sono mai, non operano mai dei limiti né delle fratture radicali, sono sempre passanti. È un territorio, un sistema che è, è, per millenni è stato realizzato in modo pervio. L'architettura può essere attraversata, i territori potevano essere attraversati, non c'erano mai confini e fratture. Esattamente il contrario di quello che il più delle volte accade oggi. Ehm, ancora, nell'antichità il suolo, la sua divisione, possedevano un valore proprio indipendente dalla costruzione. Indicavano una delimitazione del, dello spazio che indicava lo stare. Afferma Einstein che eh, comprendiamo facilmente l'idea di uno spazio se lo riferiamo allo spazio interno, allo spazio chiuso quello che lo chiama uno spazio scatola. Ma lo spazio esiste indipendentemente dalla scatola e dal suo spessore e continua ad esistere anche se questo spessore è uguale a zero. Lo stesso Gideon eh, dice diventiamo consapevoli di certi pregiudizi. Uno di questi è l'opinione che architettur in architettura lo spazio sia eh, spazio interno, ma c'è un'altra concezione spaziale che ha diritti eh, ugualmente, no, assolutamente non minori e abbraccia le prime civiltà, l'Egitto, i Sumeri, eccetera, e comprende anche la Grecia. Tutte queste civiltà considerano la conformazione dello spazio interno non come assolutamente essenziale, ma eh, considerano eh, lo spazio, eh, l'articolazione, la, pensiamo alla, all acropoli, alle Acropoli, eh, di elementi nello spazio. E questo ci riporta a un rapporto positivo. Ehm, che consente dei salti di scala continui anche da questo punto di vista tra gli elementi e, e, il, ter e il territorio su cui sono costruiti. Eh, nella comprensione del suolo come fatto autonomo eh, si dà eh, lo studio dell'esperienza rurale. Noi sappiamo che, ecco qui vediamo i cortili della pianura bolognese, sono costruiti su un prato come la Ferme Cochioise eh, centro-europea, eh, cioè è il, il prato a cui fanno riferimento questi elementi, che è l'elemento essenziale. Quindi non è concepibile questa concezione se noi lasciamo che i piani, i regolamenti consentano le recinzioni interne, tutta una serie di, di fratture e di eh, confini invalicabili. Ehm, questo aspetto eh, diventa essenziale, fondamentalmente eh, è affine a quello delle acque, insomma, quel principio per cui le acque devono poter attraversare liberamente le diverse proprietà. In questo caso questo è un dato fondamentale del principio che ha informato questa costruzione, cioè di quello che è il rapporto tra natura e architettura. In questo caso nella pianura viene riconosciuto un carattere geomorfologico unitario, omogeneo potremmo dire, pur con poche piccole differenze, che viene assunto dalla costruzione replicato attraverso un'idea costruttiva si tratta in molti casi di grandi idee costruttive, le case che abbiamo visto prima, queste sono Torri Colombai, praticamente Pollai, però che grande capacità costruttiva, il voltone passante proprio perché non ci sono confini e il rapporto con la natura da questo punto di vista è chiarissimo questo carattere ovviamente si afferma quanto più queste costruzioni si replica con una serie di varianti. Quindi un principio semplicissimo, abbastanza elementare, ma che dà luogo nella pianura, nel bacino del Po, a una serie di varianti che corrisponde ai ducati storici. Quindi c'è un dato culturale molto forte da questo punto di vista. Volevo eh, tornare un attimo su questo eh, rapporto casa campi perché, ecco, questo per esempio eh, che vediamo a, a destra sono, è un caseificio, i caselli per eh, fare il parmigiano reggiano. L'impianto è quello di un battistero, come è evidente, così come le stalle hanno un'idea costruttiva che è affine a quella del tempio greco, i pilastri come le colonne il tetto come un frontone, lo spazio interno-esterno esattamente come era. Quindi ne, ne emerge che c'è un'idea fortissima culturale che a, appartiene al bacino mediterraneo che viene usata per quel che serve, modificandola per quel che è necessario, come nella lingua che parliamo. Un'ultima questione, mi interessava questa questione identitaria di cui si è parlato prima, che riguarda le architetture e gli abitanti, ma riguarda anche il progettista. E faccio un esempio parlando di John Keats, poeta definito romantico, ma che Cortázar ha, ha riconosciuto non essere proprio così, che scrive, e se un passero giunge alla mia finestra, prendo parte alla sua esistenza e becco nella ghiaia. Eh, questo è un atteggiamento di accettazione del reale, corroborato dall'unica certezza poetica, la bellezza che è verità, innanzi alla quale l'identità personale cede e si dissolve, come quella del camaleonte. Eh, Cortasar fa proprio questo esempio: per essere nuvola con la nuvola, passero con il passero, azzurro con l'azzurro. Così il poeta, dice ancora Cortasar, si perde e si annega, ma nella sua opera si restituisce a se stesso. Una poesia è sempre un ritorno. Quindi in questo principio c'è l'indicazione di un lavoro che sembra oggi assolutamente disatteso. Mi prendo altri, qualche altro secondo per dire che um, um, basta vedere, io per esempio, uh, che il Ministero approvi uh, questi registri di paesaggi storici senza che ci siano rilievi del, delle architetture, come abbiamo visto prima, senza che l'architettura venga spiegata almeno attraverso i disegni. È abbastanza singolare, proprio perché si sta parlando di paesaggio. Tra l'altro, quegli schemi che abbiamo visto prima mostravano come le facciate sono fatte con la sezione aurea, che è la stessa che si usa per i templi greci. Io ho seguito un progetto di rigenerazione, altro slogan, rigenerazione urbana. A Bologna questo progetto non riportava una parola sulle ragioni del progetto, cioè le ragioni erano soltanto l'adesione alle norme, la risposta alle norme. Io credo che stiamo perdendo molto di questo patrimonio culturale ehm, in un'assoluta indifferenza, cioè non solo lo stiamo perdendo, ma secondo me stiamo, sta venendo meno anche la consapevolezza di questa perdita. Per l'architettura che, eh, Heidegger dice che non possiamo abitare se non costruendo, beh francamente è un, è un, una, una, un, un problema che forse non è così piccolo come pensiamo. Grazie. Bene, credo che sia stata anche importante, insomma, questa riaffermazione del valore dell'azione delle comunità umane nella costruzione del paesaggio, Ho visto l'immagine dei Sacri Monti, anche quello proprio rappresentativa no, della costruzione umana sulla piattaforma naturale, eh, senza frammentare eh, quelli che sono i sistemi, i flussi e, le, e la connettività, ma anzi, ehm, compendiando diciamo così, eh, la messa in produzione del territorio con eh, un'azione di conoscenza, interpretazione eh, e comprensione che forse è ancora più importante della prima. Molte grazie, abbiamo concluso questa sessione. Eh, credo che ora siamo pronti per un altro coffee break. No? Ah, niente coffee break, <ride> è stato espunto <ride> da... dal programma. Allora invito la, la professoressa Tassinari, che coordinerà l'ultima sessione serale del, del tardo pomeriggio, a prendere il tavolo. Sì, e, mi scuso, e mi scuso molto per questo secco no, eh, ma chiederei ai relatori eh, di poter proseguire la, i nostri lavori pomeridiani. Abbiamo accumulato un pochino di ritardo, anzi, in realtà eh, abbiamo accumulato abbastanza ritardo, quindi eh, possiamo eventualmente fare. Eh, il coffee break, mentre ci salutiamo e quindi a beneficio insomma anche delle conclusioni che eh, immagino il, il professor Apollonio vorrà fare. Eh, per non posticipare troppo appunto la, la conclusione dei lavori eh, di proseguire. Eh, diciamo che prima di chiamare. La prima, il primo intervento, no? la prima comunicazione di questa quarta sessione. Mi permetto solo di dire che mh, questo, questa importante giornata è stata comunicata, presentata come una, una straordinaria occasione di reciproco arricchimento. Io credo che eh, chi è stato qui tutta questa giornata, e, e io mi metto tra quelli, non possa sicuramente smentire questo che ci era stato preannunciato. Per me eh, questa giornata è stato un concentrato di, di stimoli a riflessione su tanti temi che però convergevano su alcune questioni che sono davvero molto rilevanti. E anche i sette contributi che avrò il piacere di presentare in effetti richiamano tanti eh, spunti, tanti concetti che sono stati presentati durante questa giornata. Devo dire che non mi è mai capitato, guardando anche molti miei colleghi che si sono spostati anche da, da altre regioni per essere qui oggi, non mi è mai capitato di stare un'intera giornata, voi mi siete testimoni, seduta, nemmeno ai convegni della mia società scientifica. Però oggi avevo il piacere di ascoltare tanti colleghi mh, anche di mh, aree disciplinari molto diverse eh, dalla mia e li ho ascoltati veramente con tanto, mh, veramente con tanto interesse, torno a casa veramente arricchita da, eh, da quello che ho potuto ascoltare. E I sette contributi che vado. A presentare toccano temi che, come accennavo poc'anzi, hanno dei forti richiami con tutto quello che è stato presentato oggi. Dal programma noterete che ci sono dei contributi che pensano a una valorizzazione del territorio attraverso la reintroduzione di antiche varietà di alberi da frutto, pensando che questi ipotizzando che questi possono essere dei modelli di imprese sostenibili e coerenti con gli obiettivi dell'Agenda 2030. Poi eh, altre, altri mh, un altro intervento eh, porta a una valorizzazione, ci introduce un progetto di valorizzazione di aree che eh, hanno potuto mantenere delle identità culturali di monasteri e, e quindi di, che, che grazie a questi hanno potuto conservare e, e lasciare per le prossime generazioni. Un altro contributo. Che mi è stato chiesto di leggere e del quale, insomma, eh, riporterò alcuni contenuti molto velocemente, anche per economia di tempo. Portano l'attenzione, come già è stato anche eh, presentato in altre occasioni, sul valore dei giardini storici come occasione no, eh, anche di giustizia ambientale. Eh, certamente il tema dei parchi nazionali come volano anche per l'economia è un altro tema che diciamo con declinazioni diverse è stato portato alla nostra attenzione oggi. E, eh, e infine chiudendo, come diciamo, oh, il corso di un fiume, guardo il professor Vianello eh, che eh, ci ha parlato della corona Matildea, però ci può eh, riportare a fare un altro ragionamento su come il corso di un fiume possa racchiudere uno scrigno, però lascio a lui svelare come no, eh, possa di fatto eh, racchiudere tanta eh, conservazione di valori materiali ed immateriali che chiaramente sono eh, il cuore pulsante anche dei, eh, di tutti i progetti e di tutti anche i piani paesaggistici che sono stati prodotti così come la, la collega Sigura ci richiamava mh, rispetto a quello che è stato fatto nella, nella sua regione. Eh, giusto così mi faceva piacere eh, rappresentare anche in pillole eh, il senso dei, degli importanti contributi che completano questa interessantissima giornata di lavori. E chiamerei immediatamente, alla, penso, la alla professoressa Anna Maria Toni, del Dipartimento di Scienze Giuridiche, che presenta un lavoro che è stato prodotto insieme eh, ad altri colleghi che fa pronto. Il focus sul coltivare l'antico. Lo introduco mentre la collega si avvicina con grande attenzione a scendere la scala. No? Perché già il, il professor Casadei, prima ci diceva in mattinata che effettivamente bisogna percorrerla con attenzione per guadagnarsi il posto qui al podio e professoressa Toni del Dipartimento di Scienze Giuridiche ci, dice, eh, ci parla di come coltivare l'antico sia una importante occasione di impresa per il futuro. Ecco, lei dovrà eh, un attimo districarsi eh, nella ricerca del suo contributo in questo elenco. Spero che lei lo riconosca dal titolo con il quale l'ha eh, sottomesso. Eh, No, oddio che non ci sia. Cioè non lo vedo. Sono che... questi, no? Però. Eh, sì, ah, no, queste, cioè, no, sono sono eh, ma è questi è rapido. Eh, malfatti. Dicevo. Concluderà questa giornata. Eh, il direttore del Dipartimento di Architettura che è stato qui tutta la mattina e quindi avrà raccolto, eh, eh, e devo dire che un direttore di Dipartimento che eh, si è preso un gran lusso di stare qui con noi tutta la giornata per eh, riportare, per portare alla nostra attenzione gli elementi eh, più importanti che ha colto, corredati ovviamente di sue, eh, di sue considerazioni e, mh, e riflessioni. E, e quindi eh, ci fa molto piacere ascoltare le sue considerazioni conclusive. Bene, credo nel frattempo abbiamo recuperato la presentazione della professoressa, mi permetto solo di avvicinarle un pochino il microfono sì. perché così il, il pubblico che persiste e okay. resiste la potrà ascoltare. Grazie. Prego. Oddio. Grazie, grazie innanzitutto agli organizzatori, a lei professoressa per averci a tutti noi, concesso a tutti noi. questo no, spazio. È... E, io mi sento un pochino un elemento spurio, per un minuto per dirlo, perché Quando sono l'unica giurista in un contesto di... La biodiversità anche Ecco, mi sento è un elemento di biodiversità Fondamentale. È fondamentale. E, questo intervento è a quattro mani in realtà: è mio, e diciamo con il contributo fondamentale del dottor Claudio Buscaroli che mi ha un po' coinvolta in questa vicenda. Io ho colto un po' questa occasione perché, dal mio punto di vista, io diciamo mi occupo di diritto dell'impresa, di diritto commerciale, ma soprattutto di diritto della proprietà industriale. E però, in diritto dell'impresa, quindi. Eh, questo progetto mi ha dato degli spunti di riflessione sulle mie materie, cioè sulla mia materia che è quella giuridica, in particolare su alcuni temi di proprietà intellettuale e industriale. Però appunto essendo una... Dunque, aspetta un attimo. E, essendo una cosa a quattro mani, io chiedo Venia e cercherò di riferire nella prima parte, ho diviso questo intervento in due parti, nella prima parte cerco di riferire... Appunto, il contenuto di questo progetto e come noi lo vediamo nella sua relazione con l'ambiente nel quale si inserisce, poi nella mia seconda parte, diciamo così, provare a dare qualche spunto di riflessione di carattere no giuridico. Ecco, il progetto menzionato nel titolo di questo intervento è un progetto di filiera del 2021 della regione Emilia-Romagna per. Il recupero e la reintroduzione della coltivazione di un'antica varietà di melo nell'Appennino bolognese. Si tratta della mela rosa eh, romana. E dico reintroduzione perché questa varietà è stata una varietà molto diffusa e coltivata nella zona appenninica del Bolognese e in generale perché fino agli anni venti le varietà di melo coltivate in Italia erano ancora quelle antiche, romane addirittura e comunque rinascimentali. Poi c'è stata l'introduzione di varietà provenienti dal Nord America che hanno Determinato un progressivo abbandono delle varietà tradizionali. Però, nella zona diciamo, interessata da questo progetto, sono sopravvissuti degli esemplari di alberi secolari che sono poi stati oggetto di una eh, caratterizzazione pomologica, molecolare e pedologica con il lavoro sia del Distal, quindi dell'Università di Bologna, sia del Centro di ricerca Produzioni Vegetali di Faenza, ora Rinnova, di cui appunto è responsabile il dottor Buscaroli. E queste ricerche hanno consentito di individuare i, capo i capostipiti autentici da cui poi ottenere il materiale eh, per le nuove piante e la creazione dei nuovi eh, frutteti. Questa ricerca eh, si colloca diciamo, lungo una delle tante linee evolutive dei programmi di studio eh, per la conservazione del germoplasma arrivati, avviati a livello internazionale sin dagli anni 70 e gli organismi internazionali e nazionali creati in quegli anni hanno avuto poi un ruolo propulsivo per l'adozione di leggi a livello nazionale e a livello locale e per quello che qui interessa il progetto mi limito a menzionare la legge regionale del 2008 che ha previsto la creazione di un repertorio nel quale sono state inserite dopo una lunga ricerca diverse varietà di melo tra cui anche la rosa romana e poi la legge nazionale. Del 2015 per la tutela dell'agrobiodiversità, che ha previsto che la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sia perseguita anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e l'Appennino bolognese, soprattutto a partire an dagli anni 70, un fenomeno di spopolamento importante lo ha sicuramente vissuto e eh, con diciamo buoni margini di approssimazione come conseguenza eh abbastanza diretta del processo di abbandono delle campagne e dell'attività agricola, che era stata l'attività econo economica caratterizzante perlomeno fino agli anni 50. Questa attività agricola aveva ovviamente plasmato un paesaggio agrario e oggi questi antichi alberi secolari sopravvissuti ne rappresentano una testimonianza. Eh, le ricerche effettuate eh, sul campo. Eh, diciamo su, su questi antichi esemplari di alberi hanno dimostrato sicuramente che questa mela rosa romana, come peraltro anche altre varietà, è una mela antichissima, presente nella zona da secoli. e Ci sono questi bellissimi disegni di Carracci e di, di, di Aldrovandi che la raffigurano in mezzo ad altre varietà di mele. E nelle immagini che seguono. Eh, vi sono alcune fotografie di questi alberi che sono molto spesso alberi singoli, molto grandi, alti alcuni fino a eh, 10 metri. E eh, la caratteristica è che in qualche caso questi in molti casi vorrei dire: questi alberi sono eh, diciamo eh, collocati in eh, contesti. Testi, eh, di particolare pregio, in qualche modo eh, realizzano quasi un unicum paesaggistico perché eh, coincidono con la presenza di elementi oltre che naturalistici, anche storici, architettonici. E, mh, è il caso di Burzanella, questo esemplare che vedete nell'immagine sopravvive eh, diciamo nei pressi di Burzanella dove è stato eh, rinvenuto un sito etrusco e a Borzanella diciamo, rimane anche traccia di questo fruttetto storico, però c'è anche il bellissimo esemplare vicino ad Africo, il Borgo Palazzo di Africo che era l'antica pieve di Pitigliano, documentata addirittura prima dell'anno 1000 vicino a torri come quella di Montorio che domina le valli del Sete e del Sambro e che addirittura scavi recenti, ho letto, fanno risalire all'VIII secolo. L'albero di Vimignano che si trova tra Cadore e la Scola, quindi diciamo vicino a dei bei borghi ormai abbastanza noti. O come nel caso dell'esemplare di Prada, che è vicina a Grizzana Morandi, che proprio sorge vicino a questo eh, esempio di edificio agrario cinquecentesco, evidentemente non comune soprattutto nella eh, zona. La conservazione diciamo così, di questi che io ho voluto chiamare un po' monumenti vegetali eh, è un tassello di questo progetto per favorire il recupero della zona dal punto di vista economico attraverso il rilancio di un'attività di impresa agricola compatibile con le caratteristiche ambientali e che valorizza la biodiversità e si inserisce in un mosaico di iniziative di valorizzazione del patrimonio storico e anche architettonico che sviluppa in parallelo un'economia anche dell'accoglienza, penso al recupero degli antichi tracciati della Via della Seta, già questa mattina mi pare qualcuno abbia fatto qualche riferimento. Oggi si parla di alcune opportunità legate alla possibilità di, diciamo, delle opportunità offerte dal Piano Borghi, sostenuto anche dal PNRR, il tutto nella cornice che include il riconoscimento dell'area dell pennino Tosco Emiliano come riserva, Mab UNESCO, e non siamo neanche lontani dalla corona di Matilde di cui abbiamo sentito la bellissima relazione poco fa. Quindi io ho immaginato questa porzione di Appennino interessata da questo progetto come una sorta di laboratorio, laboratorio nel senso che si incrociano potenzialmente vari aspetti: da un lato il tema del recupero dei frutti storici che tocca come. Sicuramente è ben noto temi di grande attualità da quelli tecnico-scientifici legati all'utilizzo delle varietà antiche per ottenere nuove varietà resilienti come le antiche varietà e quelli della relazione con l'ambiente in termini di conservazione e ripristino del paesaggio rurale e dall'altro l'opportunità di sviluppare un'economia locale in grado di favorire il ripopolamento. Qui si tratta di una zona in cui la vocazione agricola appartiene alla tradizione e in qualche modo continua a tramandare un patrimonio di conoscenze e di risorse che dal mio punto di vista imprenditoriale possono diciamo così, soddisfare settori della domanda di specifiche aree di consumo, non solo quello di prossimità, perché poi incidente tanto mi è emerso anche che queste mele hanno delle ottime caratteristiche nutrizionali e quindi un mercato ce lo possono avere. Dal punto di vista appunto, giuridico e del diritto dell'impresa... Uh, questo progetto offre uh, come dire, qualche spunto di riflessione, uh, inducendo diciamo, qualche riflessione sul modello giuridico dell'impresa agricola che è venuto a svilupparsi quantomeno negli ultimi due uh, decenni. Um, Dico una cosa un po' tecnica che magari lascia un po' freddi, ma nel codice civile del 1942 l'impresa agricola, cioè meglio il legislatore, aveva riservato all'impresa agricola uno statuto diverso da quello previsto per l'impresa commerciale, e la ragione di questo diverso trattamento giuridico stava nell'averla ritenuta un'attività diversa, in particolare caratterizzata da un minor dinamismo. Al di fuori delle logiche mercantilistiche, caratterizzata da un modestissimo ricorso al credito e al mercato dei capitali e soprattutto soggetta al cosiddetto doppio rischio, cioè di impresa e ambientale. Per questo, tra le varie eh, diciamo, conseguenze sotto il profilo giuridico, non aveva gli stessi obblighi di contabilità né di pubblicità legale riservati all'impresa commerciale e soprattutto non falliva. Oggi questo elemento della mancata soggezione alle procedure concorsuali è probabilmente l'ultimo elemento rimasto a caratterizzare, a differenziare l'impresa agricola dall'impresa commerciale. Sulla scia dei mutamenti ehm, diciamo introdotti nella politica agricola europea degli anni 90, nel 2001 il legislatore ha modificato la disciplina del codice civile e ha compiuto una serie di operazioni che soprattutto hanno spostato il eh, concetto di agrarietà che caratterizza appunto questo tipo di impresa eh, dal legame con la terra espresso alle, al, inizialmente in termini di relazione col fondo ehm, sostituendolo con il concetto di cura e sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase necessaria e anche solo questa prima modifica normativa ha avuto una conseguenza importante, o quantomeno registra una conseguenza importante perché apre eh, anche eh, l'impresa agricola alla specializzazione produttiva che è tipica dell'impresa commerciale e industriale. L'assimilazione delle due. Eh, categorie eh, diciamo così si compie attraverso l'estensione di molte normative, molti aspetti, insomma, della normativa inizialmente pensati in funzione dell'attività industriale e commerciale. Eh, ma per quello che riguarda. Quello, diciamo nello specifico questo progetto attraverso eh, due eh, canali di proprietà diciamo così industriale intellettuale una riguarda il tema dei segni distintivi e l'altro quello dei brevetti per i segni distintivi il processo praticamente è stato quello di una piena assimilazione dei segni tipici dell'agricoltura quindi indicazioni eh, di origine geografica e denominazioni di origine a quelli propri dell'impresa commerciale marchio tanto per dirne uno con la conseguenza che i segni dell'agricoltura eh, diventano oggi sono trattati al pari del marchio come collettori di clientela il che vuol dire che l'area di protezione dei segni dell'agricoltura oggi coincide non sono più protetti Solo in quanto diciamo così, usati in maniera falsa e ingannevole, ma anche contro ogni forma di agganciamento di tipo parassitario che consente di sfruttare la reputazione. E su questo tema mi permetto di così lanciare, sapete tutti benissimo, cioè è parte ormai dell'informazione quotidiana, le grandi battaglie che si consumano sul fronte delle denominazioni e sulla protezione e sul problema che. Diciamo viene lamentato da una certa diciamo, parte del settore agricolo interessato rispetto a una mancanza di uniformità di protezione a livello europeo. Poi riguarda, il secondo aspetto riguarda il, la, 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 la protezione brevettuale. Due minuti, vabbè, dico solo questa, posso dirla? Almeno questa: la protezione brevettuale. Le nuove varietà vegetali sono protette secondo un modello brevettuale che attribuisce diritti esclusivi di sfruttamento al titolare e le eh, caratteristiche della varietà necessarie per accedere alla brevettazione sono tra le altre omogeneità e stabilità e sono esattamente in direzione opposta rispetto all'utilizzazione alla, all di varietà locali e tradizionali. Chiudo dicendo semplicemente questo: nell'ora insieme si tratta di un pacchetto di indirizzi legislativi che hanno indotto le imprese a privilegiare dei modelli aziendali tipicamente commerciali. Il modello che eh, questo progetto propone va in una direzione completamente diversa può beneficiare di alcuni aspetti come quello legato alla tutela dei segni distintivi, ma richiederebbe un'attenzione forse anche legislativa volta come dire, a bilanciare i costi benefici valorizzando le esternalità positive. Un'impresa che parte dalla conservazione di alberi antichi è non solo a mio avviso sostenibile ma è anche rigenerativa e comunque oggi in linea con il nuovo valore che ha ambiente e paesaggio ha voluto dare la riforma delle norme costituzionali, in particolare degli articoli 9 e 41 della Costituzione. Grazie. Grazie a lei, peccato. Scusate, se no, ne sono, nessun, no, nessuna scusa. Ho detto dieci no, parole in più. E no, no, mi ha no. Peccato, peccato uh -huh. veramente che non si possa avere l'occasione di fare qualche domanda e qualche approfondimento perché questo credo che sia una delle sfide. È un temone. È, no, no, è che delle... abbiamo parlato di valorizzazione sì, di questo. Sì. Però se non si fa impresa non si eh, va da nessuna parte. Eh, ecco, ecco, infatti, proprio per questo, proprio lo stimolo è arrivato forte e chiaro. Grazie mille. E a questo punto io avrei un collegamento con ehm, un intervento che è previsto, è stato richiesto da remoto. Quindi io chiederei un attimo di assistenza ehm, perché devo forse... Eh, eh, prima la devi ingrandire. Eh, sì, ok. No, no, questa era l'icona, la recuperiamo. Eh Dovrebbe essere sì, questa lì. questa, eh, ok. Speriamo che tutto funzioni. Perfetto. ok. Allora. Chiedo alla professoressa se ci sente bene a questo punto, professoressa Milan, credo di ricordare bene il suo nome, però noi non la sentiamo, non so cosa... Deve... Mi sentite? Adesso sì, perfetto. Pronto? Perfetto. Va Mi bene, sentite? Così? Sì, direi di sì. Bene, bene. Allora, buonasera a tutti. Buonasera. Andrina Milan, Dipartimento buonasera. di Architettura dell'Università di Bologna. Provedo a caricare il mio intervento. Ha detto provvedo. Eh. Ah, provvedo, pensavo... Sì, sì, sì no, no, ha detto provvedo, quindi lo condivide. Attenda un attimo perché nel caso avessimo bisogno lei è pronta ad intervenire. No, no, penso fosse chiaro che lo stava facendo lei. Bene. Sì, perfetto, grazie. Bene. Allora, intanto volevo ringraziarvi, è stata veramente una giornata straordinaria, quindi è veramente un onore a partecipare a, una, a un... Un gavegno di questo livello. Allora, la cosa di cui vorrei parlare io è il bosco monastico eh, e la ricostruzione del paesaggio storico in Polesine. <coughs> Una cosa che eh, generalmente non, non si sa, non è conosciuto è che il Polesine, eh, fino a mh, non troppo tempo fa, quindi <coughs> almeno nel lungo, nel lungo periodo, eh, faceva parte della Romagna. Quindi. Ehm, Diciamo che la Romagna arrivava fino all'Adige e quindi questo territorio, che poi è diventato Veneto, poi ha sempre conservato una sua peculiarità di essere una terra di mezzo che ha sia i caratteri veneti che quelli romagnoli e emiliano romagnoli. Quindi la cosa che, di cui voglio parlare oggi è proprio il rapporto che questo. Questa, uh, questo territorio, che è conosciuto sostanzialmente per il fatto di essere un luogo di bonifiche, quindi il luogo dell'acqua, il luogo dei grandi fiumi, il luogo anche del, de, dei, delle grandi catastrofi naturali, ha avuto un passato um, no, non troppo lontano di eh, totale copertura um, di, di selva, oh. di, di, di alberi. E la cosa che è interessante è... Um, Fare una piccola riflessione sul tema di che cos'è la foresta e che cosa eh, significa la foresta all'interno della, della nostra cultura. Eh, intanto la, la questione è questa: che eh, le, i temi eh, selva, foresta, bosco diventano sinonimi nella lingua italiana, mentre in quella latina c'erano ben quattro eh, termini che praticamente consentivano di differenziare la qualità del bosco, eh, il livello eh, come dire di gestione e soprattutto il rapporto con il culto, con la religiosità, che era appunto con Silva Saltus Nemus e Lucus. Ovviamente non mi soffermo su queste questioni, ma mi pare interessante mh, trovare un altro elemento che, eh, per esempio, nel in primo del latino ci sono due, due termini che sono Ile e Silva, e eh, mentre la, silva è un luogo geografico, un luogo fisico, Ile è il luogo, il luogo iniziale, il luogo della materia, il luogo dove inizia tutto, eh, ma è anche il luogo del caos. Quindi eh, il luogo della creazione e il luogo dove tutto è possibile questo è un elemento interessante che va a sposarsi con quello che è la concezione del bosco come desertum nella concezione monastica e diversamente dal desertum di origine orientale che effettivamente è un deserto è la lontananza dalla, dalla città anche qui abbiamo una lontananza dalla città ma immersi nel bosco e quindi il, il bosco il desertum è sostanzialmente sostanzialmente il luogo che caratterizza la presenza monastica e questa è una cosa molto interessante perché il desertum è soprattutto un desertum civitas e costruisce perché costruisce una città che è una, una città dove ci sono delle regole completamente diverse perché sono la, la città di dio e che è appunto circondata da questo luogo di protezione che è appunto la selva eh, L'altro elemento che mi sembra interessante è quello di, nel nostro caso, esaminare quello che è eh, come dire, la copertura della foresta planiziale primaria eh, che esisteva fino a non troppi decenni fa nel Polesine, che in parte ancora eh, in piccolissimi elementi esiste ancora. Allora, quello che è interessante è vedere il contesto della foresta planiziale primaria eh, nel, in Italia. Che, che era praticamente eh, sarebbe quella azzurra era praticamente comuna a tutta la pianura padana. La cosa interessante è proprio quella, che il caso polesano che ha ulteriori caratteristiche, cioè per esempio la provincia di Rovigo è una provincia che è stata costituita per pezzi e quindi con caratteristiche anche di popolazione diversa, e questo è molto interessante per far capire anche certe difficoltà che abbiamo tuttora, quindi una, diciamo è storicamente giovane perché eh, è, è stata costituita dopo il 1815. Quindi vediamo che eh, il giallo praticamente corrisponde a quello che è il primo Polesine e, e poi gli altri sono territori che sono stati aggregati. Il verde poi è un territorio che è l'unico territorio italiano che è in costante crescita perché è il territorio del delta del PO. Un passo indietro è quello di definire eh, che cos'è ancora il Lucus e Silva, cioè quindi il luogo, um, che, il luogo, il luogo del mito. Eh, avevamo due luoghi del mito che sono la selva Eliadum. E il bosco Eridano, con l'accento sulla I Eridano, che sono i luoghi nei quali dovrebbe aver avuto appunto la, la caduta del, eh, del, del caro del sole. Quindi c'è tutto il, il mito antichissimo in questi luoghi. Quindi mh, è interessante anche come luogo dal punto di vista culturale. Ehm, il Polesne era un paesaggio boschivo predominato dalla presenza della quercia, l'ultima quercia che era una quercia storica è caduta nel 2013 proprio per vecchiezza, era stata colpita da un fulmine ed era una quercia che aveva mh, circa mh, 600 anni, quindi era, era veramente un, un caso straordinario, la, la famosa rovra. Ehm, bene, questo dall'idea di quello che, do, che è successo poi nel Polesine, perché ehm, come tutti in Ovalia ehm, c'è stata un'opera di disboscamento che è andata avanti nel tempo. Diciamo che il Polesine è stato quello che è stato meno colpito eh, nel, nel, dopo nell'Alto Medioevo, eh, nel Basso Medioevo, e diciamo che questa vicenda invece ha coinciso con... Eh, con la situazione delle bonifiche. Quindi eh, finché è durata praticamente il regno, il um, Ducato Estense, c'è stata una conservazione del, delle foreste e poi queste sono, eh, hanno cominciato a essere disboscate in modo sistematico per tutti i 300 anni della eh, dominazione veneta e purtroppo anche eh, nei, nei 200 anni a seguire. Quello che mh, noi abbiamo adesso è il paesaggio delle bonifiche, un paesaggio eh, ricchissimo dal punto di vista eh, agricolo, un paesaggio eh, molto fragile, eh, attualmente, eh, con, nonostante la, la presenza teorica di acque, in realtà è, è un paesaggio a rischio di estinzione eh, proprio per siccità: un paesaggio siccitoso non piove. Diciamo, L'altro problema è quello della, della subsidenza, è un paesaggio che rischia di essere travolto dall'ingresso dell'Adriatico dell all'interno delle del, proprie de, superfici, questo naturalmente già a prescindere dalle estrazioni di gas. <coughs> Negli anni 50 e 60 c'è una serie di fotografie che vengono fatte nel delta del Po e lo chiamano la terra senza ombra per eh, mettere in evidenza come questa eh, coltura estensiva eh, non immagina, non, non presuppone l'esistenza le, degli alberi. Gli alberi sono dei nemici che vengono sistematicamente sradicati, tagliati ed eliminati. <coughs> Quindi la, la, la grande fecondità della terra è anche la sfortuna di questa terra. Adesso passiamo a quello che è la questione del Polesine monastico. Allora, eh, diciamo che, a parte il delta, che naturalmente ha una storia diversa, anche una storia geologica diversa, nella parte storica del Polesine di Rovigo, ehm, nella cosiddetta contea di, 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 di Gavello-Rovigo, eh, praticamente il. 100% dei boschi erano di proprietà monastica, quindi parlare di boschi vuol dire parlare di monasteri. <ride> Questi monasteri sono molto antichi: eh, alcuni avevano anche delle dipendenze eh, altomedievali, eh, alcuni dipendevano anche da, da, dall'abbazia di Pomposa <ride> e diciamo si sono mantenuti fino uh, all'epoca eh, napoleonica, e questo naturalmente è stato l'altro disastro. Vediamo un po' il paesaggio ricchissimo di acque, anche complicatissimo dal punto di vista idrico, e si vede anche in questo dettaglio la prevalenza proprio del, dell'elemento boschivo che ancora si manteneva all'inizio del Cinquecento. Nel eh, secolo XVII il, il livello delle bonifiche era andato molto avanti e si vede appunto eh, come rimanevano pochissime eh, aree boscate e un'area umida praticamente nella zona nord est de, de, del, del capoluogo di Rovigo. Abbiamo parlato rapidamente di una situazione storica e invece adesso ritorniamo nell'oggi. C'è un'iniziativa, una serie di iniziative che sono cominciate alcuni decenni fa, ma diciamo si sono rafforzate in, dal 2019 con la costituzione di questi gruppi locali di Centoboschi e di Tarassaco che stanno lavorando nella costruzione, vera e propria costruzione di boschi eh, su quelle che sono zone residuali eh, e diciamo zone eh, di scarso interesse di coltivazione e la cosa interessante è che questo progetto è un progetto di altissimo livello dal punto di vista scientifico e di metodo, ma soprattutto viene gestito a livello privato con volontariato, quindi ci sono persone che lavorano e che collaborano, ma diciamo che i datori dei terreni, degli spazi che vengono messi a Bosco sono privati, possono essere anche associazioni, possono essere anche comuni. Diciamo, il questo. Mh... Il tema è quello di fare una, uno spazio per la biodiversità e anche con una forte, una forte componente sociale. Quello che è interessante è far vedere come il Poles, attualmente dal punto di vista altimetrico, ha praticamente delle situazioni che se noi togliessimo l'intervento umano immediatamente tornerebbero a essere boschive con tre caratteri di bosco e soprattutto con un bosco umido che... Ovviamente andrebbe a occupare le zone più basse. Quindi quello che ci interessa è mostrare come, dire, come al di là di quelle che sono le situazioni presenti, cioè noi abbiamo una, una superficie praticamente agraria al 98%. Eh, in realtà eh, questo territorio potrebbe immediatamente tornare ad essere boschivo, almeno per alcune delle sue parti. Allora, i boschi del Polesino hanno avuto questi andamenti, che, dall'epoca preromana all'epoca industriale, hanno avuto tre, eh, tre cicli di forestazione e deforestazione. Il bosco planiziale è un bosco di straordinario interesse. Un, ci sono questi eh, querco cappinetto in planiziale, poi c'è il bosco igrofilo. Che è veramente una memoria vivente di un passato ancestrale, cioè, noi riteniamo che sia interessante mettere in rapporto questo tipo di ambiente con le scoperte archeologiche che vanno facendosi di praticamente di antichissimo livello, si parla di tre, del XIII secolo a.C., che dimostra come queste zone fossero tutte abitate e, e si trovassero a metà strada con la via dell'Ambra, quindi con come dire, una... Straordinaria capacità anche di relazionarsi con tutto il bacino mediterraneo fino al Baltico. Il paesaggio umido e il paesaggio planiziale eh, sono effetti di un progetto. Questo progetto, mh, che appunto è fatto con una serie di, 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 di impianti di alberature e di sottobosco, che naturalmente prevede anche l'ingresso di, eh, come dire, animali e, e quindi lo stanziamento di, come dire, una eh, avifauna anche. È interessante perché viene monitorato, quindi c'è un monitoraggio che si occupa di, di vedere come procede il bosco e quali sono le caratteristiche che appunto questo bosco riesce ad avere nel tempo, quindi dal punto di vista relazionale, dal punto di vista anche dei rapporti che istituisce con la popolazione. Eh, Sorona, mi scuso, sì. le devo chiedere di arrivare a sintesi. Oh, sto sto, sto finendo... Ho, ho finito. Quindi le uniche cose che voglio far vedere sono questi, queste immagini. Chiudo con queste immagini e faccio vedere la presenza anche di questi, di questi luoghi che sono stati praticamente messi a dimore, quindi sono pronti per diventare grandi, grandi boschi. Grazie. Grazie a lei. Eh, anche, anche il suo contributo è molto interessante e fa pandan con un altro che ascolteremo tra non molto eh, perché pone l'attenzione su un progetto di valorizzazione di un bosco che lei ha definito bosco monastico che però immagino insista su molte proprietà private. Eh, ecco eh, il tema di come si possa conciliare un'attività eh, agricola o più o meno estensiva con un progetto come, come quello che eh, lei ci propone. Non so se mi sono persa qualcosa nella sua presentazione. No. Allora. Allora diciamo che eh, i boschi monastici erano praticamente quasi tutto il territorio, poi naturalmente si è privatizzato, quindi adesso la, la situazione è questa, eh, gran parte di questi boschi si trovano eh, sull'asta sull dell'Adige, che coincideva praticamente con i boschi monastici, poi ci sono altre zone, ma insomma. Allora ehm, in parte sono privati, quindi i privati hanno dato a disposizione eh, questi, questi terreni perché mh, diventino bosco. E in altre situazioni ci sono state date porzioni eh, che sono di proprietà pubblica e sono state date a disposizione. E, e quindi è una situazione come dire, che sta ricreando in, in, come dire, in forma eh, naturalmente microscopica, però che ha un grandissimo valore dal punto di vista didattico. Ecco, in questo senso si va a recuperare quello che era effettivamente il bosco monastico di questi grandi monasteri. Quindi è un'esperienza piccola però di grandissimo valore. Indubbiamente, indubbiamente, e questo diciamo, oh, mette in evidenza quando anche un senso di appartenenza, anche se diciamo micro a livello territoriale, però eh, può rappresentare veramente un'occasione straordinaria, da punti di vista molto importanti, come sono, possono essere certamente quelli della, della formazione. Ma resta comunque valido, anche <ride> ampiamente valido, quello che diceva la professoressa Toni prima, che comunque l'impresa è fondamentale. Per, è qui che ci sta salutando ma insomma eh, o c'è una volontà del, una, un senso di appartenenza delle, delle comunità locali e qui mi collego alla, alla corona Matildea o c'è comunque un'impresa che dà il motore quindi un qualche motore con qualche carburante ci vuole su questo non, non c'è credo ombra di dubbio c'è un'impresa agricola di questi, di questi boschi l'ultima che è un'impresa agricola che ha costruito un bosco All'interno del, della propria cosa. Quindi sta lavorando su questa direzione. Molto bene, molto bene. Grazie molte per, per Grazie il suo contributo. Grazie davvero. Grazie. Ehm... Salterei un attimo il contributo della collega che non può essere presente e, e visto che facciamo questo ragionamento, no? eh, la, la valenza di un progetto di eh, valorizzazione con le questioni economiche, penso che il contributo del, do, del dottor professor Zavalloni se è presente, gli chiedo di, appunto, di intervenire subito perché ci parla di impatto socio-economico dei parchi nazionali italiani, quindi è stato nostro collega fino a tempo, poco tempo fa, adesso l'abbiamo un attimo prestato ad un altro Ateneo, però lo ascoltiamo con molto piacere perché, leggevo con attenzione il suo abstract, pone in evidenza delle questioni che hanno a che fare con una fruizione, con un valore che si assegna. Alla fruizione, se ho ben capito, di eh, parchi naturali e eh, parchi nazionali italiani. Nella selva oscura dell'elenco di tutte le presentazioni, abbiamo sempre un attimo per recuperarle, perché in effetti questa è stata una giornata di 30 contributi, quindi è stata una corsa ed è tuttora. Prego. Buongiorno Prego. Buonasera. Buonasera. Eh, grazie, presento questo, sono un ricercatore a tempo determinato di tipo B all'Università di Urbino, ma ho effettuato questa ricerca, sono da poco a Urbino e ho effettuato questa ricerca quando ero all'Università di Bologna ancora, insieme ai colleghi d'Alberto, sempre dell'Università di Bologna, e al collega Pagliacci dell'Università. Eh, di Padova. L'idea è appunto quella di studiare l'impatto socio-economico dei parchi nazionali italiani. Dunque le aree protette sono una delle strategie cardine per la conservazione della biodiversità e l'espansione delle, delle aree protette è avvenuta in maniera quasi esponenziale nell'ultimo secolo. Ehm, ma se all'inizio di questo percorso, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, il target, il target di conservazione delle aree protette erano aree spettacolari dal punto di vista paesaggistico, ma relativamente marginali dal punto di vista economico, questa espansione ha portato le aree protette in zone più antropizzate, sempre più vicine ai centri di produzione eh, socio-economica. Diciamo. Qual è il problema? Il problema è che... Gli obiettivi di conservazione della biodiversità all'interno dell'area protetta avviene attraverso l'imposizione di limiti alle attività produttive e l'espansione in aree antropizzate crea ovviamente, presumibilmente, delle preoccupazioni nella popolazione locale che vive in questi territori e che in qualche modo subisce i limiti alle attività economiche che le aree protette impongono. Uh, leggiamo alcuni articoli da giornali: quest, quel parco non dà lavoro e danno fuoco alle Madonie. Gran paradiso di polemiche, decenni in cui il parco pesò sulle popolazioni locali senza offrire tangibili benefici. Ma sono fondate queste preoccupazioni, creare un parco nazionale crea effettivamente un peso per i territori interessati. Se guardiamo la letteratura scientifica che si è focalizzata soprattutto sui paesi in via di sviluppo, in realtà tutto questo non è vero, cioè i, i parchi nazionali e le aree protette non sono collegati a, 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 a trappoli di povertà. Um, come dicevo, la letteratura si è concentrata soprattutto su zone del sud del mondo. Quello che noi abbiamo fatto è analizzare qual è l'impatto socio-economico in Italia, quindi l'impatto dei parchi nazionali. Abbiamo effettuato una serie di analisi, in particolare due. E nella prima serie di analisi, abbiamo analizzato qual è l'impatto di otto, otto parchi nazionali eh, implementati negli anni 90. Um, questa quest analisi ci permette di differenziare gli, le analisi tra nord, centro e sud e ci permette di analizzare qual è l'impatto nel, nel breve e nel medio periodo ma eh, non ci consente di effettuare tutto quello che volevamo per cui in un'altra serie di analisi abbiamo, ci siamo concentrati su tre parchi nazionali implementati negli anni 2000 che ci permettono di focalizzare proprio su una delle variabili cardine dal punto di vista socio-economico che è il reddito pro capite um, salto direi tutta la metodologia visto che siamo quasi un'ora di ritardo Andiamo direttamente ai risultati. Qui possiamo vedere ehm, praticamente le aree dei comuni i Parchi Nazionali in Giallino e in rosso sono i comuni che vengono utilizzati come controfattuale, cioè i comuni che vengono utilizzati come comparazione per i comuni parco. Eh, di fatti i risultati sono una serie di numeri che, eh, che ci permettono di avere un'idea di qual è la stima di, di impatto dei parchi nazionali. A di là dei numeri, quello che c'è dietro ai numeri è che innanzitutto eh, i parchi nazionali hanno avuto un impatto positivo dal punto di vista ambientale, cioè quello che i risultati mostrano è che l'area forestale nei comuni a parco nazionale sarebbe molto inferiore se il parco non fosse esistito, se non fosse stato implementato. Uh, Questo impatto aumenta nel medio periodo e l'impatto è più forte al centro-sud. Dal punto di vista socio-economico quello, quello che troviamo, dati questi dati, dati i nostri modelli, dati le nostre analisi, è che non c'è un trade-off, non ci sono conflitti tra quelli che sono gli obiettivi di conservazione della biodiversità e eh, come dire, la struttura socio-economica delle popolazioni impattate da questi parchi. Cioè quello che vediamo è che i parchi nazionali hanno un impatto positivo sugli occupati, cioè senza il parco quei comuni avrebbero un numero di occupati inferiore a quello che, che è avvenuto effettivamente e c'è però una ristrutturazione dal punto di vista economico, quindi c'è un aumento degli occupati e delle imprese nel settore turistico e una riduzione delle aziende, delle aziende agricole del numero di aziende agricole. Abbiamo anche analizzato quello che succede nei, 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 par, nei, nei comuni di Mitrofi a quelli che ospitano il Parco Nazionale per vedere se questi impatti si estendono al di là dei confini dei parchi stessi. E quello che vediamo è che in realtà noi ci aspettavamo un impatto negativo ehm, sull'ambiente, un impatto positivo sugli aspetti socio-economici, in realtà vediamo che non c'è nessun impatto, cioè i confini dei parchi eh, limitano gli stessi effetti. Come dicevo, abbiamo fatto un'altra serie di analisi sui parchi degli anni 2000, in cui abbiamo analizzato proprio l'impatto sul reddito pro capite dei comuni interessati dai parchi. E in maniera. Dal mio punto di vista sorprendente abbiamo trovato dei risultati molto significativi, molto robusti dal punto di vista statistico e quello che troviamo è che di nuovo i parchi nazionali hanno un impatto positivo sui comuni interessati, il che significa che abbiamo stimato che senza l'esistenza del parco, se il parco non fosse stato implementato, i comuni avrebbero in media qualcosa del tipo di tra i 400 e i 700 euro in meno eh, di reddito per capite eh, medio. Eh, per concludere, così facciamo presto e magari ritorniamo nel, nei tempi, anche se dubito, eh, abbiamo trovato che di fatto non ci sono grossi conflitti tra i, quelli che sono gli obiettivi di conservazione e la struttura socio-economica dei comuni interessati. Eh, c'è un impatto positivo sulle aree forestali e c'è un impatto sostanzialmente positivo anche sulla struttura socio-economica dei comuni che ospitano i parchi. Eh, Terzo elemento che abbiamo trovato è che comunque gli effetti sono limitati ai, parchi, ai comuni che ospitano i parchi nazionali. Non ci sono spillover, gli effetti dei parchi non si estendono alle aree limitrofe. Concludo solamente qualcuna, come dire, una cautela nella, nella lettura di questi dati. Eh, I risultati si riferiscono alle aree interessate che abbiamo analizzato e non possono essere estese ad altre aree, cioè non possono essere utilizzati questi risultati per dire facciamo tutto l'Appennino come un parco nazionale perché così arricchiamo tutto l'Appennino, perché questo non avrebbe senso. Secondo elemento su cui volevo porre come dire, una sorta di cautela è il fatto che noi sì stimiamo l'impatto sul reddito, ma quello non è il valore economico del parco, che è molto, presumibilmente molto molto più alto. E con questo chiuso. No, no, sì. No, grazie perché non, non era proprio richiesto uno un, no, no, so. no, un esproprio così del suo tempo. No, perché di fatto è, è, è un tema. Sì, giustamente lei dice: eh, non possiamo diciamo, esportare il dato oh, che abbiamo trovato negli elementi che sono emersi dal nostro studio, cioè mutuarli su altri. Però forse la metodologia, sì. La metodologia è una metodologia controfattuale, quindi ha bisogno di dati osservati, come mm. dire ci dà delle indicazioni, ci dice che non è il disastro che presumibilmente uno può pensare, eh, probabilmente ha bisogno di ulteriori analisi per vedere quanto l'economia si ristruttura nelle aree limitrofe. Estendere i parchi nazionali a tutto l'Appennino probabilmente non è una strategia di sviluppo economico. Ecco. Ci vogliono aree probabilmente di protezione e aree di sfruttamento. Questo, secondo me è però diciamo, eh, è, è meritorio questo tipo di approfondimento indubbiamente perché apre riflessioni anche probabilmente ad altre realtà del territorio nazionale che potrebbero essere interessate a fare qualche approfondimento. E qui mi collego, magari è chiaro che sono questioni diverse Giulio da quello che hai portato tu, però io vedo degli elementi no, che possano no, essere di collegamento anche rispetto al questionario che, che è stato fatto nel vostro studio. E tutto no, eh, ritorna a dei punti fondamentali che sono delle valutazioni economiche volte alla valorizzazione o di, aspetti, o di temi o di valori culturali o di valori ambientali, molto spesso questi non sono nemmeno scendibili tra di loro perché sono assolutamente intrisi l'uno nell'altro. Grazie davvero per il contributo e anche per lo sforzo eh, che ha fatto di ridurre veramente così in maniera così rilevante i tempi della sua esposizione. Chiederei a questo punto, per rimanere sul tema, la presentazione del contributo dell'antico bosco in, in provincia di Modena, patrimonio della collettività, perché è, direi, abbastanza in collegamento con il contributo della professoressa Milan, ma anche quello del professor Zavalloni, che è intervenuto adesso. Quindi ehm, presenta Giulia Gatta, cerchi anche lei nella selva, delle, eh, riconosca il titolo del, del contributo e così possiamo iniziare anche questa presentazione che tratta di un antico bosco in provincia di Modena, qui siamo in un'altra realtà territoriale, dove però il tema della tutela... Eh, si coniuga molto col tema della partecipazione e, delle, de, e del senso di appartenenza della, della popolazione. Non lo sta trovando? Eh, ci vuole un po' di ricerca. trovato subito bene, Quindi adesso mm. lo devo trascinare. No. mi raccomando i dieci minuti magari saltiamo alcune parti per mettere magari in evidenza gli, gli aspetti, gli, gli aspetti significativi della, dello studio del progetto e l'impatto buonasera a tutti sono giulia gatta collaboro con l'Università di Bologna, con il gruppo di ricerca edilizia rurale, paesaggio ehm, di ingegneria agraria e lo studio che, eh, che presento, che è stato condotto appunto dal, dal gruppo di ricerca, si è posto l'obiettivo di sviluppare un progetto di eh, valorizzazione e ricostruzione di un antico bosco in provincia di Modena, appunto il bosco della Saliceta. Si tratta di un paesaggio agrario con un'importante identità culturale, ehm, storica ed economica. È una tessera di paesaggio eh, che un tempo era completamente coperta a bosco e che oggi risulta nella sua quasi totalità eh, coltivata a seminativo con poche patch a boschetto sparse e non connesse. L'area oggetto di progetto ha un'estensione di circa eh, 500 ettari ed è compresa nel territorio dei comuni di Camposanto e Medolla ed è confinante con eh, San Felice sul Panaro. Nella parte a nord del um, della provincia di Modena. Eh, L'area studio che potete identificare nelle cartografie e nell'ortofoto nell ehm, delimitata in rosso ehm, si trova in un contesto rurale ad alta vocazione eh, produttiva agricola e da un punto di vista ambientale riveste il ruolo di nodo ecologico. Complesso e rappresenta anche un'area di interesse paesaggistico ambientale, eh, in quanto sono presenti al suo interno rocce, canali, eh, maceri e aree boscate. Il contesto territoriale in cui ci troviamo è inoltre eh, attraversato da parecchie linee e reti della mobilità lenta esistenti e anche in progetto a diverse scale, quindi siamo sia alla scala locale, provinciale, ma fino alla scala nazionale ed europea. In particolare la rete dei percorsi europei come ad esempio il collegamento Verona-Bologna. Che è compresa nel percorso più ampio Eurovelo 7, eh, la cui pista ciclopedonale passa proprio accanto al bosco e segue il vecchio tracciato ferroviario attualmente in sopraelevato. Lo studio di ricerca ha, ehm, è finalizzato eh, alla definizione di un progetto di riqualificazione e valorizzazione di quest'area che abbia però eh, un carattere flessibile eh, nelle possibilità di evoluzione e trasformazione del territorio in cui si inserisce e eh, vuole essere un vero e proprio strumento di progetto, coinvolgimento permanente degli stakeholders, ma anche strumento di gestione eh, del paesaggio. Eh, alla base eh, dello studio c'è una visione sicuramente condivisa di tutti quelli che sono i processi di cambiamento e trasformazione del territorio che ha coinvolto e coinvolge l'amministrazione, i tecnici, eh, i proprietari degli appezzamenti che vivono in quest'area, ma anche la cittadinanza in senso più, eh, più ampio, al fine di far conoscere proprio eh, questo luogo, aumentarne la consapevolezza eh, del suo lavoro, de, del suo valore, ma anche ehm, le opportunità che questo luogo può eh, darci, perché è un luogo di eh, produzione eh, agricola ma anche un luogo di abitazione, un luogo che può essere ehm, fruito nel tempo libero, attraversato e percorso in bici o eh, a piedi e in cui ehm, recarsi per acquistare prodotti agricoli. Il progetto si suddivide in fasi che sono in continuo sviluppo e eh, evoluzione ed interagiscono tra loro e ehm, gli strumenti di, di progetto e dello studio eh, sono composti principalmente appunto da tre elementi che sono sicuramente la conoscenza del territorio e del paesaggio in cui si inserisce quest'area, la fase di concertazione e coinvolgimento eh, degli attori quindi della comunità che vive questo questo luogo e la fase di progetto delle strategie e di gestione del processo di trasformazione, di rigenerazione, in cui vengono eh, delineati dei criteri e delle linee guida eh, di fattibilità, ma anche per una gestione futura. Il bosco ha un'importanza: il bosco della Salicetta ha un'importanza eh, storica eh, piuttosto consistente. Era un luogo eh, identitario, ricco di eh, vegetazione eh, e portatore di biodiversità. Era riconoscibile per questa sua eh, ricchezza all'interno di una pianura piuttosto uniforme. E ehm, la ricognizione storica che è stata fatta eh, è proprio volta a ehm, quello che sono le permanenze. Eh, tra queste permanenze ancora oggi eh, leggiamo i segni lineari che suddividono eh, questo luogo in tessere, eh, che sono le 16 quadre eh, risalenti all'epoca del Ducato d'Este, ehm, in cui è ancora oggi è suddiviso. E ancora eh, la presenza di eh, molti elementi storici, puntuali, architettonici, come eh, le porte e i portoni, che sono eh, dei punti nodali perché mettono in comunicazione appunto quest'area con il territorio in cui eh, esso si, eh, si inserisce. La storia del bosco brevemente ehm, si avvia con le prime modifiche ad opera dei monaci ehm, al tempo di Carlo Magno. Eh, dopo varie vicissitudini eh, si arriva negli anni 50, stringo proprio all'osso, si arriva negli anni 50 ad avere ehm, un bosco eh, completamente, cioè questo, questo luogo completamente eh, disboscato, eh, per cui ehm, abbiamo un, un luogo eh, coltivato. Coltivato a eh, seminativi mentre sono negli anni 2000 i, i primissimi rimboschimenti eh, che sono stati eh, fatti da alcuni proprietari, eh, grazie a delle misure del eh, PSR, del Piano di Sviluppo Rurale Regionale. Ehm, andando avanti, eh, l'analisi del, del mosaico eh, paesistico. Di questo, di questo studio eh, è stata effettuata attraverso dei sopralluoghi che eh, sono, rivolti, sono stati rivolti appunto a una lettura di quelli che sono gli elementi eh, di eh, una catalogazione degli elementi puntuali lineari e areali che compongono ehm, appunto il potenziale di biodiversità e multifunzionalità eh, paesistica eh, in questa slide vediamo alcune alcuni estratti di quelle che sono le schede eh, che sono state ehm, fatte per ogni, eh, eh, per ogni quadra. Anche eh, la fase di concertazione e coinvolgimento permanente dei cittadini rappresenta un eh, processo continuo eh, nel tempo attraverso la promozione appunto di eventi e eh, l'uso anche di eh, diversificati sistemi di comunicazione. Questa fase è stata, eh, è stata molto importante ed è stato un ruolo essenziale eh, nella fase conoscitiva e eh, propositiva del le prime azioni eh, del, di questo studio, eh, sono stati svolti infatti diversi incontri sia con la cittadinanza ma anche con i eh, proprietari degli appezzamenti che vivono. Questo, uh, questi spazi proprio per sensibilizzarli al valore di questa uh, di quest'area uh, velocemente uh, dal master plan scaturiscono delle uh, prime linee guida per un progetto che deve essere multiscala uh, ovvero che mh, permette di definire delle azioni eh, e dei criteri che agiscono ponendo il bosco in rete con il territorio eh, migliorando le connessioni eh, e le relazioni anche tra le tessere di, questo, ehm, di queste quadre di cui si compone ehm, e migliorando anche all'interno eh, delle stesse quadre il mosaico eh, gli obiettivi eh, delle azioni proposte hanno un carattere chiaramente ambientale legate al miglioramento e all'integrazione della biodiversità del bosco ma anche un approccio culturale eh, fruitivo e anche produttivo per la promozione economica dell'area eh, velocemente eh, scorro le, le slide eh, sicuramente una valorizzazione appunto in rete col territorio che connette l'area, il, il bosco con la eh, ciclovia del sole Eurovelo 7 che abbiamo citato prima, eh, ma anche degli elementi, ehm, del, delle linee guida e dei criteri volti appunto a, riqualif a riqualificare e a, a valorizzare il patrimonio del mosaico, ehm, del mosaico paesistico che si trova all'interno delle diverse quadre. Mi verrebbe, da, mi verrebbe da chiedere come ha reagito la popolazione, perché insomma, credo di conoscere un po' lo studio, ci sarebbe tanto altro da dire, però un aspetto che credo sia importante portare all'attenzione è come è stata l'interazione della, della popolazione, no, del territorio, rispetto al coinvolgimento che gli è stato proposto proprio per eh, questo senso di appartenenza della popolazione. Come ha risposto? Sì, il, eh, infatti come eh, è stato detto anche in qualche intervento precedente, eh, uno dei problemi, eh, delle criticità di questo, di questo luogo è la popolazione, nel senso che i, chi abita eh, questo luogo mh, solitamente ha un'età per cui non è più troppo interessato. A eh, certi, eh, mh, certi interventi di valorizzazione. E, mh, I giovani che abitano in questo luogo non lavorano eh, i campi eh, del bosco della Saliceta, per cui eh, anche loro non sono interessati al, eh, ad alcuni interventi a valorizzare questi, questi luoghi, per cui è stato un. Eh, Uh, un confronto a volte anche abbastanza uh, critico e difficoltoso proprio perché uh, non tutti uh, gli abitanti di questi, di questi luoghi avevano gli, gli interessi del, del comune o comunque dell'unione dei comuni nord-modenesi. Uh, e anche proprietari di queste tessere. No? Sì, eh. sì, sì, sì. E questo fa un po' pandan con quello che diceva mh, che presentava prima il professor Vianello a proposito del patrimonio dei boschi, no? che in molti casi eh, sono terreni di popolazioni che stanno inselinendo scusatemi a quest'ora magari qualche neurone mi sia un po' annodato però insomma stanno invecchiando ecco e quindi forse hanno molta difficoltà a pensare a progettualità future di valorizzazione. Lo stesso si verifica in un caso completamente diverso però le dinamiche hanno delle, delle forti relazioni quindi quando non c'è una dimensione o un tempo no, futuro, eh, la problematica diventa particolarmente rilevante e consistente. Anche sì. se diciamo, vi, vi è un interesse della pubblica amministrazione, a, però il proprietario ha altri tipi di difficoltà e di problematiche. Giulia, grazie molto per il contributo. Scusi se ho interrotto, l'ho un po' mortificato il suo... No, no, mi dispiace che dopo <ride> ho dovuto... Sì, Va prima. bene così. Va bene così. Eh, io chiederei a questo punto al, al contributo eh, Villanova delle capanne, perché così rimaniamo in un ambito, no, teniamo un po' insieme, visto anche l'orario. Dei, mh, dei contributi che hanno degli elementi di eh, collegamento, cioè valorizzazione di ambiti anche se eh, sono su eh, territori molto diversi, con caratteristiche diverse, però ci sono sicuramente degli elementi che li mettono in collegamento. In collegamento, sì. Io sono Sei d'accordo, Gilmo? Sì, sono sceso dall'Alto Reno Terme <ride> e vengo, e vengo <ride> nei luoghi di cui parlava... Eh, parlava la collega Milan prima, eh, tra l'altro un bellissimo intervento. Eh, siamo eh, praticamente nel tratto terminale del fiume Lamone. Il fiume Lamone fino ad alcuni decenni fa non era arginato, quindi ogni tanto decideva di spagliare, quindi di inondare le zone che rimanevano umide perché la duna costiera impediva l'acqua di confluire nel mare, quindi si creavano queste zone che attualmente sono vincolate no, nella rete Natura 2000, valle delle mandriole e punte alberette in modo particolare. E diceva prima la, 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 la Milan che in queste zone sono interessate soprattutto da coperture Forestali grofile, triplo il frassino, tipo eh, il pioppo, il salice, ma quello che mi interessa in modo particolare, dimmi? Metto intero. Ah, sì, scusa. Quello che in particolare qui mi interessa sono invece le erbe palustri eh, che mh, sono differenziate in funzione del eh, livello delle acque, quindi abbiamo i giunchi, le cani di palude, i giunchi pungenti, i carici. Che hanno un eh, sviluppo vegetativo differenziato nel tempo, come hanno no, le, le piante in seminativo. Perché mi riferisco a questo? Perché queste piante venivano sfalciate periodicamente, poi con delle barche si risaliva il lamone e si giungeva in questa località Villanova. Dove il materiale veniva chiaramente dagli argini eh, spostato. È particolare la tipologia urbana di questo paese, in cui notate che tutti gli edifici, che sono molto allungati, sono tutti ortogonali al corso d'acqua, e tra eh, caseggiato e caseggiato c'erano degli spazi in cui questo materiale, i giunchi, le canne, venivano sparse sul terreno, venivano fatti asciugare e cominciavano ad essere lavorate. No? Quindi è un'attività artigianale molto importante. Fortunatamente eh, a Villanova di Castenaso c'è un Villanova, chiamata Villanova delle Capanne, dopo vedremo perché, nel passato c'è un museo che tra l'altro vi invito ad andare a visitare se non l'avete visto, perché queste due figure, che adesso sono marito e moglie, eh, hanno praticamente salvaguardato questa attività tradizionale non solo costruendo il museo e quindi nelle varie stanze facendo vedere qual era l'attività eh, rurale di queste popolazioni, ma costruendo un laboratorio che utilizza questi materiali, vedete che nella, nelle, nei, diciamo, nei posterini eh, c'è la sponsorizzazione della Regione Emilia Romagna, c'è un laboratorio in cui la gente ancora, uomini e donne, lavorano questi eh, prodotti. E ne, de, ne derivano dei materiali dei, 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 degli articoli direi particolarmente ci sono delle borse in, in paglia veramente valide no? come anche delle giacche quindi già questa caratteristica è importante una tradizione che andrebbe salvaguardata ma l'altro elemento importante ne aveva accennato qualcuno stamattina non mi ricordo più app 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 appunto i neuroni sì. e in queste zone sono presenti ancora queste capanne di canne palustri no? che eh, nei censimenti che sono stati fatti alcuni anni fa, ce cioè ne sono circa un centinaio sparse sul territorio e sono ancora capanni che vengono usati per eh, il, poter ricoverare eh, delle, delle strumentazioni o degli animali oppure anche durante l'inverno, per esempio, eh, o durante l'estate, proteggersi, per esempio, perché all'esterno può essere troppo caldo o troppo, eh, troppo freddo. E questi, eh, Queste capanne hanno una tradizione storica importante, basta vedere questa rappresentazione prospettica appunto della costa adriatica eh, del fine XVI secolo in cui appunto si vedono questi capanni che sono distribuiti sul territorio di varie forme e fogge. Quindi concludo dicendo che questo è un patrimonio storico da salvaguardare, andrebbe salvaguardato. Eh, quello che dispiace è che localmente eh, c'è uno scarso interesse ecco, questo a, a livello stupisce. comunale. Questo e, stupisce. E questo, e questo stupisce. Perché eh, come vedete c'è ancora gente, non sono, più, non sono persone, direi, ancora, ancora, ancora non molto giovani, però chiaramente se queste persone smettono di sviluppare questa attività artigianale noi eh, perdiamo un patrimonio. Grazie Gilmo e registriamo diciamo dispiaciuti sì, di, sì, veramente sì, dispiaciuti sì, con quel po' di amarezza, no, che, che non aiuta a tirare delle altre, cioè a, a dire altro perché mh, questo è un esempio di un valore eh, diciamo, testimoniale, eh, materiale e immateriale che si va perdendo, che corre il rischio di perdersi come temo purtroppo eh, sembra, molti altri. Sembra appunto che Però, ci sia un interesse del parco, da, da parte del parco del delta del Po che potrebbe essere quello che dà la sollecitazione politica alla, alla questione. Confidiamo nella tua energia, Gilmo, grazie. grazie, grazie. Allora, facciamo il punto della situazione, passerò per il chairman più cattivo eh, di, 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 questa, di questa giornata. Eh, ci sarebbe stato un intervento su un giardino storico ma il relatore ha un abbassamento di voce, quindi noi ci scusiamo con il relatore che ha un abbassamento di voce e, e, e quindi diciamo che non, 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 diamo, non abbiamo la possibilità di ascoltare questo, questo contributo che però mh, si rifaceva chiaramente al, ad una valorizzazione di un giardino storico e però diciamo, recupero alcuni concetti del, invece di un altro contributo. Che mh, sarebbe stato presentato da una dottoranda Marianne Livadese che parlava del, del giardino storico nella contemporaneità. Lei mi aveva chiesto per una sua problematica, insomma è diventata mamma da pochi giorni e quindi è impegnata in altre attività e non poteva essere qui tra noi. Io mh, mi permetto, chiedo licenza, non so se mi sta sentendo o meno, ma chiedo licenza di leggere solo un alcune frasi eh, che aveva scritto che mh, penso possano in un qualche modo fare pandana anche con il progetto che eh, sarebbe stato presentato oh, e che mh, ovviamente è in elenco ma non abbiamo la possibilità di, di ascoltare. Eh, scusatemi se saranno frasi che non sono perfettamente collegate ma le ho, le ho estrapolate proprio per economicità di tempo. Credo che sia già emerso in maniera molto chiara il concetto che ora vi vado, il tema che ora vi vado a, a, a recuperare: ripensare allo sviluppo urbano non in termini di asfalto e cemento in grado di produrre deserti ecologici e sociali, ma realizzato attraverso una sapiente gestione del verde, il ripristino e la manutenzione di parchi e giardini può garantire un giusto accesso alle risorse, un'equità sociale e un giusto benessere. Ecco, la collega puntava molto l'attenzione al tema del verde e dell'equità sociale e al tema di restaurare per valorizzare. A proposito di verde ed equità sociale, richiamava... È una, una frase di Norberto Bobbio. Eh, anche i diritti naturali sono diritti storici, affermava Norberto Bobbio nella sua antologia di scritti: L'età dei diritti, nel senso che anche essi, come il diritto positivo, sono un prodotto della storia, che su questo piano, aggiungeva il grande filosofo, filosofo a tempi lunghi. Proprio perché i diritti hanno accompagnato lo sviluppo della storia e dei conflitti che l'hanno impregnata nella loro vicenda, e la loro vicenda si è evoluta faticosamente per generazioni. La notevole sfida del cambiamento climatico. Che Si tratti di un cambiamento delle temperature e qui guardo un collega che oggi ce n'ha parlato. O della diminuzione delle precipitazioni ha effetti dirompenti sui nostri giardini. In termini di restauro, bisogna chiedersi come intervenire per preservarne l'autenticità e al contempo interpretando il tutto come un'opportunità. Risolvere determinate questioni potrebbe avere ricadute positive sull'intero ambiente. Preservare dunque i giardini storici rappresenta una grande sfida dal momento che la pressione antropica e il cambiamento climatico incidono moltissimo e significa garantirgli una sopravvivenza a favore delle future generazioni. Che il giardino abbia ormai superato la definizione di spazio decorativo caratterizzato dalla presenza di piante ornamentali assumendo un nuovo ruolo nella moderna realtà urbana è ormai una consapevolezza diffusa. Oggi agisce da connettivo, offrendo all'uomo la possibilità di riavvicinarsi alla natura e ai suoi ritmi, lenti e dilatati, lontani dalla frenesia urbana, e consente di percepire con lentezza il mondo che abitiamo. Il mantenimento della biodiversità e degli ecosistemi funzionali assume dunque un'importanza primaria anche nell'agenda globale, visto che le aree verdi urbane forniscono un'intera gamma di servizi ecosistemici, a cominciare da quelli economici. Diversi studi dimostrano infatti che la presenza di un verde urbano di qualità nei quartieri degli affari e nelle aree commerciali riesce a promuovere una percezione positiva da parte dei compratori. Una percezione molto positiva ci è stato raccontato oggi anche da parte di, fruizioni, di fruitori particolari, che sono eh, i nostri studenti, che dal, eh, dal contributo che ci è stato pre presentato oggi dimostrano di avere un ampio apprezzamento. Delle aree verdi che sono progettate nelle, a, nelle aree limitrofe a quelle della fruizione degli, degli insegnamenti universitari. E tra i diritti legati al bene della vita egli serviva esattamente il diritto a vivere in un ambiente non inquinato, perché l'ambiente decide la qualità della nostra vita regolando il grado di godimento possibile di alcuni beni essenziali. Tra questi sicuramente l'acqua e l'aria. Ma anche la bellezza e l'armonia della natura e del sistema in cui siamo immersi partecipano uh, di fatto a questa qualità della vita. Tutti i valori o beni immateriali che non concorrono a formare un PIL nazionale tradizionalmente inteso, ma che contribuiscono a, ge a generare il grado di felicità o di benessere delle persone. E qui mi permetterei di aggiungere che forse possono contribuire anche a, 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 ad una redditività. E, diciamo mh, come il contributo del, eh, del, del collega Zavallone ha messo in evidenza nello studio che ha fatto, ultimo concetto, il concetto di giustizia ambientale. Eh, ha in sé qualcosa di rivoluzionario perché indica una nuova linea di demarcazione tra i gruppi sociali, non tracciata dal reddito monetario. O dal potere o dal rapporto con i mezzi di produzione, bensì dalle diseguali opportunità ambientali, una linea che divide, che crea i suoi dannati e i suoi privilegiati, scaricando sui primi costi e svantaggi che oltrepassano spesso in termini di sostenibilità i bassi livelli salariali e la precarietà sociali. Dall'aria che uccide alla sede, dal cibo avvelenato alla sottrazione del creato. Si tratti del mare o dei fiumi o delle foreste o delle terre coltivabili. C'è insomma una questione di democrazia ambientale che si propone con risolutezza teorica nonostante i progressi compiuti dal movimento ecologico a livello internazionale. Una democrazia ambientale come sistema di riconoscimenti e di procedure decisionali volto a ridurre la specifica categoria delle Diseguaglianze ambientali, una nuova idea di democrazia che si riorganizza intorno al nuovo corpus di domande e di urgenze, e dentro la quale appunto si riformula l'idea di giustizia. Eh, tanto di altro la collega aveva scritto, ma credo che. Eh, questo, insomma, eh, questi spunti, no, eh, forse anche in modo disordinato, che ho cercato di estrapolare dalla, dalla sua presentazione, credo che insomma, lasciano in noi eh, delle pillole di riflessione che sicuramente ci, eh, ci eravamo già posti. Eh, io non vorrei ritardare troppo l'intervento um, conclusivo del professor Apollonio, Prima di farlo vorrei eh, davvero ringraziare, eh, siccome è un evento in streaming, eh, lo, lo vorrei fare comunque anche se non ci stanno ascoltando direttamente le delegate del rettore, la professoressa Buenvenuti, la professoressa Guerra per aver voluto no, questo oh, multiconvegno, uh, questo convegno importante che si è sviluppato, si sta sviluppando nelle varie sedi multicampus, una eh, straordinaria eccellenza dell'Alma Mater unica eh, a livello nazionale. Vorrei eh, ringraziare anche i colleghi del Comitato Scientifico. Uh, il, la professoressa Rossel, eh, il professor Ugolini, il professor Pasini e il professor Magnani. E naturalmente eh, non posso non salutare. E ringraziare ancora il presidente del consiglio di campus, il professor Cicognani. E mentre cedo il, il microfono e la sedia al, al professor Apollonio, eh, volevo leggervi la frase del, di Papa Francesco: Vi è un chiaro legame tra la protezione della natura e l'edificazione di un ordine sociale giusto ed equo. Non vi può essere un rinnovamento del nostro rapporto con la natura senza un rinnovamento dell'umanità. Stessa e credo che su questo non possiamo che trovarci d'accordo. Ho cercato di fare il più presto possibile, Fabrizio, e mortificando anche qualche relazione, però insomma ci tenevo molto a non procrastinare troppo il tuo intervento. Ma ci stai no? in un convegno così lungo, articolato con così tante comunicazioni? È normale, lo sappiamo tutti quanti. E... Patrizia, ringrazio prima di tutto Patrizia, avevo anch'io l'elenco dei ringraziamenti da fare anche per, diciamo, per fare gli onori di casa perché il Dipartimento di Architettura ha sede qui a Bologna, quindi per questa ragione immagino che mi abbiano voluto onorare di questa comunicazione conclusiva finale. Un altro ringraziamento lo aggiungo è quello dei tecnici che ci hanno aiutato, ci hanno assistito durante tutto, tutta la giornata. E poi soprattutto a chi è rimasto, eh, ha avuto tenacia resistenza nel, e resistenza nell'attendere anche la conclusione e soprattutto anche a tutti i relatori che si sono susseguiti fin da stamattina. Io, anche per lasciarvi liberi di andare, perché abbiamo fatto veramente tardi, solo due, anzi un, un tema eh, vorrei richiamare perché sono stati tanti quegli, gli argomenti trattati, i casi di studio presentati, le ricerche, anche le tematiche di varia natura, di vario vari aspetto che sono state presentate a noi. E un tema però che in qualche modo è, è emerso fin da stamattina, io ho preso alcuni appunti, e cito solo alcuni, poi anche l'ultimo intervento, che, o meglio le, i brani estrapolati all'ultimo intervento che Patrizia ha letto, sono, richiamano in qualche modo il tema che è quello della, del cambiamento climatico. Ne parlava stamattina Mari, eh, Maria Luisa Cipriani a, a proposito del riscaldamento globale. Antonio Ledda l'ha ripreso anche in funzione dei programmi di adattamento, Anna Maria Toni l'ha riproposto soprattutto per quanto riguarda una, eh, anche le prospettive di sviluppo, in funzione anche di una, della, dello sviluppo sostenibile alla luce dell'Agenda 2030 e io in qualche modo l'ho ricollegato anche in termini soprattutto di interventi. O, comunque, di valorizzazione delle esperienze, della cultura preesistenti con l'intervento di Girmo Vianello a proposito delle piantumazioni dei castagneti e così via, esempio, anche con le immagini che vediamo qui in, qui in fondo. Perché 10-12 10, 10 12 giorni fa ero a Vienna al convegno del, sul Cultural Heritage and New Technology e la Ioanna. Eh, devo leggere il nome perché anch'io con i neuroni a quest'ora sono abbastanza cotto, e Joanna Lesner che è una del, del Fraunhofer ed è la coordinatrice di un gruppo eh, dell'Open Method of Coordination promosso dalla comunità europea a proposito proprio che ha avuto, ha svolto un lavoro nel corso di questi ultimi due anni eh, proprio con l'obiettivo di Rafforzare, esplorare il rafforzamento della resilienza del patrimonio culturale in vista dei cambiamenti climatici e di esplorare anche quei contributi che lo stesso patrimonio culturale può dare al Green Deal. Tanto è vero che nella versione originaria, quella del 2019, il patrimonio culturale del Green Deal non era citato e quindi quello che hanno fatto è cercare di ricostruire attraverso una ricognizione di quello che è il panorama anche dei vari stati dal punto di vista anche legislativo e anche il riferimento alla Corte Costituzionale, che ad esempio abbiamo noi per quanto riguarda proprio il valore del patrimonio culturale in tutti i suoi aspetti e cercando di capire quali potevano essere anche le, le, le buone pratiche da portare a testimonianze come soprattutto suggerimento per intervenire, per fornire ulteriori eh, strategie di intervento, di mitigazione degli interventi e cercare di ridurre anche quelli che sono gli impatti. Però fra, i varie, fra le varie raccomandazioni che vedevano ovviamente l'opportunità di... E creare, e di insistere sul capacity building oppure sulla educazione in maniera tale da poter preservare e garantire anche alle future generazioni il, la conoscenza di questi, del beneficio, del patrimonio e soprattutto come trasmettere quelle esperienze che possono essere utili a contenerne gli effetti del cambiamento climatico cambiamento climatico che è sicuramente in evidente attraverso gli eventi atmosferici maggiori, più di maggior rilievo, inondazioni, siccità, venti forti, erosione delle coste, ma ci sono anche quelli indotti, quelli secondari che nascono dall'eccessiva dall eh, riduzione dell'umidità dell'aria oppure dall'eccessivo aumento delle, della stessa umidità dell'aria eh, con, con insetti infestanti o proliferazione delle muffe e via dicendo. E però uno, e ragion per cui credo che questo sia anche il luogo per citarlo, per riportarlo, anche perché la, il convegno di oggi l'ha testimoniato, testimoniato, uno degli aspetti degli, delle raccomandazioni che rivolgevano, che hanno rivolto con questo lavoro che è stato da poco pubblicato, era proprio quello rivolto non solo all'Unione all Europea ma agli Stati nazionali di cercare di investire sulla ricerca in maniera tale che la ricerca sia, o meglio, come è di solito uno un strumento che può veicolare, indurre innovazione, ma soprattutto perché possa diventare effettivamente attraverso lo studio un approfondimento, la definizione di strategie più adatte per in, riuscire a mitigare, ridurre o, eh, il, quelli che sono gli, gli, gli impatti, gli effetti del cambiamento climatico. Quindi, nella sede come quella della, del campus eh, penso che sia sicuramente lo stimolo o la sfida da lanciare un po' a tutti noi per cercare di cogliere questa, questa opportunità e sperando che effettivamente gli stati nazionali la, la recepiscano come raccomandazione e incrementino anche quegli investimenti in termini di ricerca che sicuramente sono necessari per poter fornire alla comunità alla società attraverso le ricadute che provengono dai nostri studi e interventi proficui ed efficaci sul, sull'ambiente. Grazie ancora a Patrizia, a Roberto, a Stefania ed Andrea che sono già scappati via perché caso vuole che proprio in questi momenti, in queste ore, c'è una presentazione alla Biblioteca Madatestiani alla quale avrei dovuto partecipare, ma non avendo il dono e l'ubiquità ho, ho avuto piacere di rimanere qui, ho dovuto dire ai miei colleghi di aspettarmi nel caso in cui fossi fossi stato capace di, in tempo, di arrivare in tempo per la presentazione di questo libro che è in occasione di una mostra che abbiamo organizzato qui a, su un architetto portoghese, sull'opera e sui disegni di tavola. Che, cosa, che, che narrazione è, che libro è, ci dici? Eh sì, eh, sono i disegni di viaggio di Tavora, questo architetto di grande prestigio, di grande valore, poco conosciuto a volte o meglio in alcuni ambienti, ma di... noi abbiamo la fortuna qui nel nostro Dipartimento di avere forse i maggiori esperti del, sul, su, su questo architetto che sono Giovanni Leone e Antonio Esposito. L abbiamo organizzato con la Fondazione... Grazie alla fondazione che conserva l'archivio di Tavora, una mostra che è in corso di svolgimento proprio presso la, eh, a Cesena, presso la loggia del capitano, e alla Biblioteca Malatestiana oggi c'è la presentazione della pubblicazione del libro che in qualche modo raccoglie buona parte dei lavori che sono stati esposti lì. Grazie, come dicevo, il professore Apollonio, il direttore del Dipartimento di Architettura è stato qui con noi tutt'oggi e, e veramente ti ringraziamo tantissimo per aver dedicato del tempo fino a quest'ora per raccogliere e per ascoltarci anche. Io quello che posso sperare, ma credo che sarà così sicuramente: io stessa ho colto in, in alcune presentazioni che sono fatte, state fatte, interesse da fare qualche approfondimento. Quindi, eh, questa occasione, di oggi è stata penso utile anche per allacciare altri certo. contatti. Quindi, soprattutto quando si parla di cambiamento climatico, l'interdisciplinarietà diventa un master. Non c'è niente da fare. E penso che ci sia una certa urgenza. Grazie e soprattutto sono stato onorato insomma, di questo invito e aver ricevuto da parte vostra questo invito. E grazie per il lavoro che avete svolto per confezionare questa giornata. Quindi, grazie ancora a tutti i partecipanti, i relatori, quelli che hanno resistito. E poi, eh, se qualcuno vorrà abbeverarsi o prendere qualche genere di conforto, visto che abbiamo saltato il coffee break, possiamo eh, allungarci un attimo nella stessa auletta. Buona serata, buon fine settimana. E... E il cuore ci batte per la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, che ci anima, che ci anima nelle pro, nei nostri progetti e nelle nostre attività formative. Forse l'hanno spostato al bar. Ah, l'hanno spostato al bar, bene. No, grazie. Andiamo al bar. La dottoressa Olivadese, dove... dove... È dottoranda in un dottorato di ricerca, se è interessato eh, le, sì. le faccio avere i riferimenti, eh, volentieri. Sì, sì,